Buongiorno, benvenuti. Seduta numero 99 del Consiglio regionale dell'Assemblea legislativa della Regione Marche. Do per letto il processo verbale della seduta numero 98 del 24 gennaio 2023, il quale, quale ora non vi sia un'opposizione, si intende approvato ai sensi dell'articolo 53,4 del regolamento interno. Richiamo inoltre, ai sensi del quinto comma dello stesso articolo, l'attenzione di tutti i consiglieri sulle comunicazioni distribuite con cui porto a conoscenza dell'Assemblea quanto espressamente previsto nel regolamento interno. Partiamo con il primo punto all'ordine del giorno, le interrogazioni. E vado subito all'interrogazione numero 672, a cui deve rispondere l'assessore Confredo Brandoni, la 672 dei consiglieri Carancini, Cesetti, Casini, Biancani, Bora, Mastro Vincenzo, Vitri, progetto di riqualificazione urbana Borgo-Rubiano, Comune di Montefortino, appunto risponde l'assessore Confredo Brandoni. Prego, assessore. Un che rispondo subito. Il contratto istituzionale di sviluppo CIS è uno strumento per accelerare la realizzazione di progetti strategici tra loro funzionalmente connessi di valorizzazione dei territori che viene stipulato dal Ministero per la coesione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con gli altri ministeri interessati, dai presidenti delle regioni interessate e dalle amministrazioni competenti, e ha rappresentato un importante momento di sinergia e concertazione con i territori con nota protoc eh, protocollo numero 11103319 del 9/9/2021 il capo dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso l'esito dell'istruttoria condo condotta secondo i criteri condivisi dal ministro ed esplicitati con la nota protocollo 6375 del 19 maggio 2021, tenendo conto del vincolo delle risorse finanziarie allocate dalla legge di bilancio stabilita nel limite di 100 milioni di euro a valere sul Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1,191 191 e 193 della legge di bilancio 2021, legge 178 2020 e 60 milioni messi a disposizione dalla contabilità del commissario straordinario per la ricostruzione, considerando un tetto d'importo secondo il criterio di riparto del danno per ciascuna regione che per le marche si è attestato vicino al 62%. L'intervento in oggetto Riqualificazione Urbana Borgo Rubiano Comune di Montefortino non è inserito nell'intervento Sistema Integrato della Montagna Sarnano-Montisibillini presentato dal Comune di Sarnano, al quale il Comune di Montefortino conferisce funzioni amministrative di Comune Capofila incluso nel programma approvato e sottoscritto in data 14 settembre 21 dai componenti del tavolo così composto. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per il Sud della Coesione Territoriale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario straordinario Ricostruzione SISMA 2016, Regione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. E l'Agenzia Nazionale per la Trazione e lo Sviluppo di Impresa SPA in Vitalia. E quindi non vede assegnate risorse né alla relativa delibera CIPES 66-2021 di assegnazione delle risorse FSC 21-27 per 100 milioni, né dell'ordinanza del commissario del 31 dicembre 21 di assegnazione delle risorse dalla contabilità speciale 59,93 milioni relative al contratto speciale di sviluppo. Si precisa inoltre che il suddetto progetto Riqualificazione Urbana Borgo-Rubiano Comune di Montefortino non è inserito nelle stanze progettuali individuate dalle strutture regionali, a valere sul PNC SISMA 2009-2016 sviluppato per le seguenti sub misure. La prima è la sub misura A2. 1. Progetti di rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture. Il secondo è la submisura A3.3. Progetti A. Realizzazione, implementazione e consolidamento dei percorsi e cammini culturali, tematici e storici, sempre di questa misura. B. Avvio della rifunzionalizzazione delle soluzioni abitative di emergenza dei SAE. C. Interventi per l'ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, recreativi e di risalita. Considerando che l'intervento in oggetto riqualificazione urbana Borgo rientra nella submisura A3.1, progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città. Tratta una parte del contributo spettante al Comune di Montefortino come soggetto beneficiario assegnato, seguendo lo schema di ripartizione che vede beneficiari tutti i comuni del cratere del 2016 e individuato e concertato nella cabina di coordinamento. Gli interventi rientranti nella misura A3.1 non sono stati definiti con istruttoria regionale bensì individuati dai comuni e verificati dal gruppo di esperto GOL della struttura commissariale. Pertanto la suddezza istanza verrà valutata dalle parti interessate nel rispetto dei tempi e del vatemercum predisposto per il programma unitario di rigenerazione urbana e, ove necessario, illustrato ed eventualmente approvato in cabina di coordinazione. Grazie per la replica, il consigliere Romano Carancini, prego. Eh, Assessore Brandoni la ringrazio della risposta la della risposta. Anche se a me sembra che non ci sia eh, come dire, una, una ver un vero riscontro alla richiesta fatta. Eh, la vicenda di Borgo Rubiano è emblematica di come sia stata fatta a pezzi la vicenda del CIS. Eh, che comprendeva anche il comune di Sarnano c'è una sentenza dell'ANAC che massacra l'operazione di Sarnano e c'è una sentenza del TAR la 796-2022 che smentisce in maniera clamorosa le difese dell'assessore Castelli dell'ex assessore Castelli che venne qui a sostenere, a perorare che quelle progettazioni fossero in linea e rispettose delle regole che, vi erano, che erano state stabilite a presiedere quella norma. Un'operazione davvero da temerari, da spregiudicati, avallata dall'ex Assessore Castelli che oggi viene condannata da una sentenza del Tarre, ricordo a tutti che il borgo di, Morghe, di, di Rubiano nel comune di Montefortino era stato oggetto nella previsione di un esproprio diffuso, cioè si intendeva sostanzialmente intervenire con una società all'interno di un progetto più grande con il comune di Sarnano per sostanzialmente espropriare un'intera frazione, un atto indegno di chi l'aveva proposto ma soprattutto di chi lo aveva difeso in quest'Aula come l'assessore Castelli. E per non essere sufficiente, oltre alla vicenda di Rubiano c'è anche il, il comune di Sarnano, una, un parere dell'ANAC recente, il 4195 del 2022, fa a pezzi quel progetto. Un progetto e un percorso di illegittimità, irregolarità e illegalità di cui l'ex assessore Castelli, che ieri si permette con la volpe, perché lui fa il gatto e poi c'è la volpe che è Carlo Cambi, di uscire pubblicamente sul nazionale attaccando in modo indegno tutta l'operazione, tutta l'attività di Giovanni Legnini. Castelli, che è l'artefice di queste nefandezze, non ha avuto il coraggio di rimanere in questo consiglio d'assessore da ad assumersi le responsabilità per i suoi gravi comportamenti, caratterizzati da irregolarità e illegalità. Oggi finalmente abbiamo un parere dell'ANAC che, ribadisco, fa a, pezzi, fa a pezzi il progetto di Sarnano che prevedeva, lo ricordo a tutti, un milione di presenze in estate e un milione di presenze in inverno, facendo credere, ripeto a tutti, che questo fosse una cosa seria. L'artefice è stato Castelli. Accanto a questo il parere, chiedo scusa. La sentenza del, del Tribunale amministrativo regionale che fa giustizia e rispetto di una comunità come quella di Rubiano che si è battuta strenuamente a difesa dei propri diritti. Spero, anzi sono quasi sicuro, che Lei, Assessore Brandoni, potrà. Ho finito, Presidente, potrà in questo avere un atteggiamento e un comportamento politico serio rispetto a vicende davvero inaccettabili. è rinviata per malattia della consigliera Rogeri, quindi per indisponibilità ad essere in aula. Quindi si tratta sia della 6.59 sia della 6.78, che abbinata con la numero 6.80, a cui chiedo al consigliere Mastro Vincenzo se è d'accordo al rinvio, la ringrazio. Eh, le interrogazioni dell'assessore Guzzi le posticipiamo quando l'assessore sarà in aula, perché ha chiesto il posticipo essendo impegnato per attività istituzionali in questo momento, però verrà in aula dopo. L'assessore Baldelli non è presente in aula, quindi passiamo in questo momento al punto 2. L'elezione di quattro componenti del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Ancona-Irca. Articolo 4,1, lettera B della legge regionale, 21 dicembre 2006, numero 21. Il voto è limitato a tre. Le elezioni, come detto, riguardano i quattro componenti del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Ancona-Irca. Prego. Consigliere Cesetti. Presidente, scusi, ma perché la 661 non c'è la risposta? Perché, come ho detto, l'assessore Aguzzi... È... Hai Aguzzi che risponde? Aguzzi. Sì, 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 sì. Quando è... rientra Aguzzi fa Perfetto, la numero 612-608 e la, eh, quella che ha detto lei la 661. No, 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 qui ho l'indicazione come Assessore Aguzzi. Va bene? Consigliera Marcozzi, mozione d'ordine? Eh, no, perché erano fuori quindi ah, sì, per sì, Adesso li chiamiamo per il voto quindi adesso diciamo la frase di rito poi organizziamo la, la chiama vorrei che siano tutti presenti compresi i segretari dicevo per quanto riguarda il punto 2 dell'elezione di quattro componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico di Ancona eh, ricordo che ciascun consigliere può votare sino a tre nomi e che l'Assemblea legislativa nel votare prende atto delle risultanze istruttorie, comprese quelle contenute nel parere della prima Commissione assembleare, e dell'accertamento relativo alle cause di ineligibilità e inconferibilità dei candidati. La votazione a scrutinio segreto. Chiamo per favore il i consiglieri segretari, Marinangi e Vitri, a collaborare per quanto riguarda le operazioni della chiamata del voto e ovviamente chiamo tutti i consiglieri ad essere pronti per l'espressione del voto. Sí, se están distribuyendo las cartas. Que... Quando, quando siamo pronti, grazie, Consigliere Marinaggi può cominciare. Allora, se siamo pronti, possiamo partire con la prima chiama per l'elezione dei quattro componenti del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Ancona, IRCA. Allora. Procediamo con Acciarri Monica. Ecco, diamo qualche minuto in più. Prego di attendere sì, perché alcuni consiglieri sì. mi hanno detto che erano fuori e devono rientrare. Aspettiamo allora e 5 io. minuti. Ecco, grazie, esatto. Assessore, buongiorno.

じゃあ。

Acquaroli Francesco Assenti Andrea Assenti ecco, c'è sì. Ausili Marco Bagliocchi Nicola Biancani Andrea Bilò Mirko. Ecco. Eccolo. Bora Manuela. Sì. Ok. Borroni Pierpaolo. Ok. Cancellieri Giorgio. Okay. Si sta sganciando si sta sganciando. Sganciamo. Carancini Romano. Sì. Casini Anna. Cesetti Fabrizio, Ciccioli Carlo, Elezzi Lindita, Latini Dino, Livi Simone, Lupini Simona. Mangianardi Maurizio, Marcozzi Jessica, Marcozzi Jessica, Marinelli Renzo, Mastro Vincenzo Antonio, Minghi Anna. Pasqui Gianluca. Ok. Ciao. Pasqui Gianluca c'è, ecco. Eccolo. Vai Gianluca. Puzzu Andrea. Rossi Giacomo. Sì, 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 già fatto. Ruggeri Marta, Ruggeri Marta non non Ruggeri. Oggi, non Bene. Santarelli Luca. Ser Filippi Luca. E Vitri Micaela, Aspetta, adesso vado io. Adesso Marinangeli.

Francesco, Francesco, hai depositato tu? Okay. Allora procediamo con la seconda chiama. <coughs> Acquaroli Francesco e la consigliera Ruggeri Marta che oggi è assente, quindi ci fermiamo qua con la seconda chiama. Procediamo con lo spoglio. Comunico l'esito della votazione: votanti 30, schede valide 30, hanno ricevuto voti Massimiliano Cannas 17, Sergio Giunta 16, Lando Siquilini 16, eh, Andrea Capodrossi 13, Gianluca Busilacchi 11. Proclamo eletti i componenti del consiglio di indirizzo e verifica dell'istituto Ricovero e Cura a carattere scientifico di Ancona-Irca: Massimiliano Cannas, eh, Sergio Giunta, Lando Siquilini. Andrea Caprodossi, in bocca al lupo e auguri ai eh, nominati. Bene, adesso passiamo al punto successivo e il consigliere Mangialardi vuole intervenire? Mozione d'ordine? Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sì, mozione d'ordine Presidente, se così si può chiamare uh, per l'ennesimo. Un, un, un ennesimo schiaffo alla democrazia che avviene in quest'Aula. Complimenti Ciccioli, ancora una volta eh, ave, avete deciso dentro eh, la maggioranza chi fosse il rappresentante della maggioranza perché eh, politicamente eh, Santarelli eh, oggi ha certificato che appartiene alla, alla, e sostiene da sempre la maggioranza. Anche se parla abbiamo capito perché parla sempre al plurale, perché parla sempre a nome di tutti voi. E avete ancora una volta dato uno schiaffo alla democrazia. Lo dico al vicepresidente: lo devo dire, avevo cercato il presidente Acquaroli per reiteratamente per garantire quello che, che dovrebbe essere un ordine democratico. Eh, rispettato e qualche volta anche un, 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 un atteggiamento adeguato tra maggioranza e opposizione che sul piano istituzionale vicepresidente si possa rispettare. rispettare. Invece vi avete uh, con l'algoritmo uh, sviluppato e con compravendita uh, marcata, anche documentata, tra, 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 tra uh, schede uh, verificate di persona perché uh, si dovesse garantire uh, questo uh, risultato. Presidente, è, è inammissibile, penso. Non è la prima volta che capita che uh, non solo. Eh, eh, possiate decidere i vostri ma con eh, una modalità imbarazzante decidete pure chi deve rappresentare chi vi deve rappresentare eh, nel, 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 su ogni piano istituzionale vedete avevamo messo a disposizione, eh, eh, avevamo messo a disposizione dire, una grande competenza una grande competenza, perché eh, il dottor Gianluca Busilacchi era eh, una, una competenza adeguata, eh, con un profilo eh, assolutamente eh, importante per quel ruolo, dove tutta la maggioranza e l'opposizione doveva essere rappresentata. Invece voi, eh, grazie a un atteggiamento di una meva politica, come Santarelli, eh, che eh, si presta pur di eh, ricoprire eh, e avere una platea temporanea, si presta a questi giochi. E, Presidente, adesso mi rivolgo a lei perché noi la, il tema di Santarelli rispetto alla maggioranza l'abbiamo posto, abbiamo posto il gruppo eh, del Partito Democratico e eh, Marta Ruggeri per i 5 Stelle perché non è pensabile. Non è pensabile che un accordo strutturato, certificato in ogni occasione, eh, possa essere licenziato eh, dopo che eh, è stata stigmatizzata eh, questa posizione con un semplice come dire, accordo eh, extraistituzionale. No, l'accordo è organico, quindi noi chiediamo che Santarelli eh, passi armi e bagagli fisici, quindi abbandoni il corridoio del Partito Democratico, via fuori dal, dai nostri corridoi, ve lo prendete i, tutto insieme, eh, a, a, si dimetta dalla commissione perché poi eh, eh, approfitta di quel ruolo eh, per, eh, per eh, ricoprire eh, in maniera abusiva, abusiva, è un abusivo dell'opposizione, l'abusivo dell'opposizione ritorna in pianta organica. Uh, nel, nella maggioranza ma questo vuol dire questo è un dato lei ci ha risposto uh, dicendo uh, uh, c'è un intergruppo non si tratta qui di un intergruppo si tratta proprio di un accordo organico e, che, vabbè, e non lo discutiamo noi non lo discutiamo perché uno nella vita Politica può fare il trasformismo, può fare il capogruppo del partito democratico in un comune, passare la lista civica, poi eh, eh, rimettersi dentro al centro-sinistra, eh, eh, poi eh, ripassare al centro-destra, fa quello che vuole, un problema di coscienza e di dignità. Ma come si dice, la dignità non la perde chi non ce l'ha. E quindi eh, il, il, eh, Santarelli, però, siccome non si tratta più di, di dignità, eh, eh, Presidente, eh, chiediamo, che, ecco, chiedo che venga, mh, che venga eh, dato seguito alla, alla sua scelta che eh, da tempo ha, ha fatto in quest'Aula. Per quanto riguarda la votazione. Eh, di oggi vi dovete semplicemente vergognare, nient'altro, vi dovete ver vergognare se eh, avete anche voi un briciolo di dignità che politicamente ogni Grazie volta dimostrate. Presidente, Presidente lo diretti dico diretti Presidente lei, lei è Presidente di no, pre questa Assemblea. Presidente no, Presidente, eh, io invece la ringrazio perché no. ha tentato anche come dire, eh, di, di rinviare Paolo. questa. Paolo. Questa, questa uh, votazione, visto che mancava uh, Marta Ruggeri per garantire al meglio l'opposizione, dico al Presidente Acquaroli che almeno poteva rispondere, uh, rispondere perché non, i, i miei non sono come dire, interlocuzioni personali, sono sempre istituzionali, eh, ma forse se si è sottratto uh, lo ha fatto perché aveva non solo uh, assecondato questa scelta, ma forse l'ha anche orchestrata. Lo stato attuale confermo eh, rendere diciamo così, evidente le posizioni eh, attuali di schieramento da parte di, di ogni singolo consigliere. Adesso passo al punto numero 3, proposta di legge numero 71, iniziativa dei consiglieri Paschi, Marcozzi e Santarelli, incentivi all'insiedamento nei piccoli comuni. Ah, il consigliere Santarelli. Consigliere, prego. Eh, buongiorno a tutti, un saluto alla Giunta, ai presenti e a tutti i consiglieri in aula. Su un'elezione di un comitato scientifico non credo che ci sia da parlare, almeno noi e parlo di nuovo al plurale abbiamo studiato e abbiamo portato la migliore candidatura, come il capogruppo del Partito Democratico ha sottolineato il dottor Gianluca Busilacchi, che ha preso meno consensi del dottor Andrea Caprodossi. Curriculum, scusate, curriculum incomiabile, eh, grande professionista della sanità marchigiana. E per questo, per questo. Abbiamo permesso una mozione d'ordine. Il, il collega Mangialardi ha sottolineato di essere. Nel mio, nel mio, nella mia persona, che sono una MEBA. Voglio ricordare a tutti voi che da oggi il capogruppo del Partito Democratico perde anche la mia amicizia. Perché io nell'amicizia ci credo e con questa amicizia ho sostenuto il suo mandato di cinque anni come sindaco in maniera molto seria. L'ho sostenuto sempre dalla sua parte, nella parte giusta. Ma oggi, oggi dico alle persone che sono uscite dall'Aula e voi mi conoscete, io non parlo il politichese, io sono una alla mano, ma sto sempre sul pezzo, sto sempre in aula per i marchigiani, parlo il pratichese, quel linguaggio che è sconosciuto ai politici. Eh, mi dovete scusare, non mi alzo in piedi perché questo per me è un intervento che mi dà tanta emozione, ma soprattutto mi dà anche tanta criticità nel mio cuore, perché quella persona che ha detto che sono una meba, tante volte l'ho salvato da tante battaglie politiche dove la politica era la P maiuscola perché nei comuni si fa la battaglia con la P maiuscola mi piacerebbe quella P maiuscola vederla anche qui dentro vederla anche qui dentro vedere un capogruppo che in maniera sotterranea ha lavorato sul suo candidato il mio candidato non ha lavorato in maniera sotterranea. Il candidato che io ho presentato, l'ho presentato ufficialmente, non c'è bisogno di uscire. È una persona seria. Le persone serie non hanno bisogno di essere raccontate, ma io a voi vi racconto la politica. Il gruppo Rinasci Marche, noi di Rinasci Marche, i 17.265 che hanno sostenuto questo simbolo hanno avuto l'indirizzo nei miei confronti di passare ad una federazione. Quindi io invito formalmente, invito formalmente tutti quelli che sono usciti da quest'Aula, che hanno la sensibilità e la volontà come le nostre, ad unirsi a noi per la costruzione della rinascita delle marche. Loro invece di pensare alla politica regionale stanno facendo un congresso dove si stanno dilaniando con i giovani e mettono avanti i giovani che non sono giovani. Perché i veri giovani sono quelli dell'età nostra, che hanno 50-60 anni, che hanno la mente fresca, non è un giovane uno che ha 30 anni buttato nell'agone politico e dilaniato dalle lacerazioni delle correnti di un partito che non, esce, che non esiste più, in questo partito ci sono stato, ho fatto il mio dovere, oggi faccio il mio dovere per i marchigiani, quindi rinascimarca Marche civica e solidale in questi due anni di legislatura è stata sempre coerente. Con quello che ha promesso in campagna elettorale saremo dalla parte dei più deboli, daremo voce senza voce, non esiteremo a votare favorevolmente tutte quelle azioni, diritti agli impegni che ci siamo assunti indipendentemente dalle bandiere. Loro fanno un gioco di bandiera. Il candidato che ha, ha citato Maurizio Mangialati, Gianluca Busilacchi, è una bandiera vivente. Non la mia bandiera che mi ha detto che sono una meba e che sono una bandierola. Io oggi non ho esitato a votare questo CIV, l'ho votato con la coscienza, con tutte quelle azioni che vanno dritte agli impegni che ci siamo assunti e indipendentemente dalle bandiere, noi, noi saremo liberi da condizionamenti, pronti a collaborare, saremo e siamo stati sempre propositivi, rispettosi e io dico una parola che non c'è in quest'Aula la gentilezza. Io vedo a volte, quando i miei colleghi intervengono, per fortuna pochi, questa parola non la conoscono. Vedo la mia collega Menghe che sorride perché tra persone gentili, tra persone anche che hanno un minimo anche di empatia nelle cose, non, non bisogna parlare, ci si deve solo guardare. Allora, la gentilezza in quest'Aula non è presente in alcuni di loro e io dico, nei modi, nei toni noi siamo stati sempre gentili, ma fermi, fermi e intransigenti contro gli attacchi pretestuosi e falsi. Perché se a me mi fai un attacco falso e pretestuoso e oggi vi chiedo scusa cari colleghi consiglieri, anche se scusa non si dovrebbe chiedere, io devo dire la mia, perché io oggi sono stato chiamato in causa da una persona che non rappresenta più nessuno in quest'Aula. Ce lo possiamo permettere, visto che in passato noi, noi non abbiamo fatto danni. Apprezziamo i suggerimenti, certo. Ma non prendiamo lezioni da nessuno, visto i risultati pessimi degli accusatori. Uscire dall'aula è una sconfitta. Io in Consiglio Comunale, cinque anni, non sono uscito mai e qui dentro non uscirò mai. Le cose le dico qui dentro e ho sempre la schiena dritta. Uscire dall'aula è un grande errore. Un capogruppo che fa uscire dall'aula i suoi porta i suoi nel baratro. Quelli presenti oggi sono tutti dritti con la schiena. E li vedo, vedo il consigliere Borroni che annuisce perché in commissione non è mai uscito la commissione, le battaglie si fanno lì dentro, vinte o perse. In ultimo vorrei gettare un ponte, e questo è un ponte che a me piace molto, perché più volte che lo getto a tutti quelli che vogliono bene le marche per costruire con noi una grande coalizione che nel rispetto delle proprie origini. Identità, si vuole federare e ci federeremo con tutte quelle persone che vogliono portare avanti concretamente tutte quelle azioni per, gli, per il miglioramento della vita dei nostri marchigiani. Ecco questo penso. Oggi Gra noi qui dobbiamo guardare al futuro e il futuro è quello dei marchigiani. Grazie. Consigliere Ciccioli, sempre per mozione d'ordine. Ovviamente. Dunque, innanzitutto io vorrei chiudere questo sciparietto. Eh, chiedo al Presidente che in quest'Aula siano censurate determinate espressioni. Definire un collega Ameba, a me, per esempio, dà fastidio, sia, sia del Partito Democratico, sia del mio gruppo, sia del di qualsiasi altro gruppo presente. Eh, definire vergognosi come è stato fatto stamattina o la volta scorsa mi è piaciuto molto e anche simpatico. Il consigliere Carancini mi ha detto, definito frottoliere, la cosa è molto arguta: insomma mi piace, però non dovrebbe essere questo linguaggio, eh, non dovrebbe appartenere a quest'Aula. Detto questo, eh, io sono tra quelli che in commissione ha insistito per l'inserimento nella lista dei nove che hanno i requisiti, anche il consigliere Busilacchi che dei requisiti era al limite. Eh, I requisiti erano interpretabili in quel caso. Io ho insistito, i requisiti chiari, trasparenti non c'erano, ma io ho insistito per il curriculum che ha. E anche se non aveva la gestione, perché la gestione non l'aveva, è stata identificata come gestione la eh, responsabilità del centro studi IRES della CGL, che gli dava un'appartenenza. Detto questo, però, come ha detto giustamente la consigliera Casini, il voto è segreto. Il regolamento di voto è stato approvato all'unanimità nella scorsa legislatura da questa Assemblea con una maggioranza di centrosinistra. Quel voto, quel regolamento. Si esprime in un certo modo: c'è cioè il voto è limitato a tre e ci sono eh, eh, gli spazi per consiglieri presentati anche dall'opposizione. Potrebbero essere stati eletti anche tutti e quattro di maggioranza perché il regolamento lo avrebbe consentito. Eh, io non sono tra quelli in questo caso che sono stato regista di niente. Eh, io in altri casi rivendico la mia regia. In questo caso invece non, ecco, volevo informare Mangialardi che non c'entro niente. Però ovviamente eh, io i miei tre voti sono stati i tre della maggioranza, però questo non significa che questo consiglio regionale non possa esprimersi sulle persone. Il regolamento è stato scritto dalla vecchia, dalla vecchia maggioranza, in questo modo. E, e, e il voto è segreto, l'assemblea che è sovrana si è espressa in questo modo, e allora ci può essere un problema, all'aggiunta del regolamento possiamo modificare anche i regolamenti, in, io ricordo che in consiglio comunale ad Ancona dove facevo parte tanti anni fa, riuscii a imporre il voto su urne separate, affinché fosse, siccome venivo sempre con il voto di maggioranza di centrosinistra, sempre emarginato, alla fine chiesi di fare un, 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 voti separati, che anche in questa, in questa Assemblea mi sembra ci fu in passato un voto separato, non ricordo su che specifico Consiglio di amministrazione. Però detto questo, il risultato è democratico, è trasparente, e sono state rispettate tutte le indicazioni di voto. Non è, non credo che bisogna insultare i colleghi, credo che gli 8 o 9 selezionati siano tutti dignitosi. Per forse un paio di selezionati c'è stata anche la manica larga rispetto ai requisiti che erano interpretabili, come ho detto corretti, ma interpretabili. E come dicono i magistrati, le leggi spesso vengono interpretate. Sono stati interpretati a favore dell'opposizione, quindi più di così. Questo eh, la Commissione democraticamente non poteva fare, è il risultato dell'Aula sovrano. Quindi adesso possiamo procedere. Eh, era in Aula l'assessore Francesco Baldelli? Ecco, se lo potete chiamare, grazie Assessore, ecco l'ho visto, ha un'interrogazione, l'interrogazione numero 677 di Consigliere Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Mastro Vincenzo, Vitri, ricostruzione Ponte Ancaranese, risponde appunto l'Assessore Francesco Baldelli. Prego Assessore, l'interrogazione è la numero 677. Grazie Presidente. I consiglieri interroganti chiedono al presidente della Giunta regionale se condivide la necessità di realizzare il nuovo ponte sull'Ancaranese invece della manutenzione dei due esistenti, se conferma la volontà della Regione Marche espressa nella riunione del 25 agosto scorso di reperire i finanziamenti necessari per la realizzazione dell'opera e, in caso di risposta affermativa, in quali tempi e mediante quali canali di finanziamento. Allora, in relazione a questa interrogazione che pone un tema specifico su un'opera infrastrutturale puntuale, eh, rispondo ai consiglieri interroganti che il ponte sull'Ancaranese è una infrastruttura che rientra nel piano complessivo del sistema delle pedemontane e di intervallive della Regione Marche, quella visione di una rete viaria a maglie che colleghi i territori interni eh, regionali tra loro e con le regioni limitrofe, offrendo una connessione senza soluzione di continuità dalla Romagna fino all'Abruzzo, una eh, ovviamente soluzione ehm, infrastrutturale che sia veloce e sicura in maniera omogenea in tutto il territorio regionale. Sono pertanto in corso approfondite valutazioni tecnico-finanziarie per la realizzazione di un nuovo ponte che garantisca il pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza e che possa rappresentare un'opera funzionale al tratto Ascoli Teramo della pedemontana. Tra l'altro gli uffici stanno valutando la fattibilità dell'utilizzo delle risorse già stanziate a valere su fondi ministeriali per la manutenzione straordinaria dei ponti stradali, eh, risorse stanziate dalle provincia di Ascoli Piceno e eh, Teramo, proprietarie dell'infrastruttura e della struttura commissariale Sisma per la manutenzione straordinaria di due tronchi esistenti. Quindi utilizzare queste risorse in quota parte, ove possibile da un punto di vista tecnico-finanziario, per la realizzazione di una nuova opera d'arte unica. E se la stessa struttura commissariale possa, in sinergia con le regioni Marche e Abruzzo, ho sentito anche nelle ore scorse il eh, commissario sostenere la restante parte del finanziamento necessario. Quindi la regione, eh, ovviamente in sinergia con la vicina eh, regione Abruzzo, ha questa tipologia di intenzione e conferma quanto espresso da quanto riferiscono gli interroganti il 25 agosto, non dal sottoscritto ma altro dal rappresentante, suppongo, di questa regione. Grazie consigliere. Pre. Allora, grazie. Grazie Assessore. In genere quando mi si risponde senza date e senza eh, capitoli di bilancio eh, non sono rassicurata. Eh, però lei mi dice una cosa importante perché eh, ha fatto appunto riferimento alla data del 25 agosto, eh, quando il rappresentante che oggi per. Eh, eh, vostra fortuna, visto che c'è mai, eh, mai stata una sinergia così eh, profonda tra il territorio e tra il commissario, eh, potete appunto eh, chiedere al commissario che ehm, di atto a quello che ha promesso proprio il 25 agosto, perché lui il 25 agosto ha detto che la Regione Marche si sarebbe fatta parte attiva nel reperimento dei finanziamenti necessari per la realizzazione dell'opera. Eh, la, la lettera che è stata scritta al Commissario lui l'ha condivisa parlo di Castelli, quindi è chiaro che eh, potrà trovare le eh, mancanti risorse. Noi sappiamo bene che le risorse attuali sono cospicue. E, eh, secondo noi a poco, secondo noi, secondo anche le province, secondo anche i comuni e secondo anche le, le due regioni, ha poco senso mantenere e ricostruire due ponti, tra l'altro uno in cemento armato e uno in muratura ad un unico senso di marcia, invece che realizzarne uno nuovo che sia tra l'altro sismicamente adeguato e che abbia delle campate maggiormente larghe, anche per consentire un maggior deflusso delle acque e quindi maggiori problemi dal punto di vista Ehm, idrologico e quindi mi rassicura il fatto che eh, lei abbia parlato con il commissario e, e che eh, si troveranno le risorse aggiuntive per questa è un'opera importante. Lei mi faceva riferimento alla pedemontana, io presumo che chi l'ha scritto la relazione confonda la statale 81 con l'ancaranese, sono due strade diverse. La pedemontana è molto più ad ovest. È, ecco, è molto più ad ovest e quindi eh, non, non è quello il tracciato, ma il tracciato a cui, a cui credo ci si riferisca è il tracciato della statale 81, eh, sul quale io tra l'altro non sono neanche d'accordo, nel senso che se si vuole sistemare la statale 81 va benissimo perché serve molti paesi, ma l'asse interessante è quello della cosiddetta mezzina che dovrebbe passare sotto Ancarano e congiungere eh, l'Ancaranese con l'autostrada per, per Roma che è ubicata in Abruzzo, come lei saprà. Quindi questo diciamo che è l'opera più interessante che può partire proprio da una realizzazione ex novo di un'infrastruttura che abbia le caratteristiche poi per essere un anello di congiunzione di questa viabilità e di congiunzione soprattutto tra le due province e le due regioni. Quindi è molto molto importante quello che lei ci ha detto. Ovviamente eh, monitoreremo eh, le attività dell'assessorato per verificare che eh, le risorse vengano trovate e anche la volontà da parte del commissario di trovare le restanti somme che tra l'altro sono anche residue, quindi non sono una somma maggiore. Grazie. Bene, adesso entriamo nel punto 3. Andiamo al punto 3. Poi all'arrivo dell'assessore Aguzzi torneremo al punto degli atti ispettivi. Punto 3. La proposta di legge iniziativa dei consiglieri Pasqui, Marcozzi e Santarelli incentiva l'insediamento nei piccoli comuni dell'entroterra marchigiano di personale dipendente del servizio sanitario. La nuova titolazione incentiva l'insediamento nei comuni del cratere marchigiano di personale dipendente del servizio sanitario. Il relatore di maggioranza è il consigliere vicepresidente Gianluca Paschi. Il relatore di minoranza è il consigliere Romano Carancini. Do Quindi la parola al consigliere Gianluca Pasqui per la sua relazione di maggioranza. No, eccoci. Ecco. Gra Grazie Presidente. Riparto con i saluti Presidente, buongiorno, buongiorno colleghi. E mi trovo a presentare questa proposta di legge 71 eh, nella convinzione che quest'Aula eh, la renderà a legge dopo un percorso estremamente importante sia in termini eh, temporali che anche eh, in termini di lavoro nella Commissione eh, Sanità, nella quarta commissione. Devo dire che eh, questa è una proposta che nasce eh, dalla consapevolezza assunta pure in un periodo eh, da me vissuto quando eh, ero e sono stato sindaco di un comune eh, del cratere sismico, fortemente colpito dagli eventi tellurici e anche quale Presidente nazionale del, del Lanci del, dei comuni del Cratere, ecco, in queste due situazioni da amministratore mi sono eh, accorto che anche laddove c'è la volontà e c'è stata la volontà politica, amministrativa, di eh, andare a, a, ad intervenire in maniera reale e concreta. Eh, poi eh, è derivato, e eh, mi riferisco ai presidi, a quelli che erano i presidi ospedalieri e con riferimento al personale dipendente sanitario: c'è stata sempre la grande difficoltà di arrivare a far sì che gli atti eh, venissero espletati in maniera eh, fattiva in quei territori appunto del cratere. Quindi, da lì, siccome. Quando è partita questa proposta di legge, già reputavo essere una proposta, permettetemi e lasciatemi il termine, da rianimazione, cioè da, da intervento urgentissimo eh, in, in alcune zone. E da lì nasce appunto la proposta di legge 71. Questa proposta di legge che eh, trova naturalmente il, il parere favorevole sia dei vertici sanitari a partire dal dottor Guzzini e dalla dottoressa Storti, ma anche dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia, del CAL e del CREL, consta di quattro articoli. Questa è una proposta con la quale si va eh, a, eh, ad intervenire, la Regione interverrà nei confronti del personale dipendente del servizio sanitario appunto nei comuni del cratere andando a sostenerli sia da un punto di vista o meglio sia con, in, con un contributo di residenza che ammonta fino a 12.000 euro annui e sia anche con la possibilità di avere eh, in quel territorio un, eh, una, una casa, un, un luogo appunto dove stabilire la, la residenza. I due interventi eh, possono addirittura essere, si possono addirittura cumulare. Ora mh, da questa mh, legge non ci si aspetta certo la soluzione di tutti i mali, di tutti i problemi. Non sarà la panacea assoluta di questo problema, ma sicuramente sarà una, una legge che darà un respiro estremamente importante. Al, eh, a, in quei luoghi dove eh, la sanità, come d'altra parte in tutto il resto d'Italia e delle marche naturalmente, eh, di, diventa ed è qualcosa di essenziale. Per cui io eh, ringrazio tutte le forze di maggioranza, in particolare coloro, e eh, mi riferisco ai capigruppo, al, capi, al capogruppo Ciccioli, al capogruppo Marcozzi, al capogruppo Marinelli. Eh, al capogruppo eh, Giacomo Rossi, al, al capogruppo Dino Latini, alla Presidente della quarta commissione Elena Leonardi e all'attuale Presidente Bagliocchi che hanno voluto sostenere eh, questa proposta. È stata sostenuta per quanto riguarda il capogruppo anche in maniera eh, di certo migliorativa. Eh, questa era una proposta che nasceva con un numero di abitanti, poi emendata ad un numero superiore di abitanti per eh, intervenire nei, nel, come tetto eh, per, eh, affinché avvenisse l'intervento, ecco oggi è una proposta invece che si presenta in aula per tutto quello che è il cratere sismico. Eh, ed è chiaro che questo diventa, e auspico anche, che diventi un punto di partenza e non certo di arrivo per eh, andare a sanare determinate situazioni che, che sono di certo essenziali. Di sicuro però bisogna partire dalle zone che hanno più difficoltà per poi allargarsi ed andare anche ad intervenire se, su tutto il resto eh, della regione. Grazie. Grazie. Ora la relazione del consigliere Romano Carancini. Grazie presidente, va innanzitutto chiarito all'assemblea legislativa qual è l'oggetto di questa legge, soprattutto la razio, la ragione della proposta che fa da punto di partenza. La proposta di legge 71 a prima firma del vicepresidente dell'Assemblea legislativa Gianluca Pasqui intende prevedere risorse e azioni dirette a favorire l'insediamento nei comuni del cratere sismico quindi, un pezzo del territorio delle Marche ed anche delle aree interne, di personale sanitario perché è noto il personale sanitario fa fatica ad accettare sedi nei comuni del cratere. Il giudizio sulla proposta, così come è concepita, Presidente e signori consiglieri, è fortemente negativo. È estranea a una visione di politica sanitaria di tutta la Comunità delle Marche da nord a sud e ci accorgeremo nella discussione di come sia dimostrabile l'approssimazione, la superficialità nel ricercare il fondamento più vero delle ragioni che hanno spinto a discutere un provvedimento in astratto molto interessante di una proposta di legge di servizio che, se affrontata con serietà, avrebbe potuto produrre un risultato inedito nel panorama legislativo regionale ma soprattutto utile alle marche non solo a una parte di esse. Un articolato così come uscito dalla discussione in quarta commissione che dimostra la trascuratezza nell'elaborazione sostanziale, che manifesta chiare ambiguità lessicali ma in particolare sotto altra dimensione la contraddizione evidente di un intervento legislativo avulso ed estraneo, un intervento sganciato da una visione organica del sistema sanitario delle aree interne che avrebbe dovuto e potuto trovare posto o nell'ambito della legge 19 che ha disciplinato il nuovo modello organizzativo sanitario, <coughs> Approvata solo quattro mesi fa, o in alternativa nel nuovo piano sociosanitario che vi accingete, state dicendo, a presentare a breve, ovvero pure anche nell'ambito del provvedimento della vostra DGR 1781 del 27 dicembre scorso e relativa ai primi indirizzi sulla sanità del territorio. Che maggioranza è? Que è quella che non riesce a dare ad un tema centrale come quello della sanità delle aree interne di questa regione una dignità organica, integrata dentro un quadro di norme connesse e collegate, scelte forti ed identitarie di riconoscibilità della complessità del problema? E soprattutto, com'è possibile che non vi sia la mano della Giunta in considerazione dell'importanza del tema? Raccontiamola tutta, diversamente da quello che dice il vicepresidente Pasqui chi ha operato in commissione, in particolare qualche componente di maggioranza, ha vissuto questa PDL come un fastidio nel merito, perché se ne rintraccia tutta la fragilità logica e sostanziale, ma non si è potuto fare a meno di licenziarla nel modo in cui la discutiamo oggi, per mantenere gli equilibri politici verso quella parte di maggioranza, dalla sensibilità più moderata incarnata dal vicepresidente Pasqui, indispensabile per continuare a, go a governare. Insomma, l'orizzonte, consiglieri, non è stato occuparsi delle marche, del tema fondamentale della sanità nei territori delle aree interne quanto piuttosto una parte della nostra regione, ma soprattutto l'interesse, pur legittimo, di un consigliere di maggioranza. Le prove del fastidio ce ne potrebbero essere molte. Pensate al tempo trascorso dalla presentazione della proposta di legge 8 settembre 2021, cioè 16 mesi per un bisogno dei territori terremotati che considerare prioritario è poco. Ma cito l'ultima. Il signore della maggioranza, all'opera anche stamattina imperversando, il signore della maggioranza, colui che comanda e scomanda per sé e per gli altri, talvolta come in questo caso, al di sopra della Giunta, senza un perché, senza un domani, senza un'analisi senza che un confronto, senza un dialogo, ha deciso che fosse giusto ridurre il finanziamento per questa legge da 300.000 a 200.000 euro. Uno sfregio su un tema così delicato e importante come la sanità per le aree interne oppure anche solo per le aree del terremoto, se lo, ritiene, se lo si ritiene tale, può subire un approccio così mercanteggiato? può subire un taglio di risorse così arbitrario e personale? Dimostrazione chiara che della sanità delle aree interne, dei loro problemi, delle difficoltà più profonde rispetto ai centri urbanizzati e alle grandi città, al comandone non gliene importa nulla. Non interessa discutere a viso aperto, cercare un confronto su bisogni come questi, un contraddittorio, una prospettiva diversa, no. Anzi, i sentimenti manifestati sono il fastidio e l'indifferenza questa è la vera sintesi una sorta, consiglieri, di nanismo politico verso un tema, al contrario, centrale per tutte le marche, una manifestazione chiara di mancanza di coraggio politico e di rassegnazione alla decisione di pochi. Ed infine, lasciatemi dire, con sincero dispiacere, l'abdicazione di noi consiglieri al nostro ruolo e alle nostre prerogative, alla nostra funzione, alla nostra indipendenza e alla nostra autonomia. Troppe volte, colleghi, è accaduto in questi 27 mesi di legislatura di ascindere dalla bontà dell'impegno comune il lavoro proficuo di un'assemblea legislativa attraverso le varie commissioni sia sempre sacrificata sull'altare del pensiero di pochi e molto spesso di uno solo. Guardate che non ci viene una malattia a noi consiglieri ad esercitare come assemblea legislativa ciò per cui siamo stati chiamati in consiglio regionale. Eppure, come sempre, le opposizioni, certamente noi del Partito democratico, avevamo dato una disponibilità in commissione a lavorare con serietà insieme sul problema del personale sanitario delle aree interne attraverso l'analisi della situazione, la costruzione di un'ipotesi di lavoro comune che certo avrebbe preso spunto dalla criticità del personale sanitario nell'area del cratere, ma che avrebbe dovuto immediatamente dopo chiedersi se quel bisogno, quel problema riguardasse solo il cratere, quel territorio limitato delle Marche, ovvero in realtà tutte le aree interne delle Marche seguendo il principio ispiratore che i cittadini, consiglieri, i servizi e le opportunità devono essere uguali per tutti i martigiani e, allo stesso modo, l'altra faccia della medaglia affrontare e, se possibile, dare le stesse risposte agli stessi bisogni. Il Partito Democratico oggi, come sempre avvenuto dal 20 ottobre del 2020, continua a offrire collaborazione istituzionale, idee, percorsi condivisi fino alla disponibilità del voto favorevole. Lo abbiamo fatto su tutte le più importanti leggi che avete portato in Aula, a partire da quella del nuovo modello organizzativo della sanità, per passare a quella della riorganizzazione burocratica, solo per citarne alcune. Di fronte a tutto ciò, muri preconcetti, strumentalità, se non addirittura irrisione, perché per molti di voi aver vinto le elezioni del 2020 vuol dire relegare l'opposizione al silenzio e alla subalternità, salvo quando per vostri ritardi ci richiamate alla responsabilità per ricevere un voto istituzionale a favorevole, come abbiamo fatto per le risorse del FESR la scorsa seduta. Noi sì, continuiamo su questa linea, il PD propone, dialoga e cerca di far capire che con questa legge di fondo si trattano in maniera diversa cittadini nelle medesime condizioni, solo per citare la principale delle critiche a questa proposta di cui apprezziamo il punto di partenza, cioè la questione del personale sanitario nelle aree del cratere sismico, ma rispetto al quale crediamo sia necessario un salto di qualità. Scusi, non può essere passato 20 minuti Presidente? Eh, che scusa. Eh, un respiro istituzionale maggiore operare nel coraggio e ruolo che rivestiamo. E fareste un errore, pensiamo noi, ad avere un atteggiamento indifferente. Perché così come l'avete confezionata non potremo votare questa scelta. Più in generale le lacune fondamentali sono così riassunte. La prima è nel metodo. Non ci si è preoccupati di analizzare e misurare l'entità e la qualità del problema. Quante situazioni in cui il personale sanitario ha rinunciato al posto eventualmente assegnato nelle aree del sisma? Quante fattispecie si sono verificate nella regione Marche, nella sua complessità, nelle aree interne? Dunque, quante dentro e quante fuori dal cratere? Quali sono stati i profili del personale che hanno rinunciato, medici, o infermieri, os, amministrativi o altro? Quante situazioni si sono verificate negli ultimi anni, considerato il periodo precedente al sisma e quante dopo? Com'è possibile affrontare una criticità senza una stima dei costi? Com'è possibile approvare una legge senza un'analisi del problema? senza prima avere una risposta alle domande sopraposte. La so seconda incredibile scelta è una PDL caratterizzata da profili di dubbia costituzionalità. Ma, pur ammesso in astratto che incostituzionale non lo sia, quello che salta immediatamente agli occhi è la scelta di manifesta disuguaglianza che verrebbe fatta fra cittadini marchigiani delle aree interne rispetto a questa proposta. Davvero una scelta incomprensibile, che calpesta la dignità e la complessità di un problema serio che attiene al personale dei servizi sanitari da collocare nelle aree interne, analoga, simmetrica con i temi della scuola e, in genere, dei servizi. Per essere ancora più chiari, perché i gravi problemi che la proposta di legge pone sono presi in considerazione solo per le aree del sisma e non tut per tutte le aree interne della regione. Cosa di diverso, consigliere cancellieri, nel reclutamento del personale sanitario, l'ospedale di Camerino dall'ospedale di Urbino? Cosa c'è di diverso nella difficoltà a reclutare medici di medicina generale o infermieri per l'assistenza domiciliare tra San Ginesio piuttosto che un altro comune dell'entroterra anconetano, pesarese o di altre province non incluse nel cratere sismico? Rispondete a questa domanda legislatori delle Marche, ma se intendete farlo non usate ambiguità, siate chiari e documentati Nell'affermare che il problema del personale sanitario nelle aree interne, fuori dal cratere, è diverso o comunque meno grave rispetto ai temi del cratere. Una scelta, quella che vi accingete a fare, di sostanziale disuguaglianza e pensiamo noi di insopportabile mortificazione di tutti gli altri territori. Mi chiedo se i diversi colleghi di maggioranza che rappresentano questi ultimi sono sinceramente convinti. A me pare strano. Cito solo Giorgio Cancellieri perché è persona informata sui fatti e direi anche competente nella materia. E pur nell'assoluto rispetto, nell rispetto della sua posizione di necessario equilibrio politico, sono francamente stupito la sua rinuncia ad apportare un contributo a questa proposta per quanto a me appare ingiusta. Osservate consiglieri, è un vulnus grave. Perché grave, che non ci possiamo permettere? Perché oltre ad una manifesta disuguaglianza si aprono le porte future ad altri provvedimenti che potrebbero imperniarsi sulla difesa dei propri territori di elezione piuttosto che avere come dovere lo sguardo, lo sguardo da legislatori di tutta la regione Marche. Un'ingiustizia sostanziale dei cittadini dei comuni delle aree interne che non fanno parte del cratere e che dunque non potranno beneficiare di risorse che oggi la Regione Marche mette a disposizione. Insomma, per essere più chiari, se possibili sedi sanitarie del Pesarese, ed urbinate, o anconetane, o comunque non facenti parte del cratere, fossero vacanti, non potrebbero beneficiare di questa misura finanziaria, sociale e sanitaria, Chiedo a Cancellieri a Rossi perché questa manifesta ingiustizia? Perché le risorse per un alloggio possono andare a Camerino e non ad Urbino? Voi pensate al paradosso che si potrebbe verificare. Noi con questa legge potremmo andare a finanziare, incentivare personale sanitario ammacerata, piuttosto che ad Ascoli Piceno e non in un piccolo comune del pesarese che magari non riesce ad avere un proprio medico di medicina generale, ovvero un pegliata di libera scelta. Vista bene questo, voglio dire che una proposta seria fatta da un legislatore avveduto che abbia a cuore sì il territorio di provenienza, ma prima di tutto i cittadini della Regione che si trovano dentro il medesimo bisogno, avrebbe affrontato il problema per tutti e non per una parte. Il terzo passaggio critico tiene all'articolo 1 della pro proposta di legge. Osservate attentamente. Non si individua la categoria del personale medici, infermieri, osse, dirigenti, funzionari amministrativi, tecnici o personale con altre mansioni e qualifiche che fa da presupposto per l'eventuale contributo, ma si sceglie superficialmente e incomprensibilmente di ampliare senza fondamento questa opportunità per qualsiasi figura sanitaria. In realtà invece la carenza riguarderebbe uso il condizionale non casualmente perché come anticipavo prima manca un'analisi della criticità in particolare solo ad alcune categorie di personale sanitario penso ai medici ospedalieri ovvero a quelli di medicina generale del territorio MMG M e medici Pediatri, ovvero gli infermieri, altra categoria fondamentale e determinante nella progressiva attuazione della sanità del territorio di cui questa PDL è certamente un prodromo. Pensate all'impossibilità di questo beneficio per i medici e pediatri di libera scelta e medici di medicina generale. Ricordo a questi che. Con, con competenza il consigliere cancelliere aveva presentato degli emendamenti in sintesi una proposta logica e prudente rispetto alla criticità che si intende affrontare avrebbe selezionato le categorie di cui vi è maggior bisogno noi pensiamo medici ospedalieri di medicina generale pediatri di libera scelta e infermieri la cui scelta avrebbe reso l'obiettivo meglio raggiungibile anche in relazione alle risorse disponibili Quarto rilievo poggia sulla considerazione che l'intervento legislativo appare intempestivo. In È considerazione già anticipata all'inizio, arriva dopo una nuova legge del modello della sanità marchigiana e poco prima della presentazione del nuovo piano sociosanitario. Come se la questione degli incentivi per assumere personale nelle aree interne sia altra cosa rispetto ai piani della riforma delle due leggi sopracitate. La quinta criticità attiene alla miope convinzione che il problema va affrontato solo con incentivi economici, consiglieri e Sicuramente la componente economica incide in modo importante, ma noi crediamo che non abbiamo svolto uno sforzo per integrare quei sussidi con una considerazione diversa, più legata alla vocazione a cui i sanitari sono votati provare a parlare all'anima del sanitario, alla voglia di crescere professionalmente. Pensiamo convinti che non possa essere esclusivamente l'aspetto economico ad attrarre personale medico e nonne verso le strutture sanitarie e sociosanitarie delle aree interne. Sarebbe stato necessario prevedere e collegare benefici per il personale sociosanitario alle strutture, con incentivi che avessero riguardato la formazione, la ricerca, l'aggiornamento e la valorizzazione delle strutture. La prego, stesse. è due minuti Valo oltre. Eh, Presidente, no, no, ma io comprendo, comprendo comprenda. Sto, sto finendo, è bre breve si pensi alla possibilità di caratterizzare, per esempio, gli ospedali di Camerino e Urbino, come vari centri sanitari di formazione, ricerca, sperimentazione incentivazione nelle carriere del personale che avesse accettato il lavoro nelle aree interne. Detto in altro modo, manca una visione che parta non dalle mere questioni di un alloggio, quanto da un'organica idea sanitaria dell'intero territorio delle Marche. Come già anticipato. Anche in questa occasione vogliamo dimostrare la nostra volontà propositiva e la serietà del confronto attraverso una serie di emendamenti che, se approvati, porteranno anche il nostro voto favorevole. Vi chiediamo un atteggiamento aperto per dare risposte che superino le manifeste e criticità salvo la presentazione ho quasi finito, presidente nella prossima fase di discussione, sono emendamenti che modificano il perimetro territoriale, che deve ricomprendere l'intera Regione Marche, ovviamente limitato ai comuni montani e alle aree interne la selezione logica e strumentale alle effettive lacune in rapporto al problema delle categorie del personale sanitario i cui territori hanno urgenza e necessità, dunque la scelta delle due categorie di medici e infermieri 3 l'inserimento nei bandi del servizio sanitario regionale delle indicazioni necessarie a far considerare quelle destinazioni delle aree interne come maggiormente appetibili per chi decide di partecipare e quindi praticando formalmente la scelta verso le aree interne 4 ed ultimo considerando che per molto del personale sanitario il lavoro è certamente funzionale al sostentamento economico, ma si sceglie quel lavoro anche per vocazione e dunque con la volontà di formarsi e continuamente con la voglia di misurarsi con le ricerche personali. Ecco perché tra le modifiche proposte c'è anche l'inclusione in questo progetto delle nuove università, che possono certamente rappresentare attori determinanti, partner assolutamente decisivi per personale. Ora ci aspettiamo, consiglieri, una discussione aperta, senza steccati di appartenenza, con l'umiltà di considerare davvero l'Assemblea legislativa il vero domun, dominus delle scelte, con un unico orizzonte quello che conta davvero aiutare tutte le aree interne delle marche tutte le aree interne delle marche, tutte le aree interne delle marche Bene. del sistema sanitario. Grazie. Adesso apriamo la discussione sulla proposta di legge. Chi è che chiede di intervenire? Consigliere Giorgio Cancellieri, prego. Sì, Semplicemente, <coughs> semplicemente perché. Abbiamo vissuto questa proposta di legge del, del vicepresidente Pasqu in Commissione Sanità per molto tempo, è stata due anni lì e, e giustamente sull'intento sull del consigliere c'era un progetto nobile, un'idea nobile, che era quella di poter incentivare il personale del servizio sanitario verso l'entroterra ed in particolare dalle, nelle aree in, del quale lui appartiene, nelle aree del cratere sismico. Inizialmente l'idea era di sostenere, di sostenere questo progetto sicuramente su tutti i professionisti dell'entroterra, poi però per, sicuramente per la difficoltà di reperire anche risorse e allo stesso tempo per, per cercare di... Eh, ehm, dare un. Eh, la... scusate, scusa, Linda, e eh no, se no, eh, dicevo. In secondo luogo, però, sicuramente per dare un segnale importante a quelle aree del cratere sismico, quelle che hanno subito il terremoto e che quindi hanno un disagio largamente superiore rispetto ad altre aree della nostra regione, il consigliere Pasqui eh, giustamente ha, ha voluto dare un'accelerazione in questa direzione. È ovvio che è ovvio che io fin dall'inizio ho, ho detto questo a Gianluca Pasqui, io ti sosterrò sempre questa legge, sono assolutamente d'accordo all'intento, ma sicuramente un grosso limite c'era sul discorso del personale, del personale del servizio sanitario, andavano sicuramente in questa legge inseriti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che sono proprio quelli che oggi oggi come oggi mancano in, no, in quasi tutti i comuni eh, della regione Marche ed, in particolare, mancano nei comuni dell'entroterra e nell'entroterra a tutti i livelli, sia quelli dei comuni del cratere sismico ma anche i comuni del, 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 delle altre province. Io la vedo nel Pesarese, eh, nell'interno i medici di medicina generale cominciano a mancare in maniera veramente seria, clamorosa e ci, mettono profondamente, ci mette questa questione profondamente in difficoltà. Ora io avevo anche presentato, perché io eh, mi pongo sempre in maniera molto onesta eh, no, eh, in questo Consiglio, ma un po' così la mia vita in genere, e, avevo presentato, consigliere Carancini, come lei eh, no, ha sottolineato, avevo presentato due emendamenti proprio che dovevano inserire i medici di medicina generale, i pedati di libera scelta, perché mi, mi, mi sembrava assolutamente giusto. Ho ritirato questi emendamenti alla luce anche dell'impegno di spesa che era stato messo perché mi era stato fatto notare che sicuramente quella cifra non sarebbe stata sufficiente se noi avremmo voluto inserire anche quelle categorie giustamente da, da, da inserire proprio per i bisogni reali che abbiamo nel Cratere Sismico ma anche in tutta la regione. Dopodiché, eh, dopodiché dico questo, dico che sicuramente va fatta dopo l'approvazione di questa legge eh, eh, io personalmente voterò a favore eh, anche per spirito di squadra consigliere Carancini eh, non, non, non per, per spirito di squadra voterò a favore di questa legge ritenendo che andavano inseriti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ma alla luce di questo dico che eh, dovremo assolutamente impegnarci nelle prossime settimane e già eh, stiamo, ci stiamo lavorando nel presentare un'altra proposta di legge che possa allargare, allargare il, 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 questo intento a tutti i comuni del, dell'entroterra marchigiano, a tutti i comuni. Io col consigliere Baiocchi ne abbiamo parlato lungamente, proprio perché viviamo anche in particolare la Commissione Sanità, Va assolutamente dobbiamo lavorare e ci impegniamo a lavorare anche nelle prossime settimane proprio per mettere in piedi una, una proposta di legge che possa allargare questo progetto che oggi comincia con i comuni del cratere a tutti i comuni dell'entroterra Marchigiano, perché è assolutamente giusto, perché quei bisogni che si ravvedono nel cratere forse di più. Nel ma si, si vedono quei bisogni lì su tutto il territorio delle Marche, quindi ecco, mh, mh, ripeto mi sento di approvare eh, questa legge come percorso d'inizio, come fatto iniziale, ma dobbiamo andare avanti perché quello che dice Carancini è, è giusto. Eh, dobbiamo fare questa proposta di legge che incentivi in termini ide economici, ma anche in termini ideali. Dobbiamo trovare una forma di empatia e di mission che porti i medici a lavorare anche in quelle zone che noi definiamo zone disagiate, e ci sono, e nella nostra regione sono eh, ben definite quelle che sono le zone disagiate, ma che sia non, solo, non ci sia solo un incentivo economico, ci sia un, un qualcosa che, eh, come dire, che, che, che tocchi l'anima e, e, e generi proprio la mission, eh, al quale il medico è legato dal punto di vista emozionale e culturale. E, e poi certamente progetti eh, che possono legare la sanità pubblica alle università laddove presenti, e penso a quella di Camerino e, pensi, e penso a quella di Urbino, progetti che possono, eh, come dire, eh, possono incentivare e, e, e in qualche modo invogliare i medici a venire a lavorare all'entroterra nella grande difficoltà che abbiamo di reperirli. Quindi io dico... Eh, a, ehm, voterò a favore il nostro gruppo voterà a favore il, la, la proposta di legge di, di Gianluca Pasqui, ma allo stesso tempo subito, eh, subito a lavorare per una proposta di legge eh, eh, che riguardi tutti i comuni dell'entroterra eh, marchigiano in egual misura e che vada sempre nella direzione di un incentivo che sia economico ma anche altro che possa portare le figure sanitarie tutte tutte, sia le figure dipendenti, sia le figure convenzionate in, nei nostri comuni, ripeto, dell'interno che ne hanno veramente bisogno. Con Nicola Baiocchi siamo d'accordo, c'è stato un intendimento, abbiamo ragionato prima in maniera veloce anche con l'assessore Baldelli e l'assessore Saltamartini di questa, di questa idea. Eh, ehm, la Giunta quindi ci darà una mano, ci sarà vicina nella stesura di questa di questa nuova proposta di legge che ovviamente porteremo nelle dovute commissioni, nella commissione sanità eh, eh, per prima e eh, 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 quindi eh, ecco, questo, questo sarà l'intento e questo sarà eh, quello che faremo nelle prossime settimane. Grazie Presidente. Grazie, ora ha chiesto di intervenire il Consigliere Simone Livi, prego, la facoltà. Grazie Presidente. Allora, mi sembra che. Mh, la chiave di lettura di, di quello che stiamo dicendo sia, sia proprio riscontrabile nelle parole che il vicepresidente Pasqui ha detto nella sua relazione nella sua presentazione alla PDL 71. Lui ha detto testuali parole è un punto di partenza e non di arrivo cioè credo che sia stato chiarissimo è ovvio che tutti noi non credo che ci sia qualcuno in quest'aula che non abbia, come dire, la volontà politica di estendere tale provvedimento o anche migliorarlo per carità a tutte le zone interne della nostra regione. Però colleghi consiglieri sarete d'accordo con me che le zone che hanno subito maggiormente il sisma del 2016 sono quelle zone che oggi possiamo considerare no, eh, eh, in, assoluta, in assoluta emergenza. Eh, è chiaro anche la somma stanziata, questi 200 mila euro che sono stati previsti nel triennio, 23, 24, 25, eh, ovviamente vedremo passo dopo passo, cercheremo di capire se sono sufficienti, se non sono sufficienti, però intanto servono per partire con un provvedimento che io ritengo altamente giusto ritengo altamente giusto perché vedete io ho vissuto per tanti anni in un paese dell'entroterra nel caso mio Maceratese Sant'Angelo in Pontano mi rendo conto, anche parlando oggi con tanti amministratori di questo territorio e delle zone montane, mi rendo conto delle grandissime difficoltà che oggi stanno vivendo questi comuni e sono assolutamente sicuro che questo provvedimento, seppur iniziale, con tutto quello che è stato detto sia dal collega Carancini che dal collega Cancellieri, però oggi rappresenti un, ripeto, primo passo importante per poter poi eventualmente correggere il tiro ed andare ad intervenire laddove serve intervenire. Perché vedete, spesso e volentieri la politica, eh, lasciatemelo dire, si riempie la bocca di quanto siano belle certe zone, i nostri comuni e l'entroterra, bellissimi, abbiamo veramente una grandissima varietà di arte, cultura, la natura straordinaria, l'enogastronomia. Tant'è vero che molti investitori stranieri vengono proprio in questi comuni, recuperano anche quel patrimonio edilizio rurale che magari per anni è stato abbandonato proprio perché si innamorano di questi, di questi territori. Però poi di fatto concretamente di azioni serie ce ne sono veramente poche da parte della politica. E ripeto, la PDL 71 non ha la pretesa, ma l'ha detto il collega Pasqui, non ha assolutamente la pretesa di risolvere tutti i problemi. 不过。 Torno a dire, è comunque un primo passo per far capire anche la vicinanza, la vicinanza scusate, politica di questa maggioranza e di tutto il Consiglio, perché io poi mi auguro che questa proposta possa essere votata all'unanimità, me lo auguro veramente con tutto il cuore, e rappresentare in qualche modo a queste popolazioni dicevo, la vicinanza politica di questa, di questo, eh, di questa scusate, assemblea. assemblea regionale. Quindi ecco io credo che vada approvata, e ovviamente parlo a nome personale, ma credo di poter rappresentare il gruppo di Fratelli d'Italia e l'intera maggioranza. Credo che sia importante intanto dare questo segnale, fare in modo che ci sia questo famoso primo passo. Poi, strada facendo, vediamo quello che si può fare. Per quanto riguarda i medici di medicina generale è chiaro che non si, può, non si possono improvvisare figure mediche dalla sera alla mattina mattina, non, non possiamo andare al supermercato a comprare un medico di medicina generale però bisogna far notare e ci tengo a farlo che questa maggioranza, eh, il Presidente l'Assessore, la Giunta, insomma la maggioranza di centrodestra eh, da eh, due anni praticamente inserisce anche fondi di bilancio per le borse di specializzazione sia per quanto riguarda la medicina generale sia per quanto riguarda eh, le specializzazioni. Però credo che questo sia un atto importante che vada verso quella direzione e che vada anche, eh, ovviamente con il tempo, a eh, ricoprire quei buchi che sono stati lasciati, secondo me, per una cattiva programmazione, anzi forse per una mancata programmazione che c'è stata negli anni precedenti, certo il percorso non è semplice, certo la strada sarà abbastanza tortuosa, però io credo che se la volontà, e questa è la volontà di questa amministrazione di centrodestra, possiamo tra eh, qualche tempo poter vedere i primi risultati che sono fondamentali per quei territori, perché noi non dobbiamo mai e poi mai creare cittadini di serie A o cittadini di serie B o addirittura di serie C come è capitato in passato. Quindi ecco, è importante portare avanti tutte queste iniziative a partire da quella che è la proposta di oggi che è stato detto e concludo il mio intervento ribadendo un'altra volta le parole del vicepresidente Pasqui è un punto di partenza e non di arrivo grazie grazie ha chiesto di intervenire il consigliere Fabrizio Cesetti prego nella facoltà grazie presidente ma io per la verità non mi ero occupato di questa proposta di legge sia perché è di competenza della quarta commissione ma soprattutto perché se ne occupava e se ne è occupato il collega Carancini il cui intervento io sottoscrivo e condivido, e condivido totalmente come condivido il fatto che Carancini abbia preannunciato il voto contrario a questa proposta di legge però non riesco a sottrarmi dall'intervento, dopo che solo adesso, per la verità, io ho letto questa PDL. Allora, premesso che io ho molta stima, e lui lo sa, del collega Pasqui e della sua attenzione per i problemi dei territori, delle aree interne, ricordo la battaglia per il tribunale di Camerino, no? e via dicendo, però questa è una proposta di legge che se diventerà legge sarà un atto inutile, dannoso, secondo me illegittimo e che segna la sconfitta e la resa della politica e delle istituzioni dinanzi ai drammatici problemi delle aree interne, delle aree più disagiate, delle aree colpite dal sisma, dove ahimè non si riesce a garantire adeguatamente diciamo, i servizi che attengono più ai diritti fondamentali delle persone, che è il diritto alla salute quindi quei cosiddetti diritti sociosanitari assistenziali, perché senza quel diritto alla salute non, non ci sono gli altri diritti, non c'è il diritto al lavoro, lo stesso diritto alla libertà, non c'è il diritto a crescere in un territorio, a formarsi, a studiare, affinché un territorio sia adeguatamente abitato sia adeguatamente, ci sia la ricostituzione di quello che è il senso delle comunità e le comunità per vivere devono essere garantite. E allora, se si pensa di dare una risposta con questa legge, che voi dite voi stessi che è un punto di partenza, ma quale punto di partenza? Ma quale punto di partenza? Ma quale punto di partenza? Con una legge in cui si pensa di risolvere i problemi che io non ripeto attraverso che cosa? Una legge che dice che la regione promuove l'insediamento. No. La regione che ha una competenza prioritaria per quanto riguarda la sanità e il sociale, cancellieri una regione che ha una competenza prioritaria in questo. Tant'è vero che l'80% del bilancio regionale è destinato alla sanità e quindi ha un dovere istituzionale e costituzionale garantire il diritto alla salute, garantire i livelli essenziali delle prestazioni, anche prioritariamente in quelle aree. Una regione che ha un compito di questo tipo una finalità, un obiettivo di questo tipo, una regione un'istituzione della Repubblica italiana non si può ridurre alzare le mani e promuove, no. No, no. Una regione e un'istituzione non promuove, deve disporre e garantire ed assolvere i suoi doveri che sono doveri previsti nella nostra Carta costituzionale, laddove ne riassolvi pena anche delle responsabilità, perché una volta tanto va affrontato anche questo tema in quest'Aula, che laddove non si garantisce il diritto alla salute c'è anche una responsabilità di ordine giuridico, perché se noi non permettiamo che nelle aree interne, nelle aree più disagiate, non ci sia un medico di medicina generale o un pediatra di libera scelta, noi compiamo un'omissione. La regione comunque commette un'omissione e se un cittadino a causa di quell'assenza quell non si può curare e magari per disgrazia perde la vita o consegue un'inabilità, non è più addebitabile alla disgrazia. Soltanto, ma all'omissione di un intervento che deve prevenire la disgrazia e, se del caso, curarla quando essa sopravviene per purtroppo disposizione della natura. Questo è il tema. Allora, che cosa promuove? Una regione dispone. Questo è il tema. E quindi, a questa è la resa dove si vuole dare a un tema drammatico, ce lo diceva anche lo stesso cancelliere Carancini, ad un tema drammatico delle aree interne, noi vogliamo dare, vogliamo dare questo chip, questo è il chip che si mette, che se fosse, se fosse una partita di poker è giusto per, per non passare la mano. Ma, ma, ma come si fa? Ma come si fa un legislatore intorno a una materia che è una competenza prioritaria ad approvare una legge di questo tipo che promuove l'insediamento di personale dipendente? No, la regione deve garantire che lì ci vadano i medici di medicina generale, cancellieri, vero o no? Prioritariamente, pediatri di prima la scelta, poi i servizi territoriali, i servizi territoriali. Che siano vicine alle case di comunità, agli ospedali di comunità, le case della salute, i distretti. E i distretti garantire i punti di primo intervento, di assistenza territoriale. Questo bisogna fare. E qual è? E si può fare con tutto questo? Promuovere l'insegnamento di che? E poi gli diamo 12 euro all'anno a quale titolo? Ma è possibile dargli come si fa? Non bisognerà fare un bando laddove fosse possibile, ai quali tutti attingere? Come si può fare una cosa del genere? Come si può disporre in questo modo? Io l'ho letta stamattina, mi scuso con voi, ma vedete, non credo che queste sono osservazioni peregrine. Com'è possibile poi? Com'è possibile prevedere un intervento del genere qualora fosse giusto e opportuno? Prevedere soltanto... 200.000 euro di parte corrente per un anno e 100.000 di spese di investimento e che cosa ci facciamo con i 100.000 di spese di investimento? che cosa ci acquistiamo? e le 200.000 del corrente come le diamo? no? bisognerà fare un bando quali sono i requisiti del bando? quali sono le condizioni? perché altrimenti questo è nulla questa è una legge che non ha non ha senso. E allora do, qual, è il luogo? qual è il luogo per dare risposta? Sono provvedimenti spot? Eh? No. Sa dove bisognava dare risposta a questi temi? Che giustamente Pasqui pone. Ma Pasqui pone l'attenzione, gli fa onore questo, a un tema che è drammatico ed è, è di drammatica attualità. Eh, ma non si può. Non si può spegnere un incendio, un incendio Cancellieri, con la pistola d'acqua con la quale giocano i bambini. Non si può, non si può, non si può, non si può con una cosa di questo, di questo genere. È una, avete impugnato una pistola d'acqua, quasi. Lo voglio dire senza, non credo ti, di avere la possibilità di essere smentito, quasi ridicola è questa, questa, PDL, questa PDL. Perché per dare risposta a quell'incendio, Pasqui, che tu poni in evidenza, ripeto, questo ti fa onore, il luogo sapete qual era? Ad esempio, un luogo era quando avete approvato la legge, la legge 19, sulla riorganizzazione del piano del servizio sanitario regionale. Quella era l'occasione che disciplinasse un'organizzazione sui territori che garantisse a tutti i territori uguali servizi. Vi ricordate quando noi abbiamo presentato gli emendamenti che andavano nella direzione di diciamo, superare le disuguaglianze esistenti nei territori regionali e quindi le disuguaglianze tra le aree interne? le aree colpite da sisma e, e le altre aree della Media Collina e della Costa. Quello era il luogo. L'altro luogo qual è? L'altro luogo, perché il tempo sta finendo, è il piano socio-sanitario regionale. È il piano socio-sanitario regionale che deve disciplinare l'organizzazione che è sostanzialmente è il piano regolatore, se vogliamo, no? il piano regolatore della sanità regionale, che poi deve essere attuato attraverso che cosa? Le norme di attuazione che dovrebbe essere quella legge che invece voi, che deve essere fatta dopo, o almeno contestuale che invece avete fatto prima, una legge che doveva un piano socio sanitario regionale che contenesse in sé un piano economico e finanziario, un piano economico e finanziario che sostenesse la riforma che voi, non, da noi non condivisa, ma che legittimamente volevate adottare come avete, come avete adottato. Un piano socio, un piano economico e finanziario che sostenesse questo e che creasse le condizioni per superare appunto le disuguaglianze esistenti, gli squilibri esistenti nei territori, le carenze nei territori. Allora lì... Che bisognava, che bisognava intervenire, no con una, legge, con una legge di questo tipo, che ripeto non è soltanto una presa in giro, ma è la resa, è l'ennesimo spot, ma chi ci crede, ma chi ci crede, no, ma chi ci crede, ma, ma io lo dico a Romano Carancini no, che giustamente meglio di me ovviamente ha, ha, ha evidenziato le criticità di questa legge, ma, ma come si può dire dire ma, ma un uomo, una donna, un giovane, un anziano, so un operatore che noi diamo una risposta a quei drammatici problemi con questa legge, ma l'avete letta? Ma leggetele, Pasqui, concludo. So quanto sei veramente una persona responsabile e sai che ci stimiamo, no? Sai che cosa ti chiedo? Io ti chiedo una cosa e chiedo a quest'Aula ritira questa proposta di legge. Rimandali in commissione, rimandali in commissione, presenta un'altra proposta di legge organica, no? affronta questo tema contestualmente al piano socio regionale, all'interno del piano socio-sanitario regionale metti con tutta la tua forza in evidenza le, le questioni che tu poni o meglio che vorresti porre con questa legge ma non ci puoi riuscire e non dipende da te. Ritirala, rimandala in commissione, affrontala all'interno all del piano socio-sanitario oppure affrontala attraverso una rivisitazione della legge 19. Oramai i sei mesi sono quasi passati, quindi è possibile. Fallo per quel che mi riguarda, se farai questo ti dico fin da subito Grazie. che avrai il mio voto. Grazie, adesso è chiesto di intervenire la consigliera Jessica Marcozzi. Prego. Grazie Presidente. E oggi noi andiamo ad approvare una legge importante e ho sentito, ho ascoltato dai banchi dell'opposizione, da ultimo il consigliere Cesetti, che non condivido assolutamente, definita CIP, una legge ridicola. Questa proposta di legge che io ho sottoscritto insieme al consigliere Santarelli, consigliere Cesetti, è stata presentata oltre un anno e mezzo fa. E non, e non ora. E allora non ascoltiamo, perché il consigliere Pasqui ha detto una cosa fondamentale che abbiamo ripetuto, ho sentito anche da cancellieri. Questo è un punto di partenza. Ed è finalizzata a promuovere l'insediamento nei piccoli comuni dell'entroterra marchigiani e in particolare quelli del cratere sismico di personale dipendente del servizio sanitario. Voglio sottolineare, consigliere Cesetti, che questa proposta, questa proposta di legge è stata presentata oltre un anno e mezzo fa e non adesso. Appunto. Eh, appunto, appunto, un anno e mezzo fa e arriviamo che okay, le elezioni sono state due anni fa, anche voi in minoranza avreste potuto dire qualcosa, fare qualcosa. Quante volte abbiamo affrontato e discusso in merito allo spopolamento dell'entroterra, un'emorragia che va arrestata per non perdere definitivamente le ricchezze e i saperi di quei borghi che da sempre rappresentano le nostre radici. Custodi delle tradizioni e delle eccellenze sotto ogni punto di vista della nostra regione. Non so quante volte l'abbiamo detto quando io ero in minoranza dal 2015 al 2020, ma cosa è stato fatto? Anche per quanto riguarda il terremoto, che cosa è stato fatto? Ritorno a Camerino dal 2016, sono tornato un mese fa, l'ho detto al collega Pasqui, tutto è rimasto uguale. Ebbene, questo fenomeno è purtroppo alimentato anche dal progressivo impoverimento sanitario, come ha detto il collega Pasqui e chi mi ha preceduto in maggioranza, e chi resta è sempre più soggetto a difficoltà logistiche e di accesso ai servizi. Spesso si è parlato di carenza di medici, quante volte quando ero in minoranza abbiamo parlato di questo. Addirittura all'inizio del 2021 ho portato un resoconto dei medici, de della mancanza dei medici nelle varie province, anche di medicina generale, di guardie mediche, di presidi sanitari. Con questa legge si vuole invertire la tendenza ed è un punto di partenza, promuovendo anche progetti per incentivare la residenzialità. Certamente non è che possiamo risolvere il problema con questa legge, ma allora non avete capito, perché è un punto di partenza, l'ha detto, lo ha precisato subito Pasqui, definendo al contempo quali sono i piccoli comuni dell'entroterra, con però spesso vasti territori e una diffusione sparsa su molti chilometri quadrati della popolazione. Dunque una situazione che seppur ben nota va affrontata in maniera complessiva. Quindi sosteniamo questi piccoli comuni sia con un contributo fino a 12.000 euro annui, sia con la possibilità di avere una casa, un luogo dove stabilire la residenza. Sarà una legge che darà respiro in quei luoghi dove la sanità diventa essenziale. Ma è un punto di partenza e non di arrivo. Non abbiamo detto che con questa proposta di legge noi andavamo a risolvere tutte le problematiche, ma abbiamo iniziato. E ricordo che noi l'abbiamo depositata da oltre un anno e mezzo. Quindi, eh, collega consiglieri, collega de colleghi della minoranza, io auspico che questa proposta di legge possa essere votata all'unanimità, perché è un punto di partenza. Lo abbiamo detto. Grazie. Adesso ha chiesto di intervenire la consigliera Anna Casini. Prego. Grazie Presidente. Un punto di partenza. Ma ai nastri di partenza si parte tutti insieme. Non c'è qualcuno che parte prima e qualcuno che parte dopo. E la consigliera, anzi la mia Presidente eh, del Comitato per la valutazione delle politiche. E sottolineo la prima cosa che secondo me è eh, critica: che non c'è la clausola valutativa in questa legge, quindi insomma, magari qualcuno mi può rispondere rispetto a questa mancanza. I comuni non partono tutti uguali: quelli dell'entroterra, non partono tutti dallo stesso nastro di partenza, ma invece partono avvantaggiati i comuni delle aree eh, che hanno subito il sisma. Voi direte: è giusto. Eh, io dico che è giusto quando non si parla di strategia, ma si parla di eh, pezze a colori, quando si parla di strategia si parla di tutta la dorsale appenninica. Allora la eh, consigliera ehm, diceva prima che cosa avete fatto voi? Ma noi abbiamo sviluppato la SNAI che era la strategia nazionale per le aree interne solo per l'agricoltura solo diciamo di competenza dell'agricoltura c'erano 8 milioni di euro e la SNAI aveva tre obiettivi implementare la sanità sul territorio, implementare i trasporti ed implementare l'istruzione, parlo di trasporti e non parlo di viabilità, perché come ben sapete sono due cose diverse quindi noi qui non solo eh, creiamo dei cittadini di serie C che sono quelli che non hanno né le risorse che sono legate comunque alla ricostruzione. Ha ah, un inciso. Consigliera, se Camerino non ha il piano eh, di recupero e non è stato approvato il piano di recupero sarà un problema del sindaco di Camerino e non né dei, eh, della struttura commissariale né tantomeno dei cittadini, perché i piani di recupero vengono approvati esattamente dal, dai consigli comunali e quindi se e vengono anche incaricati... Eh, i progettisti dai singoli eh, comuni quindi è un problema del, del comune e quindi una sua inadempienza um, quindi ho detto che non c'è la clausola valutativa e la SNAI appunto non faceva differenze tra i comuni terremotati e i comuni non terremotati guardo eh, il vicepresidente Saltamartini che annuisce perché era una strategia che era proprio finalizzata a invertire la tendenza allo scopolamento, implementando quindi i servizi essenziali, soprattutto per i giovani e per gli anziani e per le giovani coppie. Che cosa abbiamo fatto? Beh, consigliera, le ricordo che noi abbiamo fatto dei bandi e questa legge non prevede eh, nessun tipo di, attu di attuazione, come ha sottolineato bene Cesetti, dei bandi per dare 25 mila euro alle giovani coppie che, si che decidevano di comprare una casa all'interno delle aree interne, appunto. Scusatemi la cacofonia, quindi insomma eh, è stato un bando che è stato più volte reiterato. Eh, non è che abbiamo promesso, eh, diciamo che l'abbiamo fatto. Ora, quindi, questo che voi dite. Come diceva prima il, il collega Cesetti, è dannoso perché è una legge scritta con i condizionali. È scritta con i condizionali. Infatti, promuovere, stabilire, eh, approvare progetti, studi, cioè, non c'è scritto come si deve fare. Ma come pensate voi che i comuni ai quali sono destinate queste risorse, guardo lei è assessore che si, si intende di sanità, come fanno i comuni poi a utilizzare queste risorse? rispetto alle eh, competenze dei singoli operatori sanitari che non si capisce poi chi siano in realtà, no? Come fanno i comuni? Cioè i comuni diventano dei granducati, non lo so come fanno ad utilizzarli. Non c'è un sistema, tra l'altro, a cascata con il quale si declina questa norma e quindi l'uso dei condi dico condizionali anche se non è la declinazione del verbo, ma è il tipo di verbo, no? come promuovere, promuovere l'insediamento nei relativi territori, eh, promuovere progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità, cioè concretezza zero. Concretezza zero. E quindi io credo che eh, la eh, consigliera Marcozzi sia in buona fede quando dice che crede a questa legge e che poteva essere un punto di partenza, ma quando è stata scritta, consigliera, quando lei l'ha presentata, i comuni interessati erano tutti. E anche lo stesso Pasqui, quando l'ha presentata, ha presentato una cosa diversa da quella che oggi è stata invece sottoposta al voto di questo Consiglio. Quindi io credo e eh, sono perfettamente d'accordo agli interventi dei miei colleghi del Partito Democratico, in particolare eh, quello di Romano Carancini, che è stato relatore di minoranza, e quindi ribadisco, se mai fosse necessario, il voto contrario e chiedo che venga ritirata questa norma, perché qualora venisse... Appunto, eh, eliminato il divario tra alcune zone, anch'esse sofferenze e con carenze appunto, di, di, eh, di servizi sanitari, eh, insomma, penso che noi potremmo, eh, partecipando anche alla quarta commissione, votare a favore. Oh, per il refrain de, che avete fatto voi, beh, io penso che dopo due anni e mezzo. Eh, comincia ad essere veramente stucchevole, fateci vedere quello che sapete fare voi, visto che i cittadini marchigiani vi hanno premiato, vi hanno consegnato la regione Marche, hanno bocciato noi perché eravamo incapaci e questo quindi è un dato acquisito. Fate, siamo incapaci, lo sappiamo, basta dirlo, fateci vedere quello che sapete fare voi, ma fatelo. Ha chiesto di intervenire il consigliere Luca Santarelli, prego. Sì, grazie Presidente. Il gruppo Rinascimar che ha sostenuto con impegno questa proposta di legge perché come professionisti della sanità ben conosciamo le difficoltà di chi opera in un settore sensibile come quello del bisogno salute. Bene, pensare ad una legge che agevolasse l'assistenza dove fisiologicamente si rende difficile praticarla è un'idea che ci è subito piaciuta come gruppo, quindi abbiamo lavorato insieme ai colleghi. Pasqui e Marcozzi perché abbiamo sentito il dovere come gruppo Rinascimarche di sostenere questa proposta di legge perché semplicemente significa miglioramento anche di vita. Una vita che amplia una copertura territoriale sanitaria incentivando il personale sanitario con compensi adeguati e incentiviamoli, incentiviamoli ad andare a lavorare anche in zone distanti isolate colpite dal sisma perché non ci prendiamo in giro Cioè oggi non è uguale lavorare nell'ospedale d'eccellenza di Torrette da dove io provengo e dove c'erano anche delle disponibilità di professionalità e con uno stipendio magari inferiore andare in aree disagiate terremotate e quindi è anche, anche il nostro dovere morale capire cosa è successo nel sisma del 2016, capire che anche l'entroterra. Io personalmente ho depositato una interrogazione rispetto all'ospedale di Arcevia. Ne ho depositate alcune sull'entroterra dove si lavora e si lavora in certe condizioni. Sono andato come gruppo Rinascimarche anche a visitare l'ospedale che mi viene più comodo, capire che quello sottolineo sempre di Arcevia, che spesso è stato citato in quest'aula anche se lì il sisma e il cratere erano ben distanti, bene, è complicato lavorare in certe strutture. Eh, qui all'interno dell'aula ci sono alcuni sanitari, vedo la collega Elezzi, vedo cancellieri, vedo eh, diciamo operatori che hanno lavorato in aree comode, eh, agiate, e quindi sanno che non è uguale eh, a quello che si fa. In zone anche, purtroppo il, il sisma c'è stato, e quindi questo non è che noi ci dobbiamo nascondere dietro a questa cosa. Quindi, eh, alla fin, che in fin dei conti, si chiede di soddisfare dei bisogni di salute della nostra popolazione che ha come unica colpa quella di risiedere in piccoli centri. Invece di subire questo abbandono, si potrebbe rinascere. Si potrebbe guardare il tutto anche in un'ottica di turismo itinerante che faccia conoscere le proprie bellezze naturali e gli operatori che andrebbero a lavorare in queste aree avrebbero anche un incentivo di risiedere in un luogo e oggi risiedere in quel luogo è molto complicato. Usciamo da una logica di confini imposti dalla sola convenienza. Abbattiamo quelle che sono le distanze di stare all'interno. Eh, di schemi prefissati stiamo vicino a quei marchigiani che sono isolati, non lasciamoli. È nostra intenzione sostenere con forza questa proposta di legge che è una proposta che ha aspettato anche fin troppo. Guardo al collega Pasqui, questa che lui conosce molto meglio di me le criticità e i disagi che ci stanno all'interno di queste aree, non lasciamoli soli quindi è nostra intenzione sostenere con forza questa proposta di legge che ha aspettato fin troppo perché gli anziani, i disabili, i più deboli non possono più aspettare false promesse. Chiedere dignità, pari trattamento è un concetto d'uguaglianza realizzabile con un piccolo sforzo collettivo e quindi io credo che a nome anche dei cittadini che ci chiedono queste azioni, questa legge da parte del gruppo Rinascimar che è stata sottoscritta e sarà votata con forza. Grazie, ha chiesto di intervenire il consigliere Carlo Ciccioli, prego. Io brevemente per ribadire e sciogliere eventuali equivoci. Allora, nessuna legge è mai perfetta. È un detto popolare dice fatta la legge è trovato l'inganno. Quindi tutte le leggi sono sempre perfettibili. Detto questo. Questa legge cerca di dare una risposta a una situazione di particolare disagio in materia sanitaria in un'area circoscritta della regione. Poi aggiungerò anche alcuni aspetti giuridici. Io vorrei ricordare che tutto l'entroterra marchigiano, e condivido quanto è stato affermato, dalla provincia di Pesaro, cioè il Montefeltro, che è una zona dove c'è una bassa densità, bassa densità abitativa, dove eh, ci sono difficoltà di raggiungere i luoghi abitati dove ci sono strade che ovviamente essendo eh, a, a bassa percorrenza hanno poche, poche persone che transitano, sono strade eh, molto mai, mai diciamo, portate a livello più alto perché mh, i, re, i rettilini sono quasi sconosciuti, la stessa cosa c'è nell'alto. Nell'Appennino della provincia di Ancona, pensiamo al comune di Arcevia che ha citato poco fa Santarelli, che è uno dei comuni con il maggior numero di frazioni di tutta la provincia e forse di tutta la regione. Piccoli centri abitati, da 30 persone, 50 persone estremamente decentrati, ma non solo l'Arcevia, anche le frazioni di Sassoferato, anche la zona di Serra Sanquirico per la mia provincia che conosco meglio. La stessa cosa c'è nell'Alto Maceratese, la stessa cosa c'è ovviamente nell'Alto Fermano, nell'Ascolano. Da questo punto di vista il territorio è tutto omogeneo. Cosa c'è stato in più? Che il terremoto ha colpito un bacino, un cratere, così viene denominato dal punto di vista tecnico, circoscritto, che alle condizioni di disagio di tutti i comuni e borghi dell'Appennino... Si è aggiunto lo spopolamento legato alla distruzione degli edifici e dei servizi. Se noi andiamo a guardare dove sono stati chiusi di più i servizi, non parliamo di sanitario, dove sono stati chiusi più uffici postali, dove c'è il rischio di chiudere più scuole, non è un caso che nella giornata di domani a Matelica, nel teatro comunale, questa amministrazione regionale ha sensibilizzato il governo italiano, parliamo del governo, sarà presente il sottosegretario alla pubblica istruzione Paola Frassinetti, sarà presente il sottosegretario di questa regione Lucia Albano e, e saranno presenti i tecnici per parlare della necessità di mantenere in piedi i pressi scolastici. Chiunque domani può andare al teatro comunale di Matelica ad ascoltare e soprattutto la richiesta della nostra regione l'impegno del governo per mantenere in quest'area la possibilità di classi che altrimenti, secondo le norme nazionali, andrebbero accentrate. La norma dice: la norma per tutti dice che alcune classi devono essere chiuse, alcune scuole devono essere chiuse. Noi chiediamo in questa circostanza del sisma del cratere invece che siano mantenute e operiamo attivamente per questo. Il dirigente scolastico regionale si trova in difficoltà perché dice io ho delle norme nazionali che devo applicare, non ci sono più esenzioni. Noi chiediamo al governo invece di avere, in questa particolare circostanza, attenzione, parliamo di scuole. La stessa cosa però vale per il privato, vale per gli sportelli bancari, lì non è che possiamo mettere una norma, dovete rimanere aperti. E molti sportelli bancari sono stati chiusi molti uffici spostali sono stati chiusi adesso c'è un piano delle poste per eh, fare delle aperture transitorie però siamo sempre in condizione di disagio perché? perché alla condizione di difficoltà della montagna dentroterra e dell'Apennino si è aggiunta la condizione straordinaria del sisma che ha distrutto gli edifici e ha dimezzato la popolazione di molti centri ha visto Oltre mille abitanti, adesso ci sono poche centinaia di persone, cito visto in provincia di Macerata. Allora, in queste condizioni i sanitari tendono a non andare. Non è un caso che l'ospedale di Camerino, che è un ospedale che è stato difeso a tutti i costi contro il meccanismo delle regole, perché non c'è un bacino di popolazione sufficiente per avere attivi servizi. Però non si può sguarnire completamente una parte del territorio e l'ospedale c'è. Poi cosa succede? Che quasi tutti i servizi sono sotto organico di personale perché in presenza di carenza di medici, che sono ovviamente il frutto di una politica sanitaria errata a livello nazionale e via di seguito, a livello nazionale perché le norme sono state fatte dai governi nazionali. Ci sono pochi medici, ci sono pochi operatori sanitari, ci sono pochi infermieri. Se possono scegliere vanno dove ci sono condizioni per sé, per la propria famiglia, per i figli, eccetera, più favorevoli. Per contrastare questo fenomeno, ovviamente l'unica politica, polit politica possibile sono gli incentivi. Però ci sono le norme anche qui, giuridiche. Il contratto nazionale di lavoro prevede una contratto unico nazionale per tutto il territorio, per cui il medico che eh, sta a Camerino, e quindi dico Camerino per dire il medico di medicina generale che sta in uno dei piccoli comuni dei territori del Cratere, avrà meno pazienti, più difficoltà di raggiungere i pazienti nelle visite domiciliari, quindi deve spostarsi di decine di chilometri anche in zone che in periodi invernali eccetera sono. Eh, sfavorevoli allo spostamento, non basta ha ah, una diminuzione netta di popolazione. Per un medico di base raggiungere il tetto del massimale in ah, prendiamo sempre la provincia di Macerata Civitanova è un attimo. Anzi, molti sono hanno più è stato allargato il numero dei. Eh, pazienti possibili perché c'è eh, carenza di medici di base non ci sono i medici di base i cittadini non possono essere abbandonati quindi il massimale è stato alzato in quelle zone hanno difficoltà a raggiungere il 50% del massimale e quindi eh, il professionista si sposta va dove c'è condizioni più favorevoli questa legge che è una legge non si possono urtare le norme nazionali, è una legge eh, diciamo, eh, che è sperimentale, cerchiamo di portare una, delle cose in più, una sorta di eh, eh, diciamo, eh, sostegno aggiuntivo a chi occupa in zone disagiate. C'hai 500 mutuati invece di oltre 1000, però andando lì il comune ti può dare la casa, ti mette a condizione un'indennità di trasloco. Ti, dà, eh, del, ti mette a disposizione non so, degli studi eh, spannati sul territorio, cioè, cerca di creare delle condizioni di appetibilità al professionista. La differenza è tra non avere per niente l'operatore sanitario o averlo, mi si dirà. La stessa cosa è nel Montefeltro o nella assolutamente vero. Non c'è stato il dimezzamento della popolazione che c'è stato nell'area del cratere, questo non c'è stato in queste zone, c'è stato il normale fisiologico spopolamento che c'è stato nel, eh, in tutti diciamo i centri dei borghi diffusi, le zone decentrate, l'entroterra dove ci sono meno vie di comunicazione, dove ci sono meno attività economiche. Però, dal punto di vista giuridico questa legge è stata osservata al microscopio, in controluce, e ci sono, ci sono difficoltà, difficoltà nel somministrare questi, questi diciamo, sostegni aggiuntivi. E nella zona del terremoto questa non è, abbiamo sentito, io personalmente no, l'hanno sentito l'ufficio legislativo eccetera, non è impugnabile dal governo per la straordinarietà della condizione dell'area del cratere. È una zona straordinaria, oggetto di legge speciale e sostanzialmente impugnarla è quasi giuridicamente impossibile. La stessa cosa invece è possibile nelle zone decentrate non della zona del cratere. Cioè un'impugnativa del governo per un trattamento differenziato tra persone, tra cittadini e via di seguito ci può essere. Quindi dal punto di vista del percorso giuridico e in questo l'opposizione dovrebbe venirci a favore, riteniamo di approvare questa legge che non è impugnabile e poi presentare una legge una volta verificata la procedibilità e l'esperienza di questa legge, magari nel bilancio successivo che prevede l'estensione di questa legge anche alle altre zone dell'Appennino, questo vale per l'Appennino marchigiano non ma potrebbe avere per l'Appennino umbro dell'Abruzzese e via di seguito. Questo fenomeno è, eh, io ho passato l'ultimo weekend in Abruzzo a Pescasseroli che è un comune bellissimo, un comune che 500 anni fa antico, 500 anni fa, era un capoluogo della zona, eh, c'erano eh, artisti eh, dei lombardi che andavano lì a fare i portali delle, dei palazzi, dei municipi e via di seguito, c'erano artigiani del fabbro, molte, z, molti edifici sono contornati in ferro battuto, quindi bellissimo. Questo centro, che era sede vescovile, cioè, che mi so, io sono di queste cose, sono un un po' ossessivo, mi sono andato a vedere la popolazione eh, che aveva nei secoli scorsi, era arrivato a oltre 5.000 persone, 5-6.000 persone, ci sono cinque chiese e via di sé, delle chiese ne è aperta permanentemente una sola, un'altra saltuariamente sede della confraternita, gli abitanti nel 1861 erano 2.400, mi sono guardato tutto l'Istat che è successo in quel paese dal 1861 ad oggi oggi sono 1038 in questi due terzi sono ultra sessantenni il che significa nella previsione della popolazione che il bellissimo centro di Pesco Costanzo dai 5000 di alcuni secoli fa è passato a 2000 e qualcosa del 1861 all'epoca dell'unità d'Italia a 1038 oggi è prevedibile che entro vent'anni sia 6, intorno alle 600 persone. Questo è accaduto in tutti, studiato, me lo guardato, è accaduto in tutti i comuni marchigiani, 15.000 abitanti di Arcevia, che oggi sono 4.700, nell'arco di poco più di 70 anni, dal dopoguerra, dagli anni 50 a oggi. Allora, dobbiamo eh, incentivare queste cose, e mi avvio cioè alla conclusione. Dobbiamo fare una legge che, è sperimentale, dice la legge dei condizionali, cerchiamo di metterla a terra, poi studiamo giuridicamente come è possibile esportarla anche nel nord delle Marche. Sarebbe veramente cattivo dire no a questa legge oggi nell'area del cratere, sarebbe satanico. No, quelle popolazioni no, perché dobbiamo farlo per tutti. Ovviamente ci pone un problema di farlo per tutti. Il collega consigliere Cancellieri, che è medico di base in una zona difficile, cioè difficile, il comune dove sta è un comune eh, assolutamente eh, urbanizzato, che c'è le vie di comunicazione, c'è tutto, ma già i comuni circostanti sono in difficoltà. Quindi ovviamente il nostro punto di vista è ampliare le prerogative di questa legge a tutto il territorio. A disagio marchigiano tutto il territorio dell'Appennino, tutto il territorio decentrato e montano. Questo è lo spirito, su questo chiedo che l'opposizione ne convenga, poi farà come, come vuole diremo noi alle popolazioni del cratere guardate che hanno votato contro, e ovviamente le popolazioni che non beneficiano subito di questa legge affinché. Non sia impugnata dal governo prego faremo un altro disegno, un'altra proposta di legge che possa risolvere anche i loro problemi. Grazie, chiesto di intervenire il consigliere Renzo Marinelli, prego. Sì, grazie. Presidente, volevo neanche intervenire, però quando si parla di aree del sisma. Sembra che tocchiamo qualcosa che boh, io l'ho già detto altre volte. Forse sarebbe bene andare a fare una visita in quei luoghi dove non c'è più nulla, dove lo spopolamento è quasi al massimo. E quindi io ricordo, e Gianluca lo sa so pure, quando c'era il sindaco. Oh, no quello attuale, ma quello precedente che si lamentava sul fatto che non riuscivamo a portare i primari, i medici nell'ospedale di Camerino. Io dicevo eh, come diamo le case ai, alle case popolari per chi non ha bisogno, chi non ha la possibilità, dico forse costruire qualche palazzina e metterci i medici forse potrebbe essere un buon motivo per aiutarli a venire poi questa cosa Maria se ne è parlata Gianluca è stato bravo a, a farne una, una proposta di legge a quale io non posso che non condividere è vero che ci sono altre situazioni di difficoltà quindi dovremmo affrontare anche quelle siamo pienamente d'accordo però chi, chi abita nel sisma ha una situazione particolare cioè ci sono i fondi per la cultura su mille proroghe per le aree del Sisma e vanno a finire su tutta la regione. Ci sono i soldi per ristrutturare la, la, la viabilità per le infrastrutture e vanno su tutta la regione. Cioè, ultimamente non abbiamo più i fondi per la cultura perché non c'è più il mille proroghe. Quindi si reggeva sulle, sui fondi del Sisma. Questo è per capire le difficoltà come, ci, come ci troviamo. È vero che siamo pochi. 50, 60, 70 mila. Forse contiamo poco, non lo so, però io dico che se oggi io e Gianluca siamo qui è proprio perché le aree del Sisma si sentono non garantite e non rappresentate, si sentivano non rappresentate. Quindi se siamo qui è perché hanno dimostrato questa esigenza. Quindi cercare di mantenere, le strutture sanitarie in modo da farle funzionare. Io, in questo periodo, dopo che lui ha fatto, ho avuto anche la fortuna o sfortuna, non lo so, di essere ricoverato in quella struttura e con qualche medico che mi faceva girare con i reparti chiusi. Qui non c'è il medico perché abbiamo fatto il bando e non è venuto. Quindi, non perché non c'è la volontà di mantenerlo all'ospedale, perché le persone non vengono. Quindi. Questa sarà una misura sbagliata? Non lo so. Però va nella direzione di perlomeno tentare, provare a aiutare quelle, quelle popolazioni. E, e un altro fatto: ad oggi la popolazione nelle aree del sisma non cala, rimangono sempre le stesse. Solo per un motivo, perché chi sta a Civitanova per prendere autonoma sistemazione deve avere ancora la residenza avvisto. Camerino, Castelraimondo, Pioraco, Pieve Torina. Quindi diciamo, la popolazione non si è mossa, è rimasta sempre quella. Ma andiamo a vedere chi c'è in giro, non c'è più nessuno. Quindi è vero che dobbiamo pensare sempre a tutti e siamo pienamente d'accordo. Però ci sono delle aree che stanno soffrendo in modo particolare, quindi io dico su questo... La legge è perfettibile, la, la perfezioniamo, troviamo altre soluzioni, però lì ci troviamo anche a confine, quindi i pochi che rimangono li mandiamo a visitarli a Perugia, da qualche altra parte, quindi oltretutto facciamo anche un danno come mobilità passiva. Quindi io dico, incentivare e questa proposta di, 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 del consigliere Paschi, il quale io sicuramente condivido, con il quale poi l'abbiamo aggiustata anche nella mediazione con gli altri e quindi in qualche modo me, me ne rendo anche un po' partecipe. Però io dico, stare vicino, quello che ha detto il consigliere Ciccioli è. È vero e ha detto, e condivido tutto, però chi abita quelle zone, un conto raccontarlo, un conto viverlo. Quindi io dico, l'appello che io faccio è che questa legge possa essere approvata anche per un segnale a quelle popolazioni poche ma molto disagiate. Dopodiché interverremo alle altre poche, un po' meno disagiate, degli altri territori per sanare anche situazioni di difficoltà degli altri. Però uh, altri esempi, fondi destinati alle aree del sisma, piste ciclabili, 5 milioni per le aree del sisma, quando nella regione ce n'erano 100. Ah, voi avete quei 5 e basta. Alla fine ne eh, abbiamo presi meno degli altri. Allora, ci è in difficoltà e ha dei soldi specifici o delle finalità specifiche vanno mantenute. Dopodiché partecipare insieme agli altri per, sulla spartizione. Questo è, è per fare un esempio. Quindi io sono per mandare avanti quindi di approvare questa questa legge che poi ne dobbiamo fare altre per andare incontro ad altre situazioni perché altri sono. In situazioni di difficoltà però la situazione delle aree del sisma è una situazione estrema che va affrontata. Grazie. Grazie, ha chiesto di intervenire l'assessore Filippo Saltamartini. Prego. Grazie Presidente. Eh, innanzitutto c'è da tener conto che eh, questa legge penso che verrà approvata oggi ed è necessario delineare il contenuto, la volontà del legislatore perché... Questa legge è una legge che si muove all'interno di una cornice molto complicata perché è una legge complicata che tende a dare una risposta a un problema concreto. Quindi dobbiamo precisare esattamente quali sono i limiti e il contesto in cui si muove il legislatore della Regione Marche. In prima analisi non è una misura di redistribuzione reddito nazionale non è una legge con cui noi andiamo a perequare aree disagiate. In seconda analisi non è neppure una misura di sostegno sociale, è una misura diretta a garantire la funzionalità del sistema sanitario regionale in aree dove attraverso l'espletamento di concorsi non vi è la possibilità di nominare il personale necessario alla funzionalità del sistema. Quindi la materia è una materia molto oh, delimitata, tenendo conto che eh, la potestà legislativa regionale si muove all'interno dell'articolo 117 della Costituzione, in cui lo Stato determina i principi e la Regione emana le normative di dettaglio non interviene neppure sulla contrattazione collettiva che è lo strumento attraverso cui si stabilisce la remunerazione del personale pubblico che deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato. Lo strumento di individuazione della remunerazione del personale, come voi sapete, come sappiamo, è il contratto collettivo nazionale di lavoro. articoli 39 e 36 quindi dobbiamo dare una giustificazione sul principio di ragionevolezza delle leggi, e cioè individuare per quale ragione il legislatore delle marche interviene in materia. Quindi, non stiamo parlando di sussidi, non stiamo parlando di sostegni, stiamo parlando di garantire, ripeto, la funzionalità del servizio sanitario regionale. Si valuti che. È evidente che ognuno può sostenere la tesi dell'aumento dei trattamenti come è stato fatto, perché non a tutte le aree vaste, perché non a tutta la regione, perché non aumentare i trattamenti di tutto il personale sanitario. Ma ci si dimentica di osservare che quando si interviene sui trattamenti, essendo l'amministrazione pubblica privatizzata dal 2002, c'è un effetto sulla contrattazione collettiva, sul costo del lavoro, delle imprese sugli oneri previdenziali, sul sistema Italia, sull'inflazione. Quindi non si può intervenire così senza che si abbia una visione di contesto generale ed è questa la ragione per cui il contesto generale ce l'ha il governo e il Parlamento, non i consigli regionali. E allora qual è il motivo per cui si interviene? Ripeto, lo abbiamo già detto, io l'avevo evocato in quest'Aula. Se andiamo a vedere gli interventi prima della presentazione del disegno di legge, l'unica possibilità, io la intravedevo, in una norma transitoria per una ragione specifica: cioè le aree colpite dal sisma, vedete chi è contrario a quello che veniva detto in quest'aula? In particolare da Cancellieri, in particolare. E relativamente a quello che diceva Giorgio Cancellieri c'è una norma costituzionale, c'è il 44 della Costituzione in cui dice che la Repubblica garantisce gli interventi sulle aree montane, quindi la Repubblica significa che anche la Regione può intervenire in materia e penso Giorgio che lì possiamo lavorare su, proprio sulla previsione costituzionale dell'articolo 44. E quindi la questione è una questione che deve essere limitata nel tempo e, e dico anche a Ciccioli: il Governo potrà impugnare perfettamente la norma, perché l'Avvocatura di Stato potrà naturalmente farlo. Ma io ritengo che ci siano i motivi eh, che portano a far sì che questa norma sia perfettamente ragionevole, perché tende a garantire il principio di uguaglianza tra le aree che hanno i sanitari e le aree dove i sanitari non vogliono andare a lavorare in un periodo transitorio che riguarda l'area del sisma. Quindi è una norma perfettamente costituzionale tendente a garantire esattamente il principio di uguaglianza tra i cittadini nell'esercizio di un diritto fondamentale che è il diritto alla salute. Circoscritto quindi l'intervento per garantire la funzionalità della pubblica amministrazione, non incentivi, non remunerazioni aggiuntive, non nulla di tutto quello che si è detto e questo è importante sottolinearlo perché questo rappresenta un po' l'indirizzo, eh, la volontà anche del legislatore. In questo caso credo che sia importante specificare che si tratta di progetti di insediamento. Progetti, è uno strumento attraverso cui, attraverso atti amministrativi ad evidenza pubblica, gli interessati potranno partecipare a questi interventi. Quindi non ci sarà la discrezionalità della pubblica amministrazione nell'attribuire nell questi benefici. Ci saranno dei progetti in cui gli interessati potranno partecipare e se avranno i titoli potranno eh, ottenere i benefici previsti da questa legge. È l'articolo 12 della legge 241 del 90 che prevede che quando ci siano queste misure ecco, che non era necessario reinserirli all'interno di questo progetto di legge. Io ritengo che noi diamo un segnale chiarissimo rispetto ai problemi. I medici non sono stati formati nel, nella nostra regione, non sono stati finanziati i progetti per far sì che le università avessero maggiori specializzazioni e noi lo abbiamo fatto con le leggi recenti. Abbiamo finanziato nella ultima legge di bilancio Giorgio Cancellieri 9 milioni di euro per garantire che gli studi dei medici di medicina generale che si associano avranno le attrezzature, l'infermiere del, del, dello studio e anche il tecnico informatico. Quindi non ci siamo resi lacunosi su questo tema. Con questa misura noi facciamo qualche cosa che riguarda specificamente, ripeto, la funzionalità del servizio sanitario regionale. Io sono d'accordo, come ho detto poc'anzi eh, in, in questo breve colloquio che, eh, che abbiamo avuto, io sono d'accordo nel valutare sulla base dell'articolo 44 della Costituzione delle misure aggiuntive per le aree montane, poi possiamo dire aree interne, quello che volete voi, purché ci sia la configurazione costituzionale di, ragione, di ragionevolezza rispetto evidentemente a che cosa? Ad evitare una discriminazione dei trattamenti, perché mentre gli interessati potranno essere d'accordo, ma i dipendenti del Servizio Sanitario regionale potranno anche dire che questa misura può essere arbitraria o non ragionevole, diciamolo con grande chiarezza. Allora il principio è la funzionalità. Laddove noi abbiamo espletato i concorsi e il personale non ha assunto lo svolgimento della, del, del ruolo per cui noi abbiamo necessità di garantire la funzionalità dei servizi, interveniamo in via provvisoria, lo voglio dire in via provvisoria questa legge ha una durata provvisoria tendente a garantire il superamento dell'emergenza. Quindi viviamo in una situazione emergenziale, emergenziale Duplice per il cataclisma e, sia perché i medici non sono stati formati non sono reperibili sul mercato, la Regione Marche, penso come poche altre regioni, interviene per dare ai cittadini marchigiani il diritto ad avere le stesse prestazioni. La zona del cratere e le aree interne: i cittadini di queste zone dovranno avere gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini della nostra Regione. Quindi, grazie al Consiglio regionale, grazie alla maggioranza. Grazie alla opposizione, se riterrà di condividere queste valutazioni, credo che in via generale questa è una bella risposta e oggi è una bella giornata se questa legge verrà approvata. Grazie. Grazie. Non ci sono altri, ci sono altri interventi, quindi chiudo la discussione. Chiedo ai due relatori, il relatore di maggioranza e il consigliere Gianluca Pasqui di intervenire per la sua replica e gli cedo la parola. Prego. Consigliere. Eccoci. È una difficoltà grandissima. Per me è un onore intervenire su questa PDL che ho voluto con forza, ma è un onere, ma è un onere veramente grande. È difficile intervenire mantenendo eh, uno, una condizione di dignità anche nel rispetto di quest'Aula, se non altro perché eh, ho sentito tante, tante di quelle eh, sciocchezze che veramente eh, eh, rimane, rimane quasi impossibile fare un intervento eh, con una dignità istituzionale. Intanto, la prima di tutto, Romano Carancini, consigliere Carancini, amico Romano, mannaggia, eh, eh, mi sembra di vedere un po' quando fai gli interventi, quei cartoni animati dove la persona stupenda, bravissima, eh, sale in macchina e si trasforma in. Cioè, io ho difficoltà, cioè l'interesse di un consigliere di maggioranza. Ma cioè, questa legge sarebbe l'interesse di un consigliere di maggioranza. Cioè l'interesse, traduciamolo, di Gianluca Pasqui a cosa? Quale sarebbe l'interesse del consigliere di maggioranza? Dove sta? E poi... È vero che a volte sono silenzioso, anzi spesso, perché mi piace intervenire quando si deve intervenire, ma ci sono. E onestamente, Romano, 16 mesi hai detto, ma 16 mesi di commissione, ma tutte queste belle cose, ma perché non le hai dette lì, che non arrivavamo in aula in questa condizione con una legge, consigliere Cesetti, ridicola? E evitavamo il ridicolo. Ma io, caro Renzo Marinelli, questo ridicolo lo vorrei dire a tutte le persone destinatarie di questa ridicolata, e forse oggi io e te capiamo bene perché siamo ancora in quelle condizioni, e forse oggi io e te, che abbiamo fatto pure i sindaci, apprendiamo con matematica certezza il perché ci sono situazioni così catastrofiche, ma che il mondo si ferma con la PDL 71, la politica marchigiana si ferma con la PDL 71, Assessore Saltamartini, tu finirai di fare l'assessore oggi, il Presidente Bagliocchi annulla la commissione di domani perché oggi si vota la PDL 71, la fine della sanità marchigiana. Ma qualcuno ha detto che con la PDL 71 termina il percorso iniziato, complimenti al presidente Acquaroli e all'assessore contro la distruzione della sanità delle Marche, ma ci siete mai entrati nei presidi della sanità dell'entroterra marchigiano? È certo che... Consigliere Cesetti, è eh? illegittima e dannosa. Ma sì, che è dannoso. Basta prendere un infarto oggi, andare alla cardiologia di qualche ospedale e certo che è dannosa. Non trovi nemmeno il medico, ma no, perché non lo vuole la politica, perché i bandi vengono fatti. Non ci sono medici e personale che vanno in quelle zone. E dove sta la cosa così <ride> discriminante? Lo diceva il consigliere Ciccioli quando si è parlato di scuole e quando sono stati fatti emendamenti alla finanziaria per tenere in piedi le scuole del cratere sismico. E che è stata una discriminazione. Certo, consigliere Carangini, non sono uguali. Hai detto si trattano in maniera diversa cittadini? Sono uguali? Cioè, la, i, i cittadini che abitano, certo che siamo uguali, siamo donne, siamo uomini, siamo figli, tutti uguali. Ma non viviamo tutti nella stessa condizione di uguaglianza. Cioè chi si sveglia la mattina, ma io capisco e sono contento che chi non vive quelle realtà non si può rendere conto. Cioè chi si sveglia la mattina e va a prendere il caffè nel bel bar, no, addirittura ci sono i canarini imbalsamati in, su qualche bella piazza stupenda che io conosco eh? e c'è chi forse lo trova in un container. Ma per quale motivo oggi, se non si va a dare un perché aggiuntivo, e io sono perfettamente consapevole, l'ho detto all'inizio, che non so se questa è la soluzione dei mali, ma sicuramente ci si sta provando. Sicuramente ci si sta provando, consigliere Cesetti, con la pistola d'acqua per spegnere l'incendio, ma chiediamoci chi l'ha acceso l'incendio, chi è il piromane della sanità marchigiana? il consigliere Pasqui. Non credo, non credo. Forse oggi sto anch'io imparando no? a, a, ad accendere gli incendi, ma al momento questa è una PDL che sono sicuro diventerà legge non per amicizia politica sganciata, eh? utile, allevare. non solo da una parte di esse, se questa è sostanzialmente per, per trovare una mediazione politica, consigliere Caracè, questa PDL passa perché, se no, Pasqui si arrabbiava e saltava il governo di maggioranza. Ma io valgo uno con la Marcozzi massimo 2 e questo è un governo che ha ampi margini eh, quanti Pasqui e quante Marcozze può sotterrare. C'è una maggioranza, io credo e sono sicuro che i colleghi che voteranno non per amicizia, non lo voglio quel voto, perché la gente di queste terre ha dignità e non vuole voti né per amicizia, né per simpatia e né per appartenenza politica. Ma vuole voti di concretezza perché è ora che si guardi anche a territori disastrati con maniera, in maniera seria. Non ridicola questa legge. Questa è una legge che tenta di superare delle difficoltà grandissime, dove già questo governo regionale ci sta mettendo assolutamente le mani. Mi diceva un illustre personaggio della mia città, che tutti i giorni mi mette sul giornale. Perché sono un, un incapace. Un in... E anche lì, consigliere Cesetti, dove ci si pone, su quale piedistallo ci si mette per dare del ridicolo a qualcosa, a qualcuno o a quale atto? Alla legge. Per dare del ridicolo anche a una legge, su quale piedistallo? No? Quello del consigliere, avvocato. E allora, la dottoressa Storti, che credo sia più titolata di me, di lei. Dice perché quando venite e parlate, poi prendete anche gli atti e leggeteli, quantomeno, perché sennò diventa difficile. Dice testualmente dalle registrazioni della commissione sanità presidente ringrazio il consigliere Parlare, questo non è utile per questa particolare sensibilità verso il personale sanitario e delle difficoltà che abbiamo nel reperire i personali un po' ovunque, ma in particolare in quelle aree cosiddette disagiate dal punto di vista di distanza, da quelle che sono i grossi centri abitati. Abbiamo numerose rinunce anche dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro da parte del personale sanitario, infermieri, ma anche medici. Ancora, quindi sicuramente l'oggetto di questa legge è molto importante e potrebbe dare, una, un, dare forse una soluzione. Certo, c'è cioè il forse, i condizionali, e tiega la certezza. Solo il Padre Eterno ci dà la certezza. La legge da un punto di vista ideologico e sostanziale, continua la dottoressa Storti, è molto importante perché ci permetterebbe di dare una appeal maggiore per alcune strutture. L'importo non è molto anche se alla fine i 300.000 euro, perché là si parlava di 300.000 euro, non sono pochi. E poi vi invito a continuare la lettura che è molto interessante di tutte le audizioni, ecco perché si giunge oggi qui. E poi si, lo stesso dottor Gozzini, sappiamo che c'è la corsa della gente che va a lavorare presso i centri urbani e meno verso le aree un po' disagiate. Io credo che questo possa, es, possa essere uno stimolo a invertire la tendenza. E poi continua ancora, la dottoressa, ci sono state nelle audizioni tutti pareri favorevoli e allora vi dico, mi dico, ma chi sono io? Per dire che questa è ridicola, ho dato del ridicolo all'intera governance sanitaria. Abbiamo dato oggi del ridicolo a tutti, ma diciamo ai cittadini che sono anche loro un po' ridicoli perché continuano a vivere, questo glielo dico io, me lo posso permettere perché anch'io sono prego un ridicolo per loro. Quindi io ritengo che questa PDL sia sicuramente una proposta che debba diventare legge e l'invito reale che io faccio è nei contenuti che non solo non sono ridicoli ma possono essere di aiuto vero e di aiuto reale grazie grazie per la replica del, del relatore di minoranza il consigliere Romano Carancini Pre. sì grazie intanto mi, rivolto, mi rivolgo al consigliere Pasquio, all'amico Pasqui, Gianluca, all cioè già collega e intanto va detto che sì, c'è un interesse del consigliere, un interesse legittimo, perché come ha detto lui stesso, Pasqui esce da un territorio colpito, quindi c'è evidentemente un interesse per un territorio, così come lo ha detto anche Marinelli. Quindi non so di che cosa, di che cosa si, si indigna. Certo, io a posto di Pasqui mi sarei indegnato, però non lo ha detto, sul fatto che Ciccioli da 300.000 euro ha comandato che diventassero 200.000 euro. E già scommetto adesso che sull'emendamento del Partito Democratico che aumenta a 500.000 euro questa legge, Pasqui voterà contro. È chiaro questo? Quindi l'indignazione di Pasqui... Dovrebbe essere verso Ciccioli che unilateralmente, arbitrariamente ha deciso di tagliare le risorse, tanto e l'interesse. Non entro nel merito della Storti. La Storti e tutti gli altri sono quelli che Pasqui e Company hanno attaccato per cinque anni e che poi hanno confermato alla guida della regione Marche. Non mi interessa. La Storti è venuta in audizione e non ha portato un numero, un numero, non ci ha detto quanti erano quelli che hanno rinunciato, non ci ha detto quanti erano quelli che hanno rinunciato fuori. Questa è la realtà, però eh, c'è un'altra cosa che va detta, lo dico a Gianluca Pasquini, ma anche a Renzo Marinelli e anche a Ciccioli: siete in totale confusione. Attenzione. Non è che noi diciamo che non vogliamo che le risorse arrivino sul, sul cratere. Voi lo potrete andare a raccontare, sarebbe un'ipocrisia oltre che una falsità. Noi non diciamo questo. Noi diciamo che i diritti di quelli che stanno nel cratere, cioè delle aree interne, sono gli stessi diritti di tutte le aree interne. E dire il contrario e far credere il contrario, ma da voi tutto ci si può aspettare, naturalmente è una falsità. Noi non intendiamo escludere, noi intendiamo, scusate, noi intendiamo includere, noi intendiamo considerare le aree interne e le zone montane con gli stessi diritti, perché nessuno ci ha detto che i problemi di natura del, sanitaria del personale sono diversi negli altri territori. Ancora una volta vi siete chiusi a riccio, oltre alla confusione. Io ho sentito Saltamartini. ...Salta Martini a un certo punto ha detto... ...questa è una legge di durata provvisoria... ...io non so se... ...vi rendete conto... ...di cosa ha detto... ...una legge di durata provvisoria... ...e dove sta scritto? Perché c'è una legge... ...di durata provvisoria? Io mi chiedo questo... ...dice... ...smentendo Marinelli... ...ma voi guardate che non sono contributi... ...non sono... e eh, ...io forse o non l'ha letta... ...o non l'ha letta Salta Martini... Oppure non sa di cosa parla. Questo è un, una incentivazione, un contributo. Non a caso non ha, contrariamente a quello che lui dice, non è un contributo alla sanità. Sono ai comuni. Non so se è chiaro: sono contributi ai comuni. Poi entreremo su un'altra scelta del nostro ufficio, ragioneria della nostra cara dirigente, come si chiama? No, de, come si chiama? Di Vicente? La, la, no, la di No, della di Bonaventura. Dopo ci entreremo su questo. Ma scusate, ma che... Ma che cioè, si sa quello che dite? C'è una confusione totale. Io mi rivolgo a te, cancelliere. Io ho capito... No, guarda che non, non, non sto... Sto dialogando. Io non so se da un lato essere lusingato... Delle, del tuo intervento perché tu sostanzialmente dici così come lo ha detto altri eh, lo ha detto anche Marinelli e lo, ma anche Pasqui e anche Ciccioli dice ma scusate avete ragione sul tutto perché noi domani mattina domani mattina ne faremo un'altra di legge e tu giustamente dici ma lì ci hanno detto che ci stanno poche risorse ma chi ve l'ha detto? Ciccioli che ha tagliato anche 100.000 euro a Pasqui sulla legge. Oppure indignarmi perché, attenzione, attenzione voi potete domani mattina farne un'altra, ma sarebbe una scelta questa sì ridicola: cioè, condividete l'impostazione che andrebbe fatta per tutte le marche, le aree interne, però la fate domani mattina. Perché oggi non la si può fare? Attenzione. Le risorse 500.000 euro sono inserite perché la ragioneria, ce le ha date la ragioneria a differenza di quello che ha raccontato Ciccioli. Ciccioli si è un po' arrabbiato perché è andato in ragioneria e gli hanno detto più di 200.000 euro non ci sta, così ha raccontato lui. Non è che ve lo dico io, l'ha raccontato lui. Poi abbiamo fatto un emendamento e ce l'hanno ammesso. I soldi ci stanno, i soldi ci stanno. E allora dico, come mai hanno tagliato le risorse al mio amico Gianluca Pasqui per un tema che io ritengo importante? Perché vi hanno fatto credere che per le marche non ci sono risorse? Guardate, non ci sono i numeri. Se si approva questi, se approvano gli emendamenti, vi chiedo scusa, io faccio fatica anche, se si approvano. Prego gli di fare silenzio. Se si approvano gli emendamenti, non avendo i numeri, noi potremmo in questo anno sostanzialmente avere una, come dire, un comportamento identico per tutta la regione Marche. Alla fine del 2023, con i, numeri, con i numeri, andremo a vedere se i dati sono, se le risorse sono sufficienti o non sufficienti. Questo è un approccio aperto e serio, non perché qualcuno voglia, non vuole dare i soldi alle. Alla, a, alle aree del cratere, io sono legittimamente come dire, stato sindaco di una città che sta nel cratere. E allora io mi chiedo come mai tutte le altre aree sono uscite. Domani mattina domani mattina dovrete riconoscere che per le esigenze del personale delle aree interne che non stanno nel cratere voi l'avete cancellate le avete oggettivamente lo prego di concludere ecco perché dico ecco perché dico a tutti quanti io credo che se non ne facciamo una battaglia ideologica io credo che ci siano gli spazi per rispettare tutte le aree interne tutti i cittadini della ma delle Marche grazie adesso dovremo passare anzi passiamo praticamente all'esame all e alla votazione degli articoli dell'articolato della proposta di legge partendo dall'articolo 1 e sull'articolo 1 eh, cioè ci sono sei emendamenti, essenza dell'articolo 101 ciascun consigliere può fare un intervento per un intero articolo il quale dovrà comprendere l'intervento per gli emendamenti, sub emendamenti e l'articolo stesso quindi eh, cominciamo dal primo ammendamento l'1-1 affirma Romano Carancini anche il secondo, il, Romano Carancini ed altri il gruppo consigliere del PD anche il secondo affirma Romano Carancini il terzo ed altri del gruppo consigliare, l'1-3 affirma solo di Romano Carancini l'1-3 bis è a affirma eh, della consigliera Ruggeri l'1-4 affirma di Romano Carancini il gruppo consigliare PD lo stesso l'1-5 e lo stesso sull'1.6. Quindi in questo senso chiedo chi vuole intervenire di fare un intervento rispettando ovviamente i tempi, in questo caso in maniera, eh, in maniera perentoria. Grazie eh, il consigliere Romano. Grazie oh sì, Presidente, per una mozione d'ordine io credo che, non so quanti minuti ho, certamente cercherò di fare del mio meglio. 5 minuti. Ecco, però presentare 6 emendamenti. Su una, mi sembra davvero un, un rispetto relativo, siccome mi pare che non si stia cercando ora, cercherò di fare del mio meglio. Allora, guardi, è previsto il regolamento il 101, poi ha la possibilità sull'articolo, su ogni votazione, di intervenire. Allora, sì, l'articolo 1 eh, proviamo a migliorarlo per certi aspetti. Il primo emendamento, nel richiamo delle fonti. <coughs> Nel richiamo alle fonti che la legge stessa fa, io inser noi inseriamo l'articolo 44, secondo della Costituzione, che è poi quello che ha richiamato anche l'assessore Saltamartini perché a differenza di quello che è stato detto, non è una legge provvisoria, è una fonte ragionevole e, e credo che sia sfuggito nella preparazione. Un, il secondo emendamento all'articolo 1 aggiunge non solo la parola promuove ma sostiene che è correlata, coerente con i contributi previsti. La, il terzo emendamento, l'1.3, dopo l'insediamento di personale, io aggiungo, è un po'... Eh, Quella impostazione che aveva dato anche Giorgio Cancellieri, medico di medicina territoriale ed ospedaliera nonché infermieristico, poi vedrete c'è un subemendamento. Che cosa si intende perseguire con questo emendamento? Si intende perseguire sostanzialmente, da un lato, l'individuazione delle categorie che dovrebbero essere finanziate. Perché colleghi. Non, non, può non, non si può non essere consapevoli che non possiamo finanziare contributi a tecnici, a, a personale che ovviamente, perché altrimenti le stesse risorse e la stessa dignità del problema verrebbe mortificata. Individuiamo i medici i medici di medicina generale, i medici ospedalieri o gli infermieri. Quindi riducendo la, le categorie e quindi valorizzando queste categorie. L'1.4, Presidente, <coughs> ah, eh, sì, no, il mio, eh, fa riferimento evidentemente al, a una delle questioni di cui eh, si è discusso fino adesso, cioè la disuguaglianza. Si intende introdurre... <coughs> Una dicitura molto semplice al, al, al posto della limitazione territoriale delle aree del Sisma, e cioè nel territorio montano e delle aree montane. Attenzione, lo dico. Chiedo scusa, Presidente, perché altrimenti. Pre chiedo di fare silenzio. Chi deve parlare deve uscire, ha ragione perfettamente. Allora, da questo punto di vista, voglio dire, e lo dico al consigliere, al collega Pasqui, attenzione. Le aree del cratere rispetto al criterio che viene individuato dal comma 14 sono, sono tutte incluse. Poi vedrete che c'è anche un criterio per individuare, cioè si pone a disposizione dell'intero territorio delle Marche, incluso il, il, le, le aree del cratere, ovviamente la, le disposizioni di questa, di questa legge. È un po'. Come dire, l'emendamento che serve a, a girare il tema dell della, della disuguaglianza sostanziale che con questa legge viene apportata. L'articolo 15 individua il criterio, è un criterio concorrente, lo dico ai colleghi: è un criterio concorrente perché chi chi entra in questa legge, secondo questo emendamento, entrano tutti i comuni che sono parte delle unioni montane delle marche, che come sapete meglio di me sono otto, ma a scongiurare che vi siano esclusioni viene integrato con un criterio concorrente stabilito attraverso il Ministero un Ministero dello Stato, e sono tutti i comuni che fanno parte delle aree interne 2020, cioè lo Stato individua una mappa delle aree interne di tutti i comuni, che vengono classificati comuni periferici e ultraperiferici. Nella sostanza noi abbiamo la possibilità di individuare un criterio oggettivo per individuare le mappe delle aree interne dei comuni dell'interno, uno le unioni montane, tutti i comuni che sono lì. In secondo tempo, la mappa delle aree interne stabilite dal governo, dal ministero, ma limitata ai comuni periferici e ultraperiferici. Con questi due criteri concorrenti, tutte le aree interne vengono coperte, tutte senza distinzione di territorio. Oh, chiudo, è l'ultimo emenda emendamento. Corro, eh, parliamo, non l'ho citato, ma si può mettere in una legge che l'articolo 1 bis che io chiedo di sopprimere. Gli interventi previsti da questa legge sono destinati prioritariamente ai comuni nei quali, a seguito dell'espletamento nei due anni antecedenti di una procedura di assunzione, i relativi posti sono rimasti vacanti. Ma guardate è una manifesta disuguaglianza, è manifestamente incostituzionale. Noi andiamo a regolare retroattivamente una fattispecie che non può essere regolata. Ma io vi chiedo, ma vi rendete conto? Grazie. Grazie, ha chiesto di intervenire il Consigliere Cesetti, prego. Sì, io, Presidente, non volevo intervenire, l'avevo detto Carrancini è testimone, che al gruppo se ne occupava lui, però è impossibile sottrarsi. Diceva Ciccioli, tanto nel tempo risponderò a tutti, dice, fatta la legge, trovato l'inganno. Questo detto, Ciccioli, è un monito, è sempre un monito per il legislatore affinché appunto la legge possa resistere all'inganno. Si dice fatta la legge trovata all'inganno, fate una legge che possa resistere all'inganno di che cosa? All'inganno della sua disapplicazione. L'inganno della legge, Brandoni, è la sua disapplicazione, no? Perché non produce i suoi effetti. E allora in questo caso l'inganno è il re ipsa, è contenuto in sé, perché con questa legge non si dà risposta a quelle finalità, ma si dà solo l'idea, l'impressione, una legge manifesto che si vorrebbe dare una risposta per dire noi ci siamo. È una legge manifesto, è un manifesto scritto male. Quindi è una legge ridicola nella forma, nella sostanza talmente ridicola nella forma e nella sostanza che la rende ridicola nei suoi obiettivi che invece sono sicuro inizialmente dovevano essere nobili. Perché è ridicolo, vicepresidente Pasqui, tutto ciò che può dar luogo a manifestazioni di larità per la sua bizzarria, goffaggine e assurdità. E che questa PDL sia bizzarra è evidente, goffa e assurda è altrettanto evidente, lo dite voi: perché una legge che si fa per partire, Mangialardi, una legge che si fa per partire, quando invece una legge dispone per l'avvenire, si dice sempre così, regola, e disciplina i comportamenti umani e delle comunità solitamente per l'avvenire, qualche volta è anche retroattiva quando lo dispone o quando è favorevole in materie diverse. No, però una legge dispone per l'avvenire e invece qui si fa una legge per partire. Una legge che si chiama provvisoria, ma una legge provvisoria non è. Una legge bizzarra? Non è goffa e assurda? Che cos'è provvisorio? Non c'è nulla, neanche il decreto legge è provvisorio perché deve essere convertito se non decade, ma mica si può dire che è provvisorio, no? Quindi anche in questo caso è bizzarra, goffa e assurda. Dice poi faremo un'altra legge e allora anche in questo caso è una legge assurda. Una legge che per nascere, nel momento in cui nasce, aspetta già una legge che la modifichi o la sopprime. È la sua, è la sua sconfitta, no? è la consacrazione della sconfitta. È una legge bizzarra e assurda, quindi ridicola per l'eseguità delle risorse che non sono adeguate. A dare una risposta risorse ridicole ed inadeguate sulla, sulla, sulla scia delle parole del vicepresidente Salta Martini, assessore alla sanità, che di solito è sempre abbastanza preciso, però qualche volta quando difende l'indifendibile non gli riesce, non gli riesce, non gli riesce perché anche per i suoi trascorsi professionali. L'attività del difensore e del difendibile non gli può riuscire. Dice questa è una legge testuali parole per garantire, senti garantire la funzionalità del sistema sanitario regionale. Noi vorremmo garantire la funzionalità del sistema sanitario regionale, che drena risorse per 3 miliardi e 500 milioni circa. Con una legge che stanzia 200.000 euro in parte corrente e 100.000 euro spese di investimento nell'anno 2023, un'annualità che il sistema sanitario regionale drena oltre 3 miliardi e 500 milioni di euro. Questo è ridicolo! Capite che cosa significa ridicolo? Che non è un'offesa, è una constatazione. è una costatazione, è una manifestazione di larità a seguito di bizzarrie che io ascolto in questo consesso. Perché solitamente che Santa Martini non lo dice, ma quando Santamartini dice che questa legge vuole garantire la funzionalità del sistema sanitario regionale, dice una cosa bizzarra, dice una cosa bizzarra. Perché non può essere. Allora, questo è il punto. L'altro aspetto è termino. Altre cose le dirò dopo. È che, se questa legge dice la Marcozzi, è una legge presentata l'8 settembre 2021. È appunto, e perché non avete affrontato questa legge all'interno le della legge molto più organica, che era la legge del 19, che ha delineato la nuova organizzazione del servizio sanitario regionale? Perché visto che era già stata presentata oltre un anno prima. Nel 8 settembre 21 Perché non l'avete affrontata in quell'occasione Anziché fare una legge provvisoria Sono parole vostre no, che prego di una, le una legge successiva, vicepresidente Pasqui, anche dall'alto nella funzione che limit come vicepresidente di un'assemblea legislativa? Questa è una legge ridicola nei termini che ho detto, nella forma e nella sostanza. Una ridicolaggine che la rende, perché è talmente bizzarra, goffa e assurda, che la rende ridicola anche in quegli obiettivi che invece dovrebbero essere obiettivi all'attenzione di tutti perché sono obiettivi che muovono dalle esigenze, dai bisogni, anche dalle sofferenze delle nostre comunità Grazie. e che voi non potete ridicolizzare. Consigliera Jessica Marcozzi, rimaniamo sul tema degli emendamenti. Grazie Presidente, una precisazione, una legge bizzarra, assurda, ridicola e goffa. Allora, mi permetto di affermare che siete veramente arroganti. Allora, tutte le leggi che abbiamo, consigliere Pasqui, che abbiamo approvato quando io ero in minoranza dal 2015 al 2020, erano tutte leggi assurde, bizzarre, ridicole e goffe perché anche in quelle leggi mettevamo delle risorse inique, proprio ridicole, allora a questo punto 10.000 euro per una, per una proposta di legge quante volte 20.000, 30.000 che non assolveva sicuramente Ma non in quella a, quella, a quelle proposte di legge no abbiamo fatto proposte di legge importanti dove le risorse non erano sufficienti e poi abbiamo fatto variazioni, variazioni. quindi ma vi rendete conto l'arroganza bizzarra, goffa, ridicola, assurda per l'esiguità delle risorse? Ma quante proposte di legge abbiamo portato in aula dal 2015 in poi? Importanti, con risorse non notevoli, poi abbiamo fatto delle variazioni. Ma ragazzi, che le variazioni valgono solo per voi? Allora, consigliere Cesetti, io trovo assurdo le parole espresse dalla minoranza in Aula. Potete non condividere, ma addirittura offendere? No, no, e eh no, e eh no. Ridicola, goffa, assurda, bizzarra. Sembra che siamo analfabeti, ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? È eh, la legge, la legge, la legge l'abbiamo fatta noi. No, 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 no. no. Consigliere, io, io, io mi auguro che voi quando parliate un attimo siate meno arroganti. Prima di dare la parola al consigliere Puzzo vorrei segnalare che eh, il, presidente, era il Presidente della Giunta Regione Marche, il eh, Dottor Francesco Accoroli, era qui fuori nella discussione, durante la discussione che c'è stata nel corso degli ultimi 20 minuti, me l'ha venuto a ricordare e lo, lo indico praticamente a verbale. Consigliere Andrea Puzzo, lei ha la parola sui emendamenti. Grazie Presidente, ovviamente voglio ringraziare i colleghi per aver presentato questa proposta di legge. Una proposta di legge utile alle zone che hanno subito, hanno subito gravi danni, non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche dal punto di vista umano. Parliamo delle zone del cratere, perché questo ce lo dobbiamo ricordare. Io credo che. Le parole legate a questa proposta di legge, che io capisco politicamente si può dire quasi di tutto, ma sono dispiaciuto perché dire che una proposta di legge ridicola significa che questa proposta di legge ridicola ha dovuto sopperire le tante mancanze di governo del Partito Democratico, di cui Gesetti era l'assessore diciamo, più potente, dove non sono riuscito a trovare delle risposte proprio in quell'area. Perché io credo che quando noi, caro consigliere Gesetti, andremo in provincia di Fermo, dovrai spiegare ai cittadini di Amandola, che giustamente tu hai voluto l'ospedale, lo dico pubblicamente, non ho problemi, dovrai spiegare che non vuoi questo incentivo per i cittadini di Amandola, perché questo è importante per i cittadini, nel senso che per, per l'area, diciamo, zona Amandola dell'ospedale o per coloro che vanno a lavorare nell'ospedale di Amandola. Perché questo ce lo dobbiamo ricordare è un'opportunità che si vuole dare ai, ad esempio ai presidi ospedalieri delle zone terremotate io invece credevo che si potesse votare anche l'unanimità perché non è una battaglia né al persona ma è una battaglia che credo riguarda un po' tutta la zona del cratere che ha bisogno delle risposte importanti perché sai bene ad esempio che sul nostro ospedale la manda, la ripeto dove tu stesso hai voluto investirci perché è importante ricordarlo e di certo tenerò merito sotto questo aspetto, seppur voglio ringraziare l'assessore Baldelli che ha dovuto reinvestire altri fondi che in questa giunta regionale non si è sottratta. Però era anche importante con questa legge dare delle opportunità per incentivare i medici ad andarci, per incentivare gli infermieri ad andarci, per incentivare gli osti ad andarci. E questo credo che sia un incentivo giusto. Io non so poi come farai o come farà il Partito Democratico della Provincia di Fermo ad andare alla mandola e dire. Eh, ma noi non so che cosa volevate in più, perché alla fine voi dovete ricordare che se questa legge è stata fatta, è stata fatta proprio per sopperire le mancanze della scorsa legislatura, perché oggi stai parlando, io ti capisco di tutto e di più. Capisco sempre che nella vita hai vinto sempre, non hai mai fatto opposizione, quindi ti giustifico, ovviamente, a volte nelle parole pesanti che dici, ma ci mancherebbe altro, mi rendo conto, però. Io credo che se il consigliere Pasqui, Marcotti ed altri hanno dovuto fare questa legge, lo hanno dovuto fare perché in un 5 anni non si è riuscito a dare una risposta dal punto di vista diciamo, di incentivare personale medico, infermieristico o sanitario, parasanitario per andare all'ospedale di Amandola, ad esempio, e quindi io fossi in te lì avrei ringraziati portando delle proposte in più, purtroppo che dire che è una legge ridicola, quindi per questo io eh, credo che sia importante in più. Sull'emendamento, che il mio intervento era su questo, seppur un'idea un condivisibilissima perché tutti noi, e eh, voglio ringraziare la Giunta, l'Assessore Salta Martini, il Presidente Acquaroli, anche lì per aver sopperito alle mancante del Partito Democratico negli ultimi anni, perché qui si parla di medici di medicina generale e pediatri, dove negli ultimi cinque anni che dove avete governato voi, e Romano, Romano lo sa benissimo, non è colpa sua. Eh, la Giunta regionale Ceriscioli cioè aveva investito pochissimo per quanto riguarda le borse di studio, così come la Giunta Acquaroli ha dovuto sopperire investendo moltissimo sulle borse di studio dei medici di medicina generale no. proprio per una carenza importante. Tanto che è una cosa che noi vedremo da qua a due anni o dal 2021, quando è stato iniziato, a due anni. Ma a prescindere da questo,. Eh, seppur un, un emendamento che io condivido dal punto di vista tecnico perché è normale ed è giusto anche dare le risposte a loro, ma io credo che su questo bisogna fare una PDL e questo invito l'opposizione a farla tutti insieme, perché io credo che questo tema ovviamente è un tema che riguarda tutti noi, perché su questo non c'è questione politica, sulla sulla salute dei bambini, sulla salute degli anziani, sui medici di medicina generale, sui pediatri, io credo che piuttosto che diciamo attaccarci continuamente, io credo che è importante fare una legge tutti insieme per dare delle risposte insieme anche all'assessore Saltamartini che voglio sempre ringraziare per il suo sostegno. E quindi su questo io credo che ad oggi un emendamento che secondo me va fuori contesto dal punto di vista della legge, ma un emendamento che secondo me si dovrebbe trasformare in una PDL importante per rafforzare quelle zone ma anche i piccoli comuni e le aree interne. Grazie. Grazie, non ci sono altri, altri interventi sugli emendamenti, sull'articolo 1, quindi metto in votazione il primo, il primo dell 1, emendamento dell'articolo 1, l'emendamento 1-1. Certo, l'ho già detto prima, che si può, quando ho precisato a lei che ha 5 minuti e 3 minuti per ogni dichiarazione di voto, quindi può chiedere l'intervento per dichiarazione di voto come fa? Prego. Al voto. A lei. C'è il rischio che quando si sta per tanto tempo fuori dall'aula e non si ascolta la discussione probabilmente sfugge qualcosa. No, no, non dicevo a lei Presidente, lo dicevo al mio collega amico Andrea Puzzu, perché lui probabilmente non si rende conto di quello che è stata la discussione e lo capisco, ma la cosa che più non, non riesco a comprendere... È il perché non si votano questi emendamenti. Allora partiamo, come dire, dalla logica. Tutti gli interventi dicono: domani mattina, lo diceva Giorgio Cancellieri, prepariamo una proposta di legge che riguardi tutte le marche. Posso dire che è una. E lo dice adesso anche Buzzu. dobbiamo come dire la retorica lavoriamo insieme salvo poi da questo punto di vista come dire fregarti la logica è ma lavoriamo insieme perché domani mattina le regole che riguardano presidente non so se diciamo c'è un capannello che non gliene importa niente lo capisco ma mica perché perché voi siete tanto più bravi eh, io faccio fatica Non so se al Presidente Acquaroli gli interessa questo. Chiedo scusa. Chiedo... No, infatti è probabile che non gli inter... Però chiederei che anche... No, 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 no. Chi, chi deve parlare esce dall'aula. La regola è eh, da rispettare. Quindi Però... prego di fare silenzio, le chiedo scusa Quindi che anche non, è il chiaro, non è chiaro ai colleghi che ragiona, che, che non hanno pregiudizi, e io ribadisco che ho ascoltato anche interventi, segnalo quello di Giorgio Cancellieri, perché non possiamo votarla adesso? Cioè perché le regole che riguardano tutta la regione, se voi domani mattina volete preparare una nuova legge, non può essere votata adesso? C'è una sola spiegazione a questo, c'è una motivazione che ci dite, guardate, oggi mi fa male il cuore e non posso, come dire, non ho letto la legge e quindi sono impreparato e non... Lo dico in generale ovviamente. Per le, rendere leggera questa discussione. Ma perché non possiamo farlo? Anche Puzzo dice lavoriamo insieme domani mattina, lavoriamo insieme per preparare sulla base... Allora io mi chiedo per quale ragione non si possa modificare alcuni passaggi che riguardano l'uguaglianza che riguarda tutte le aree e quindi da questo punto di vista di conseguenza individuare. Diciamo i medici ospedalieri, i medici della medicina territoriale e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, oltre agli infermieri, tra i soggetti che sono destinatari di questa modifica. È semplice, perché se noi come dire, ci rimettiamo a discutere, anzi, sarebbe coerente, perché ragioniamo delle stesse problematiche. Io non ho sentito una sola parola di questo. Perché Perché non li modifichiamo adesso? Che c'è di male? Attenzione, le risorse esistono perché poi c'è un emendamento che porta da 200.000 euro a 500.000 euro le risorse per questa PDL. Grazie Presidente. Allora perfetto il consigliere Grancini esprime il suo voto favorevole sull'emendamento 1 barra 1 non ci sono altre dichiarazioni di voto quindi mettiamo in votazione l'emendamento 1 barra 1 apertura della votazione prego i relatori sia di maggioranza che di minoranza che possono dettare posso l'indicazione di voto per i rispettivi schieramenti chiusura della votazione Favorevoli 8, contrari 17, assunuti nessuno, l'emendamento 1-1 non è accolto. Emendamento 1-2, consigliere Carancini vuole intervenire? Prego consigliere, se vuole intervenire dichiarazione di voto. Prego, no. Perfetto, non ci sono altre dichiarazioni di voto, apertura della votazione sull'emendamento 1-2. Mi prego di votare. chiusura della votazione favorevoli 7 contrari 18 assunti nessuno l'emendamento 1-2 non è accolto adesso c'è il subemendamento 1-3-1 del consigliere romano carancini consigliere prego a lei la parola sì semplicemente e senza perdere troppo tempo nella dicitura, dicitura dell'emendamento 1-3 diciamo è, è ho voluto essere più puntuale, cioè ho accostato all'emendamento medico di medicina territoriale ospedaliera, nonché infermieristico, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, proprio per evitare incomprensioni e quindi essere ancora più preciso. È un subemendamento che specifica la natura dell'emendamento 1-3. Bene, l apertura della votazione sull'emendamento 1-3-1. Prego votare. Chiusura della votazione. Favorevoli 9, contrari 17, astenuti nessuno. L'emendamento è, è bocciato e quindi fa decadere anche l'emendamento 1-3 bis, 2-2 bis e il 3-1. Adesso passiamo all'emendamento 1-3. Prego, consigliere Cesetti. Sì, Presidente. Io voto a favore perché questo emendamento Carancini che inserisce dopo le parole insedamento di personale medico di medicina generale ed ospedaliero nonché infermieristico. Questo emendamento se accolto rende questa legge leggermente più accettabile, quindi, quindi meno ridicola, perché il giudizio ridicolo di una legge bizzarra, come dicevo prima, è, va da sé, perché quando voi prendete l'articolo 1, no? dice la regione in attuazione della normativa promuove l'insediamento nei piccoli comuni, di personale dipendente del servizio sanitario, che significa? Che significa che può promuovere anche l'insediamento di un amministrativo, ad esempio. Eh? Di un amministrativo, oppure potrebbe essere l'insediamento di un os, di un infermiere o di un medico. Chi? O personale tecnico, un geometra, un ingegnere. Tutti hanno poi, avrebbero diritto di attingere a quella misura. Avete capito? Ha capito, Ser Filippi? tu che amichevolmente tra virgolette mi rimproveravi no? della definizione di ridicola perché la ritengo ridicola che è un giudizio di una legge. Certo, una legge ridicola per questo, perché è indeterminata, perché è bizzarra, perché non individua bene quindi diventa inapplicabile. È una legge che deduce all'inganno, che declina all'inganno perché illude, perché facendo così illude. Il personale amministrativo, il tecnico, tutti, perché tutti e nessuno. Io dico all'amico Puzzu e anche all'amico Pasqui, a distanza di un anno facciamo una cosa: se nelle cinque province, se una sola persona per ogni provincia, quindi cinque in tutto il territorio regionale, si insedierà in applicazione di questa legge, io vi do la mia parola e sapete che la mantengo. Io verrò qui, mi cospargerò il, il capo di cenere e chiederò scusa. Ma non c'è questo rischio. Però possiamo fare un'altra cosa, Carancini. Se tu lo fai perché è il tuo territorio e so quanto ci tieni, perché non promuoviamo un dibattito su questa legge, ad esempio a Casa di Pasqui, a Camerino? Un dibattito per affrontare, dibattere con i cittadini. Con, facciamolo, Pasqui e io guarda, se tu mi inviti no? se tu mi inviti io tra l'altro ti offro anche cena nel tuo territorio e facciamo questo dibattito con i cittadini Bene. perché vedete, ecco, finisco continuo dopo Presidente Gra grazie, la consigliera Jessica Marcozzi, dichiarazione di voto eh, no, volevo fare una precisazione perché io prima ho detto al consigliere Cesetti eh, di non utilizzare ancora, bizzarra, assurda, ridicola, goffa la, la continua ad utilizzare Continua a utilizzare queste parole. Voglio ricordarle adesso, mi è venuto in mente, consigliere Cesetti, che quando in minoranza approvavamo il bilancio, che noi abbiamo votato sempre contro, eh, era un bilancio tecnico. Allora quella è una legge di bilancio importantissima, bizzarra, assurda ridicola. Eh sì, perché adesso mi è venuto in mente, consigliere Cesetti, caro collega, quando 2015, 16, 17, 18, 19 approvavamo il bilancio di previsione, era un bilancio tecnico. Allora quella una legge più importante della regione, era una legge bizzarra, assurda, ridicola e goffa. Bene, andiamo adesso al voto sull'emendamento 1/3 apertura della votazione. Prego votare. Non è accolto, quindi fa decadere gli emendamenti 2 1 e 2 4 emendamento 1 barra 4 scusate, chi è che chiede di intervenire per il voto? Consigliere Carancini. Allora no, abbiamo scusi, votato l'emendamento 1 barra 3 scusa, Prego. sulla valutazione. Sulla valutazione della decadenza del 2 1 e 2 4. Onestamente non comprendo, sono assolutamente autonomi rispetto alla previsione precedente. Guardi, facciamo in questo modo, abbiamo A del tam... tempo, lo verifico. Eh, va bene, intanto Perfetto. andiamo avanti con l'1-4. Sì, dichiarazione di voto. Sì, la dichiarazione dell'1-4 eh, non può non partire, purtroppo è assente, mi dispiace la consigliera Marta Ruggeri. Eh, che aveva sostanzialmente presentato un emendamento analogo a quello che, che abbiamo presentato come Partito Democratico. Lo dico perché mi sembra corretto nei suoi confronti e soprattutto corretto nei confronti del, del, delle, delle aree interne dei comuni all'interno eh, della, della provincia territoriale di appartenenza. E in fondo, e Credo che fosse eh, serio diciamo, evocarlo. In fondo l'emendamento 1.4 eh, riporta a questa uguaglianza. Io mi chiedo, scusate, eh, onestamente l'Aula è il luogo unico dove ci si può confrontare. Ser Filippi, cancellieri, ma fateci capire perché non votate questi emendamenti? Ser Filippi. Delle aree interne dei comuni, delle aree interne del Pesarese, del Fanese o dell'Alconetano. Non vi importa? Lo farete do domani mattina, ma perché non lo fate oggi? Perché non lo fate? C'è un motivo? Spiegatecelo, spiegatecelo. Ovviamente noi voteremo favorevolmente. grazie. grazie. Intervento di Maurizio Mangialardi, prego. No, no, grazie Presidente. Solo per chiedere da adesso in avanti il voto nominale su tutti, tutti gli atti. Grazie, da capogruppo, quindi va bene, va bene, basta la sua richiesta. Allora, mettiamo adesso in votazione l'emendamento 1-4, apertura della votazione. Vi prego di votare. anche il consigliere Giacomo Rossi che oggi festeggia i suoi primi 40 anni, quindi auguri di cuore. Bene, chiusura della votazione, favorevoli 8, contrari 20, astenuti nessuno, l'emendamento 1-4 è eh, respinto e fa decadere l'emendamento 1-5 per la connessione fra i comuni marchigiani compresi nei allegati e il territorio delle comunità montane. Per quanto riguarda giustamente il quesito che ha posto il consigliere. Carancini fra l'emendamento 1-3 che trascinava in decadenza il 2-1 e perché nel primo si parla di medico di medicina territoriale ospedaliera, cioè l'1-3, che viene richiamato praticamente eh, sull'emendamento 2-1, medico di medicina territoriale ospedaliera e nonché infermieristico, mentre per il 2-4 eh, che, che è la modifica dell'articolo 1,1, quello di cui abbiamo parlato. Mentre l'emendamento 2-4, sempre relativa a personale sanitario medico e medico di medicina territoriale e quindi è legato praticamente come, eh, come diciamo, connessione oggettiva al primo emendamento che abbiamo respinto. Passiamo quindi all'emendamento 1-... Prego, prego, consigliere. Allora, io oggettivamente contesto che venga escluso l'emendamento 1-5 per questa ragione... È evidente che, che eh, l'emendamento precedente fosse più generico. Questo è un emendamento diciamo più di dettaglio che naturalmente non è incompatibile con, eh, no, come dire, ha ad, ad, ad oggetto una, eh, un inserimento differente. Voglio dire che si può non... Eh, Approvare l'emendamento precedente, ma si può approvare questo emendamento, che è alternativo rispetto alla previsione di legge originaria. Non è che stiamo nello stesso tema. Vi chiedo scusa, ma vi prego di controllare perché mi parrebbe un po' arbitrario non considerarlo. Il tema di fondo è che sull'amendamento 1/5 lei richiama ai fini della presente legge per territorio montano e are interni di cui è il comma precedente. Ma se il comma precedente non c'è, è chiaro che non può sussistere. Lo possiamo mettere in votazione, però questa è il, la, la carenza. Aspetti, aspetti, che. Aspetti, che credo che. Prego, 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 prego sì, il comma precedente è il comma 1. Della legge dell'articolo 1 esatto, que questo che vuol dire non è che il comma 1 dell'articolo 1 precedente a quello che non avete approvato, Cus scusate, eh. vuole dire all'articolo in generale. Dire è, questo. È certo. Allora lo mettiamo in votazione comunque. L'emendamento, eh, vuole fare la dichiarazione di voto? Eh? Sì, grazie presidente, rapidamente per cercare anche qui di contribuire. Rispetto al ragionamento, e anche qui mi rivolgo in particolare diciamo, a tutti coloro che hanno dichiarato che in fondo come dire, domani mattina ci sarà una proposta di legge per tutte le marche, c'è un criterio astratto e generale che individua in maniera coerente e logica le aree interne che ovviamente è stato bocciato, ma questo è un criterio diciamo, più di dettaglio rispetto a tutto ciò, e riguarda le unioni montane e in particolare, ribadisco, la mappa delle aree interne 2020, che è una mappa che predispone il Ministero, eh, eh, ministero e eh, attiene a una classificazione analitica <coughs> di tutti i comuni in... <coughs> chiedo scusa di tutti i comuni italiani dentro una classificazione che li suddivide in comuni intermedi, in comuni città, diciamo periferici alla città, le ultime due cari... categorie sono i comuni periferici e ultraperiferici, credo che chi si occupi di, di comuni di aree interne e zone montane in quel criterio che sarebbe un criterio integrativo del primo vengono ricomprese tutte le aree anche quelle de, colpite dal terremoto per poter eh, avere questa indicazione ecco perché credo che sia un criterio oggettivo che vada a beneficio di tutti i territori e che quindi secondo noi sulla base dell'impostazione data agli emendamenti costruttivi che abbiamo voluto proporre naturalmente potrebbe essere accolto se vi fosse, ripeto, una coerenza fra le dichiarazioni ascoltate e, e, e il voto poi. Eh. Bene, non ci sono altre dichiarazioni di voto. Mettiamo in votazione l'emendamento 1 barra 5. Approvato. L'emendamento 1 6. Dichiarazione di voto? Consigliere Cesetti, prego. Sì. Grazie, grazie, grazie presidente. Eh, io per dire che voterò a favore di questo emendamento Carancini, che ripeto, tende a rendere più dignitoso, diciamo un provvedimento. Volevo dire da Marcozzi, perché non mi va di lasciarle cadere, che io bilanci tecnici a differenza vostra, non l'ho mai portati. Basta dire le risorse che, che ci mettevo alcune le ricordava Puzzu, ma Vedete, anche se avessi portato un bilancio tecnico, una legge di bilancio tecnico, se fo anche fosse come la vostra, non è una legge bizzarra o assurda. Se io invece scrivessi nella legge di bilancio che quella legge finanzia prioritariamente spese obbligatorie e vincolanti, sarebbe una legge bizzarra e sarebbe una legge assurda, la bizzarria. Che rende che rende bizzarra L'attività legislativa di quest'Aula e quindi ci investe tutti perché quando dico che questi provvedimenti sono bizzarri, assurdi, e ovviamente me ne ci va anche di me perché anch'io sono un legislatore insieme a voi, e allora quanto si scrive? Gli interventi previsti da questa legge sono destinati prioritariamente ai comuni nei quali, a seguito dell'espletamento nei due anni antecedenti di una procedura di assunzione, i relativi posti sono rimasti vacanti. Innanzitutto, quale procedura di assunzione? Quali? Quali procedure? Di che? Per che cosa? Per, per che, cosa? Che, regoli? che regoliamo il passato? Che è una legge penale? Regoliamo il passato? E come si fa a scrivere Presidente? Come si fa a scrivere prioritariamente? E io dico alla, alla, alla mia amica Jessica Marcozzi, no? che sta qui a difendere l'indifendibile... E, e lascia perdere, Jessica, perché poi me, me, dopo, dopo te ne vai a cercare, no? Ma tu fai la Presidente della Commissione delle Valutazioni. Ma sta Commissione delle Valutazioni. Ma quando le svolge le funzioni? Ma come può valutare positivamente una legge che scrive prioritariamente ai comuni ai quali è seguito il nei due anni precedenti? Ma, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Ma chi sono? Ma non... Ma, Dispone per il passato prioritario. Qui c'è la retroattività, eh c'è l'indeterminatezza la prioritaria, non ci sono le modalità con cui vengono dati, non si capisce quali sono i concorsi, si, si determina la disuguaglianza tra territori, tra soggetti. Ma vi rendete conto? Ma, chi è il soggetto beneficiario. Ma vi rendete conto? Quindi io non posso definire questa legge assurda bizzarra, goffa e quindi ridicola, io ho il dovere di farlo, perché sono un legislatore e la dignità della funzione legislativa, che viene vilipesa dalla goffaggine di un provvedimento, investe ciascuno di noi, perché investe l'istituzione, perché non è un bel servizio che si rende a un'istituzione della Repubblica che ha funzioni legislative una legge di questo tipo Presidente e questo vale anche per lei che dovrebbe sovrintendere anche su questo Prego. Sì Presidente. Per non ripetere quello che abbiamo detto tanto, vi chiedo scusa solamente per... Silenzio in aula ancora una volta, eh, altrimenti sospendo la seduta. Chiedo a tutti i consiglieri di rimanere in silenzio in aula. Niente, solamente per ripetere che ancora una volta, per, e non andare analiticamente sui vari emendamenti c'è un approccio c'è un atteggiamento da parte della maggioranza che sostanzialmente contraddice le, le dichiarazioni non è la prima volta scusi consigliere Santarelli siccome molte volte mi riprende abbia pazienza eh, eh, dicevo che a differenza di quello che avviene voi dichiarate ma lavoriamo insieme Proponeteci. Eh, io voglio dire che voi sostanzialmente, e ci volete tanto bene, tanto che Puzzo dice ma scusa, nel futuro lavoriamo insieme, ma perché oggi non avremmo potuto lavorare? Insomma, vi smentite da soli. Siete stati capaci di bocciare, lo dico, lo dico con simpatia, siete stati capaci di bocciare o perché non l'avete letto o perché... Per voi la Costituzione, come dire, è altra cosa. Il comma primo, il primo emendamento, tendeva ad aggiungere sull'articolo 1, comma primo, come fonte di questa legge la Costituzione. Non l'avete citata. Siete. No, te lo dico io perché allora non avresti dovuto mettere, Assessore Saltamartini, che dichiara che questa legge è provvisoria. Credo che un assessore che dice, come dire, non so come consigliere, una cosa come questa dovrebbe fare un mea culpa. Non esiste la legge provvisoria. Per un docente di diritto costituzionale, quale ti vanti di essere? Non esiste una legge provvisoria. Assessore Saltamartini, ho evitato prima, siccome però adesso fai lo splendido, ti voglio dire che non esiste la legge provvisoria. O esiste o non esiste una legge, non una legge provvisoria. Non li smentire i tuoi, perché i tuoi hanno parlato di contributo, tu hai parlato di altro. E non esiste la legge provvisoria. Io mi vergognerei a dirlo, ma soprattutto non mi vanterei. Siccome avete citato nelle fonti di questa legge le norme europee, le leggi nazionali, credo, siccome l'hai citata tu, l'articolo 44, secondo comma, tu l'hai citato, eh, io credo che in questa legge, come dire, avrebbe fatto per, perfettamente capolino. Voglio dire che in realtà siete in grado di negare voi stessi. E io lo so che leggo negli occhi di Giorgio Cancellieri che è una persona... Io lo capisco. La prego di Ho finito, Presidente. Io lo capisco. Io lo capisco. Però in questo cito un pezzetto della mia relazione. Il Consiglio regionale, i consiglieri regionali devono ritrovare la dignità rispetto alle cose, non stare ai diktat di qualcuno che decide quante risorse avere, interessarsi di tutta la Regione, non di un pezzo di essa. Grazie. Non ci sono altri interventi? Mettiamo no, c'è l'intervento del consigliere Fabrizio Cesetti, chiedo scusa, lei ha la parola. Sì Presidente, io l'indicazione di voto l'ha fatto Carancini, ma io parlo in dissenso perché devo parlare, in dissenso e abbandono l'aula, ovviamente lo faccio per parlare, perché voglio che resti agli atti quello che dico, non importerà, ma non c'è problema. Ma anche perché non riesco neanche a votare contro un articolo di questo tipo. Perché questo articolo calpesta la dignità, la dignità legislativa, la dignità, e non sono io che, tra virgolette, offendo, è votando questo articolo che si offende. Quando si dice, oltre alle considerazioni che abbiamo già detto, la Regione in attuazione della normativa statale e dell'Unione Europea nonché del comma 7 dell'articolo 4 dello Statuto Regionale, lo avete letto? Articolo 7. La Regione. Riconosce la specificità del territorio montano e delle aree interne, ci mancherebbe certo, promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un'equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro ed adeguate condizioni di vita. Mi dite come possono essere conseguiti uno, soltanto uno, mezzo, un decimo di questi obiettivi con una legge di questo tipo? che prevede, che promuove, promuove, badate bene, promuove, neanche riconosce, promuove l'insediamento nei piccoli comuni dell'entroterra marchigiano di personale dipendente del servizio non si dice quale, se è, come dicevo prima, personale amministrativo, personale tecnico, quindi funzionari di amministrativi, funzionari di tecnici, ingegneri, oppure osse, medici, eccetera, se invece si, si approvava l'emendamento Carancini che prevedeva appunto nei medici medicinali privati di libera scelta sarebbe stato possibile quindi è poi l'altro il comma 1 bis diceva prima Pasqui perché se no dimenticavo dice Sa, ma qui dice Cesetti tra virgolette offende anche le strutture regionali io offendo le strutture regionali perché perché la storti e gozzini Avrebbero dato il via libera a questa legge. Ma guardate, allora la Storti, la Storti è noto quanto sia alta la mia stima nei confronti della Storti e come lo sia anche nei confronti di Gozzini, che anche se Gozzini non lo conosco, la Storti l'ho conosciuta ad operare, quindi è una persona che io stimo tantissimo. Ma a me la Storti e Gozzini, sotto l'aspetto del legislatore a me non mi devono insegnare nulla, anzi, forse qualcosa io posso insegnare a loro. No? E con questo si potrà convenire, che significa? Loro danno un parere, danno un parere tecnico, che è cosa diversa. Di fare la, il fare diciamo, il legislatore, quindi questo non c'entra nulla. Questa, ripeto, è una legge che, tra l'altro, questi obiettivi di cui l'articolo 1 è impossibile cioè, che, vengano, che vengano conseguiti. Quindi, Presidente. Non approfitto ulteriore tempo, io con il permesso ovviamente del gruppo, questo mi assento, perché non me la sento neanche di votare contrario ad una tra virgolette, tra virgolette, Quindi, dichiarazione tra virgolette di dichiarazione di diciamo, astensione non di abbandono l'aula. Paulo proprio di questo tipo ah, Abbandono l'aula, perfetto. Lascio l'Aula il consigliere Cesetti per l'aggiunta l'assessore Filippo Saltamartini, prego. Sì, Presidente, io non replico mai, eh, non è mio costume replicare consiglieri a, a coloro i quali ritengono di esplicitare. Nell'ambito del mandato tutto quello che vogliono. Eh, lo dico però uh, al, al consigliere Carancini, questa norma ha la caratteristica della straordinarietà, ha la caratteristica di intervenire per una questione emergenziale in un'area delimitata. Ora eh, c'è da tener conto che altrimenti bisognerebbe spiegare nel nostro Paese perché nelle marche noi diamo delle eh, diciamo così dei provvedimenti al personale che lavora in certe zone rispetto ad altre. Quindi c'è la necessità di garantire la ragionevolezza della norma, no? Quello che abbiamo detto, la ragionevolezza della norma, cioè l'adeguamento al principio di uguaglianza proprio consiste nel fatto di dare funzionalità a quei servizi sanitari in aree colpite dal terremoto dove i concorsi espletati per eh, garantire la funzionalità del servizio sanitario nazionale non hanno sortito gli effetti desiderati, cioè l'occupazione del posto da parte del personale dei sanitari e degli infermieri. Questo è il principio di ragionevolezza. Teniamo conto, lo ripeto, perché qui molto spesso dagli interventi sembra che questo sia il Parlamento supremo, non so. noi abbiamo una normativa molto chiara. L'articolo 117 è chiarissimo. La, eh, il potere legislativo delle regioni è un potere legislativo concorrente, concorrente significa che abbiamo il potere di legiferare all'interno dei principi dettati dallo Stato. La materia che riguarda il trattamento e le condizioni remunerative e retributive del personale non appartiene alla potestà legislativa regionale, questo è il motivo per cui questa norma era necessaria, non potevamo inserirla nella legge quadro regionale sulla sanità no? quella che abbiamo approvato ad agosto per tale ragione la, questa norma si è appalesa perfettamente congruente con la nostra Costituzione perfettamente congruente con le finalità che la Regione persegue e ritengo sinceramente che anche se il Governo potrà impugnarla la Corte Costituzionale potrà eh, giudicarne la sua ragionevolezza poi lo vedremo quello che succede per il momento Tutte le critiche che sono state esplicitate qui alla legge regionale, vi ricordate la, la palese incostituzionalità di moltissime norme, non è stata accertata, non è stata neppure impugnata la nostra legge dal governo Draghi davanti alla Corte Costituzionale. Quindi penso che sia un messaggio assolutamente positivo quello che oggi noi andiamo ad approvare di dare continuità dei servizi in zone. Eh, particolarmente danneggiate del cratere, è un segnale chiarissimo e non capisco sinceramente come mai l'opposizione, ecco faccio opposizione anche su delle cose molto evidenti. Eh, per quanto riguarda il richiamo alla Costituzione, Garancini, questo era il motivo, cioè eh, sarebbe stato utile no? delimitare questo, indicando il 44, io l'ho visto il tuo primo emendamento, però se la Costituzione è richiamata, comunque penso che la legge regionale si debba conformare comunque alla Costituzione, cioè il fatto che una legge si richiami la Costituzione o meno è del tutto ininfluente, ecco solo questo volevo dire, grazie. Grazie, il consigliere Carlo Ciccioli, prego. No, io torno su un argomento, cioè, ogni volta che c'è una legge, no? un, un documento, c'è cioè, questo atteggiamento di superiorità morale, superiorità morale che ha affondato la sinistra. Perché la sinistra perde continuamente le elezioni politiche, eh, parlamentarie e via di seguito, o molto spesso. Per questo atteggiamento di grande arroganza, grande spocchia, si capisce e via di seguito. Questo è un provvedimento che cerca di mettere una pezza su una situazione oggettiva. Cioè non è uno pasta che, che chiede ai cittadini di quella zona sa delle difficoltà che ha nell'accesso alla alle prestazioni sanitarie perché non c'è più il medico c'è eh, quattro paesi più là è, 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 è complicato non, magari non viene a casa e via di seguito riuscire a implementare l'offerta è secondo me un servizio ai cittadini poi che lo stesso problema si pone in maniera diversa in altre zone e via di seguito bene non solo non disconosciamo ma è, è è una cosa anch'essa da affrontare in questo momento nell'ambito delle vicende dell'area del sisma del cratere noi possiamo dare questa risposta perfettibile perfettibile perché valuteremo eh, noi quando al servizio bilancio abbiamo cercato di trovare i fondi no? l'abbiamo dovuto in, imputare a dei capitoli perché non, altri non c'erano non era opportuno a, eh, ai fondi di riserva abbiamo cambiato il capitolo e via di seguito eh, ci siamo posti il problema è anche che questi 200 mila euro del primo anno se riusciamo a spenderli tutti li rimputeremo l'anno prossimo ma non è mettere in piedi un percorso virtuoso attrattivo è molto complicato ma è complicato sia che l'assessore eh, Filippo Saltamartini sia l'assessore fosse stato un altro di un'altra di un'altra area politica perché è un problema oggettivo in cui, nel quale sciogliere il nodo è molto complesso per normative nazionali, per contratti di lavoro nazionali e per mille altre cose. Consigliera Anna Casini, prego, lei la parola. Allora, grazie Presidente. Intanto forse non si è compresa la mia domanda dell'intervento precedente, certamente per mia responsabilità gliela rifaccio, Presidente. Perché non c'è la clausola valutativa in questa eh, norma? Glielo chiedo come vicepresidente del Comitato di Valutazione delle Politiche. Perché una legge come questa capite bene che ha necessità che venga inserita la clausola valutativa e poi insomma vorrei rispondere. Per caso, ho sentito prima il consigliere Ciccioli eh, no, usare tanta enfasi, ovviamente contro il PD. Abbiamo perso, eh, noi siamo, ci sentiamo superiori, bla bla bla, lo dice sempre e anche stavolta l'ha detto. Ma io gli vorrei leggere l'articolo 1. Che tra l'altro è composto da due soli commi, quindi non è una roba complessa da capire, è piuttosto semplice. E dice: l'insediamento, la regione in attuazione della normativa statale ci mancherebbe altro, promuove, e quindi abbiamo già detto che usiamo un verbo che lei mi può, eh, può condividere con me, che non si tratta di un verbo che decide, un verbo indicativo, ma è mai un verbo generico. L'insediamento di personale dipendente del servizio sanitario nei comuni marchigiani, compresi in ragato 1 e 2, eccetera, eccetera, sappiamo che sono quelli della 189 e quindi quelli del cratere. Ora lei mi deve dire dove c'è scritto che questo personale sanitario è medico, infermiere o DOS. O come hanno detto i miei colleghi precedentemente, può essere un architetto come me perché magari se... Lei sa che ci sono dei tecnici che sono dipendenti del servizio sanitario regionale, no? quindi potrebbe essere eh, assunto un qualunque eh, tecnico. Allora, innanzitutto, visto che stiamo redigendo e preparando una legge, la cosa eh, principale, se lei parlo di lei, se lei vuole implementare i servizi sociosanitari, ci scrive qui quali sono le figure. Oltretutto, gli interventi previsti da questa legge sono destinati prioritariamente e non a eh, quei comuni nei quali a seguito di espletamento nei due anni antecedenti c'è stata una procedura di assunzione eh, per, rispetto alla quale sono rimasti posti vacanti: e poi posti di che cosa? Cioè, posti di che cosa? Non c'è scritto qui, non c'è scritto posti vacanti di cosa? Posti vacanti da calzolaio, posti vacanti da veterinario? Non c'è scritto. Oh, rimane sempre personale dipendente del servizio sanitario, lo si presume perché è scritto nella, nel comma precedente perché se no non c'è assolutamente scritto da quale procedura. Oh, altra cosa grave, ma mi fa ridere perché eh, anche lei, Saltamartini, che insomma voglio dire la materia la conosce, non si pone il problema: ma il comune come fa ad espletare le procedure eh, di scelta del, del, del candidato? Come fa a fare i concorsi il comune? se lei ha appena sciorinato tutte le sue conoscenze sul 117 e seguenti della Costituzione. Come fa il Comune? Non è competente il Comune e non può decidere in maniera autonoma, perché tra l'altro cioè spesso in comuni molto piccoli lei mi insegna che alcuni soggetti eh, hanno come bacino di riferimento eh, alcuni medici più di un Comune rispetto al numero degli abitanti. Quindi io vorrei sapere come si concretizza già soltanto l'articolo 1 e qualche domanda me la porrei. Invece di eh, sostenere che noi siamo arroganti, io mi chiederei due cose. La prima, eh, chi è il dipendente eh, individuato, quindi chi sono questi soggetti e direi se sono medici, infermieri, osso o calzolai e poi chi fa le selezioni del personale in base a quali requisiti. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, facciamo eh, la votazione e poi rispondo alla consigliera Casini sulla questione della clausola valutativa. Quindi mettiamo in votazione l'articolo 1, finalità e individuazione. Chiusura della votazione, favorevoli 17, contrari 5, astenuti 1. E Situazione praticamente e il controllo dell'andamento della legge però non è obbligatoria quindi non deve necessariamente essere inserita in tutte le leggi in questo caso, in questo caso se c'è un emendamento che poteva essere valutato si poteva inserire ma questo è un dibattito che rimando all'aula per l'applicazione in termini praticamente di stretta come posso dire proceduralità non vi è la necessità Mozione d'ordine. La parola alla consigliera Casini. Un attimo solo. Grazie. Prego. Presidente, le chiedo per quale motivo non sia, sotto, eh, sia sotto, eh, sottoposta anche questa, questa norma, come sempre accade, al eh, comitato che decide eh, se sia opportuno o no inserire la clausola. In questo caso, non mi pare, posso sbagliare perché sono stata assente in una seduta, quindi è possibile che sia stata esaminata nel corso di quella seduta. Non mi pare che sia stata sottoposta al comitato che decide in maniera discretta. Altrimenti, lei mi deve dire chi ha deciso di non sottoporla in base a quali criteri. Poi, se, se, se non c'ero io, eh... consigliera Jessica Marcozzi, credo su Prego questo. Spiego perché Come? ho chiesto a Elisa. Prego. Allora, il 25 novembre mancava un componente a seguito delle elezioni, la consigliera all'epoca, consigliera Biondi è diventata assessore, quindi mancava un componente nel, nel comitato. Che cosa accade? Che la legge il 25 novembre è stata licenziata e iscritta ed è per questo motivo che non c'è la clausola valutativa. Non si è radunato il comitato per mancanza, lo sappiamo, di un consigliere della Lega perché non era stato sostituito ed è per questo motivo che non c'è la clausola valutativa. Concludo questo argomento dicendo che da parte della, della, della Segreteria dell'Assemblea tutte le leggi, vengono in, le proposte di legge anzi, vengono inviate al Comitato prima del, di essere portate in aula. Quindi ecco, ritorno al punto di partenza, ma giustamente la ringrazio eh, Consigliere Casini di avere, eh, diciamo così, essere intervenuta su questo aspetto perché dobbiamo utilizzare tutte le armi a disposizione. La clausola valutativa in generale è un'arma in senso buono che serve ai consiglieri di opposizione ma anche e soprattutto ai consiglieri di maggioranza, la maggioranza stessa per mantenere a mio avviso un andamento il più attuativo possibile delle leggi. Detto questo passiamo all'articolo 2, interventi. Vi sono ancora consigliera? Sì, va bene, a lei la parola, prego. No, Presidente, perché lei ha detto una cosa inesatta, cioè che è discrezionale l'inserimento della clausola valutativa. Doveva aggiungere che è discrezionale ma che lo decide il Comitato, a parte il caso di specie nel quale, nel quale non c'era il numero legale, quindi insomma, poi vedrò con la Presidente, ma non è discrezionale, cioè non mi pare che sia possibile non mandarla al Comitato di valutazione, perché se questo fosse sarebbe, sarebbe molto grave. No, guardi, io ho detto una cosa diversa, ho, detto, e ho chiesto proprio al segretario se avessi detto una cosa che eh, diciamo non pensavo, che qualsiasi consigliere con un emendamento può inserire la clausola volutiativa. Ecco, non, non che non è discrezionale. Sì, sì, no, no va bene. Però l'interpretazione credo che sia adesso comprensibile da parte di tutti. Lavoriamo sullo stesso, su, per le stesse finalità. Articolo 2, interventi, vi sono... Alcuni emendamenti partendo dall'emendamento 2 2 a firma Carancini ed altri, l'emendamento 2 3 a firma Carancini ed altri, l'emendamento basta. Per quanto riguarda questo articolo, il consigliere Carancini prego lei a lei. Sì, Presidente, intanto credo che l'articolo 2, l'emendamento 2 1, sia assolutamente ammissibile. Eh, forse non è stato visto puntualmente, ma comunque. È una, un emendamento innovativo perché inserisce sostanzialmente un criterio dentro la legge che riguarda l'inserimento di questo emendamento nei bandi di concorso. Questo è l'oggetto che quindi non è affatto incompatibile con la previsione iniziale. E cioè che cosa si intende diciamo, affermare? Si intende affermare che nei bandi della regione, proprio per... Come dire, rendere trasparente e rendere direi anche incentivante la possibilità del previsto contributo eh, di 12.000 euro, venga inserito in questi bandi anche questa indicazione. Ovviamente nelle forme dovute attraverso come si prevede nella legge il contributo ai comuni. Il secondo emendamento eh, tende in realtà a definire una modalità di chi può usufruire del contributo, cioè tutti coloro che intendano spostarsi nel comune richiedente. Quindi è un elemento discretivo di valutazione positiva per tutti coloro che naturalmente intendono spostarsi. Mi pare che invece... Il 2, personalmente il 2-3 sia assolutamente diciamo, soppresso per la mancata approvazione precedente e anche il 2-4. Grazie. Consigliere Fabrizio Cesetti, prego. Sull'articolo e sugli emendamenti. Io chiedo a Romano Carancini se mi segue lui perché, io ripeto, io so, stamattina ho visto questa, questa PDL. La, no, lo ripeto, Anna, perché se ne occupava lui, lo ripeto perché appunto cerco attenzione, però eh, forse ha la dimostrazioni che apprendo anche abbastanza celermente, diciamo. Allora, qui l'articolo 2 parla degli interventi, finalizzati l'articolo 1. Allora... Romano, ti prego di seguirmi. Allora, e colleghi, se mi potete seguire. La finalità qui si promuove, lasciamo perdere altre considerazioni. Anche tu, Casini, seguimi: promuove l'insediamento di personale dipendente del servizio sanitario. Bene? Promuove nei commi indicati al comune. Personale del servizio sanitario. Allora, il tema è questo: quindi, può essere anche personale amministrativo. Può essere anche personale tecnico, giusto Carancini? Non solo, ma può anche essere personale che non presta attività, ad esempio, in quella struttura. E questo è il punto. Signori, vi prego di seguirmi, Assessore Saltamartini. Che cosa può succedere? Che cosa può succedere? Può succedere che non solo prendiamo il comune la città di Pasqui. Fabriano che c'è, Marcozzi l'ospedale. Allora lì può chiedere la residenza con le premialità uno che lavora all'ospedale di, di, di Camerino, ma lo può prendere anche uno che fa l'amministrativo a Camerino, ma può prendere la residenza con le premialità uno che fa l'amministrativo e lavora a fermo e dice io vado a casa a camerino perché la mattina mi piace partire da camerino e guardarmi le, le colline e andare a lavorare a fermo lo può fare anche lì non solo, non solo. quindi quindi non solo c'è un altro aspetto può chiedere può chiedere quindi si promuove l'insediamento si può insediare nel comune di camerino un un infermiere, chiamiamo, diciamo un infermiere, lasciamo perdere l'amministrativo, un infermiere, un infermiere che lavora magari a Iesi. Che lavora a Iesi, giusto? Quindi un infermiere che lavora a Iesi può chiedere di essere insediato a Camerino, prendere la premialità di 12.000 euro e andare tutte le mattine a lavorare a Iesi. A Iesi. No! No, e dove sta scritto? Non c'è scritto, perché voi parlate di personale del servizio sanitario e il servizio sanitario è regionale, è regionale, questa cosa qui a me mi è venuta, vedete, siccome Anna Cassini mi ricorda che io apprendo facilmente e allora ovviamente un attimo visto, dico fammi sfruttare questa capacità, innata ovviamente, no? E, e quindi innata nato Mangiarardi e, e allora sono andato qui e subito l'ho... L'ho specificato, quindi può essere non residente. Non solo, facciamo un altro aspetto, che facciamo dopo? Abbiamo degli imbrogli, quindi uno di, di Iesi, che lavora a Iesi, del servizio sanitario, chiede di essere insediato a Camerino, va lì e tutte le mattine parte per lavorare a Iesi. Supponiamo che sia un infermiere, che fa se si insiede lì, che fa? Gli facciamo fare la reperibilità notturna, ma che siamo fuori di testa? Non solo, sa perché si crea il danno? Il danno, pensate la persona anziana. La persona anziana che vive a Camerino, che sa che un, un infermiere, un medico dell'ospedale dell di Iesi è stato insediato a Camerino perché prende la premialità. E quello va lì a dormire la sera, va a dormire lì con la moglie, con la fidanzata, con chi gli pare, va a dormire lì. L'infartuato, per usare il termine di Pasqui, l'infartuato di Camerino, che fa la notte? Che fa? Chiama quello? Ma quello dice, ma tu che vuoi da me? io mica faccio mica faccio l'attività mica faccio l'attività qua ma vi rendete conto no? queste cose non ci sono scritte eh? ma non l'avete perché 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 il problema è questo il problema è questo ovviamente mi rendo conto che vi è difficile leggere una cosa bizzarra una cosa, io adesso me ne sono accorto perché, allora le cose sono due, o io, o io sono particolarmente intelligente, ma non mi sembra di avere, penso di avere un'intelligenza normale, grazie a Dio, oppure voi non l'avete letto, o non l'avete letto. E non posso pensare che non sapete leggere, però cara Marcozzi, questa cosa qui, qui non c'è scritta, qui c'è il personale delle dipendenti del servizio sanitario quindi può essere insediato nel comune di camerino o le aree interne uno che lavora lungo la costa perché dice io vado dove voglio fare la casa voglio andare a casa a camerino e poi va a lavorare questo è poi dovrò dire dopo dovrò dire dopo in relazione a questo altre argomentazioni grazie non ci sono altri interventi quindi passiamo alla um... Votazione della dichiarazione di voto sul 2 barra 2. Prima, però, devo dare una spiegazione e ripetere quello che ho detto prima per quanto riguarda anche confrontandomi con il dottor Russi e gli altri collaboratori. Dunque, sull'emendamento 1, sull 1 barra 3, eh, si proponeva l'insiedamento del personale, le, le figure di medico di medicina territoriale e ospedaliera nonché infermeristica. L'emendamento 2 barra 1 parla di concorsi di cui l'articolo 1,1 relativo proprio ai medici eh, di eh, medicina territoriale ospedaliere nonché infermeristico. Ma siccome non c'è questo presupposto si è ritenuto questa situazione. Ok, allora mettiamo la eh, dichiarazione di voto sull'emendamento 2-2. Consigliere Carancini vuole intervenire? Prego. Sì, eh, è un emendamento che tende a migliorare l'articolato legislativo. E soprattutto a sottolineare come sia indispensabile per poter beneficiare dell'eventuale dell contributo di 12.000 euro, ammesso ma non concesso, che rientri, rientri all'interno eh, delle condizioni per cui, la per cui la giunta decide di intervenire eh, in base all'articolo 2,2 perché è la giunta che definisce le modalità, naturalmente tende a valorizzare chi vuole spostarsi dentro quel contesto territoriale previsto. È una forma, come dire, più puntuale, più precisa per poter rendere coerente la legge. Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Nessuno, quindi mettiamo in votazione l'emendamento 2 barra 2, apertura della votazione. ...di voto l'emendamento 2 barra 3. Consigliere Cesetti, prego. Due 3 il tuo Romano. Ovviamente l'emendamento Carancini voto a favore, però voglio riprendere il discorso di prima e mi rivolgo al vicepresidente che è sempre molto attento e che ringrazio anche per questo. Dice il vicepresidente, assessore alla sanità, questa è una norma con le caratteristiche della straordinarietà per i servizi sanitari. Sono parole di Saltamartini, stanno a verbale. Norma con le caratteristiche della straordinarietà per la garanzia dei servizi sanitari. Dove sia una norma straordinaria, ad esempio, prevede un'organizzazione e misure economiche straordinarie, qui non si vedono. Ma io invito Saltamartini, come assessore della sanità, a fare una riflessione. Che so che Salta Martini non poteva volere questa legge in questi termini. Salta Martini, per come lo conosco io, lui non può volere una, una legge del genere, la subisce, lo conosco troppo bene, la subisce, la subisce, non la può condividere. Però lui può dire quello che vuole, perché io lo invito a fare una riflessione su quello che ho detto prima. Se non crei un disservizio, se non crei un disservizio alla, alla organizzazione dei servizi sanitari sul territorio regionale una cosa di questo tipo. Pensiamo un attimo non al caso limite, pensiamo sempre, guardiamo al Comune di Camerino come esempio, pensiamo a una persona che abita che abita eh, al confine di Camerino, che però lavora a, Iesi. lavora a Iesi. Lui trasferisce la residenza dentro le mura ai confini di Camerino, magari c'è pure la casa di un parente, eccetera. Come capita, anch'io ho le seconde case, no? Tanti di noi, familiari, genitori. Va lì, prende i 12.000 euro e poi torna a lavorare a Iesi. Ma non è tanto che prendi 12 euro, al limite, vabbè, ha fatto fuori 12 mila euro, è già una cosa che questa non è possibile perché determina, tra virgolette, dei problemi che non sto qui ad evocare. Ad evocare. Ma il tema è che si crea l'illusione, perché nella persona anziana il fatto che un medico, magari un infermiere, risieda lì, gli dà la sicurezza, magari ci fa affidamento, chissà se sto male, lo posso chiamare, confondi in quel modo. Perché è l'idea che voi gli volete inculcare? Perché voi volete inculcare a queste persone che hanno bisogno, che sentono un'esigenza reale, gli volete dare uno spot, gli volete dare l'illusione, l'illusione anche per colmare le loro paure. E questo, 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 sa che cos'è questo? Questo non è. Se è così... Questo rischio è solo un rischio, un rischio di questo tipo, un rischio di questo tipo. Non sarebbe, finisco, non sarebbe bizzarro, non sarebbe goffo, non sarebbe assurdo. Un rischio, parlo, eh, un rischio di questo tipo sarebbe un rischio indecente. Pensateci a queste cose, pensateci prima approvare questa legge. Grazie, ha chiesto la dichiarazione di voto il consigliere Ciccioli, prego. Eh, io condivido l'idea, però eh, sono scettico sulla modalità, condivido l'idea che ci siano persone che vogliono in qualche modo utilizzare la legge per altri fini di vantaggio personale, ci può stare, però mh, non parto dal problema che l'operatore sanitario marchigiano, perché qui andiamo alla radice, cosa dice l'articolo 1? Dice. Eh, sostanzialmente che promuove l'insediamento nei piccoli comuni dell'entroterra di personale dipendente del servizio sanitario nei comuni marchigiani, compresi nel cratere. Poi è stato tolto nei piccoli comuni marchigiani, eccetera, eccetera, è stato lasciato generico. Promuove l'insediamento di personale del sanitario dipendente del servizio sanitario. Quindi questo già mette una limitazione. Poi c'è un altro articolo. Che dice l'articolo 2 interventi la Giunta regionale sì. determina i criteri e la domenità per la concessione di contributi indicati al Comma 1. Quindi dietro questa legge c'è un regolamento applicativo dei criteri che salvaguarda eventuali rischi ma come non lo posso fare? certo che lo posso vi prego di non eh, interloquire fra voi allora, dichiarazione degli... allora, del consigliere Ciccioli silenzio degli altri la giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi indicati il che significa che nel regolamento ci saranno se io non presto servizio nell'area del cratere è evidente che non... sono dipendente del servizio sanitario ma non presto servizio nell'area del cratere sono escluso dai criteri per la concessione del contributo. Allora, i criteri, li approva, i criteri le modalità di esaurimento delle domande le, le fissa la Giunta. Vi prego, prego di fare silenzio. Io per me c'è la, la è norma un di salvaguardia, è già prevista. Bene, non ci sono altre dichiarazioni di voto. Mettiamo in votazione l'emendamento 2 barra 3. Apertura della votazione. Prego tutti di votare. Chiusura della votazione. Favorevoli, 6, favorevoli 7, contrari 16, astenuti 1. L'emendamento non è approvato. Adesso passiamo alla votazione della dichiarazione di voto dell'articolo 2. Chi è che chiede di intervenire? Il consigliere Romano Carancini, prego. Sì, voglio fare un cenno all'intervento di Filippo Saltamartini che ha fatto precedentemente, non certo per eh, aprire polemiche che non voglio avere, ma che sulle quali intendo rispondere. Se avesse ascoltato la mia relazione in aula avrebbe ascoltato che eh, il dispiacere de, di, questa, di questa parte dell'emiciclo dell è quella che no, su questa legge non ci ha messo mano la Giunta. Perché io penso che se la Giunta avesse messo mano e testa su questa proposta di legge avrebbe certamente avuto l'interesse di tutta la regione Marche per tutta la regione Marche e in realtà quello che lui dice, il punto è questo che voglio sottolineare, se capisco bene quello che è stato detto, Saltamartini dice ma scusate, guardate che questa è una legge straordinaria, prima aveva detto provvisoria, probabilmente andava interpretata come straordinaria. Ma per rendere una legge straordinaria, assessore, bisogna scriverlo. Cioè per rendere una legge, diciamo straordinaria, connessa... A una straordinarietà o a una emergenza, andava inserito nella legge che quelle le norme, l'articolato che sono lì previste erano legate, faccio un esempio, alla dichiarazione dello stato di emergenza o altro, qui non c'è questo. E non è, secondo me, un dettaglio di, da poco, proprio per quelle ragioni che lei, a cui lei faceva riferimento. Cioè il fatto che dice che noi altri non possiamo, come dire, applicare alle stesse condizioni norme diverse. Perché è la legge stessa che non include questo dettaglio. La seconda cosa la dico a Giorgio Cancellieri. Giorgio, sai che io. E, e come dire, penso che sia stato un errore. Mi arriva questo post che tu hai fatto, credo una ventina di minuti fa. Allora ho sbagliato, non so se è un post allora, di altro momento. Scrivi, eccomi il mio, il mio intervento in aula oggi, dove abbiamo discusso una proposta di legge che promuove l'insediamento dei medici dell'entroterra. Se non è fatto in connessione a questa legge, chiedo scusa, ma se fosse fatto in connessione a questa legge è amico Giorgio, non è i medici dell'entroterra, i medici dell'entroterra del cratere sismico. Io capisco, io capisco che da questo punto di vista gli elettori dell'area montana, del pesarese, dell'anconetano, ovviamente possono arrabbiarsi e non dico altro. Ma nei post va scritto quello che stiamo discutendo. Colleghi, è serio, io, come dire, può essere sfuggito, perché probabilmente va aggiunto qualcosa. Non, stiamo, non state discutendo di una legge di insegnamento dei medici nell'entroterra. Dei medici della sola entroterra del cratere sismico, ma prego di concludere. Ecco, lo dico, ripeto, perché, perché i cittadini dell'entroterra, ho finito presidente, pesarese e ancoletano oggi sono danneggiati. Danneggiati. Arriver, potrebbero arrivare finanziamenti a Macerata, ma non in un piccolo comune del pesarese. Questa è la realtà. Consigliere Cesetti, in dissenso? In dissenso perché la mia indignazione nei confronti di questa norma è superiore a quella di Carancini, quindi dissento da lui. Ciccioli, mi rivolgo a Ciccioli perché è il capogruppo e perché è mio collega in prima commissione. La Giunta regionale, articolo 2,2, dice La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi indicati al comma 1 e non può fare diversamente. E' al comma 1 che dice che promuove l'insediamento di personale dipendente del servizio sanitario, di tutto il personale dipendente del servizio sanitario. Ciccioli, va da sé, non puoi, come si dice, difendere l'indifendibile e sostenere l'insostenibile. Bastava semplicemente scrivere bastava semplicemente scrivere, ve lo suggerisco io, aggiungere, promuovere l'insediamento di personale dipendente del servizio sanitario che svolga attività e funzioni negli sistemi comuni, che, svolga, attivi, che IVI svolga attività e funzioni. Vedete quanto è semplice? Però non l'avete fatto. Quindi, non essendo stato fatto neanche questo, questa è una legge appunto bizzarra, bizzarra perché... Non sa dire neanche a se stessa quello che deve fare e quindi è goffa, è goffa perché non ha niente di una legge, di una disposizione, sembra quasi una sorta di mozione indeterminata. È assurda perché determina quello che dicevo prima, determina l'illusione, l'illusione rispetto ai reali bisogni, alle paure, alle esigenze che ci sono in sanità e quindi se è una legge che si presta a bizzarria, che è goffa, che è assurda, è una legge ridicola. È una legge ridicola nella perfetta accezione del termine, perché quello che dice Ciccioli non si potrà fare, perché la Giunta non potrà mai determinare criteri diversi da quelli indicati dalla legge, ma la Giunta potrà soltanto stabilire criteri nel rispetto del dettato legislativo, perché altrimenti, altrimenti non solo l'atto è illegittimo, l'atto dispositivo o attuativo, ma espone coloro che lo adottano a responsabilità di anche di ordine radiale rispetto a magari colui che viene inopinatamente escluso per una errata interpretazione della legge e allora la giunta potrà disporre soltanto della concessione dei contributi indicati al comma 1 e quindi a tutti i componenti, del, ai dipendenti del servizio sanitario regionale che prestano la loro attività ovunque in modo indistinto, che possono essere infermieri, osse, medici, geometri, architetti, portantini, operatori ecologici. Tutti i dipendenti, se sono migliaia, 20.000 e passano del servizio sanitario regionale ai quali ogni si può dire di no, quelli magari che stanno a confine, che prestano attività da un'altra parte e vanno lì a dormire e a prendersi il contributo, non lo faranno, non la lo faranno. Ma lo potranno fare, e invece la legge, appunto, perché dispone per l'avvenire, ed è la legge quella che disciplina i comportamenti umani. La legge deve dire. Nonne forse non lo faranno, forse non lo potranno fare, Prego, la legge deve conclude. dire non lo devono fare, deve dire a chiunque cosa è lecito e cosa non è lecito per attingere determinati contributi. Questa è la legge. Il resto, il resto è, eserci è esercizio ridicolo dell'attività legislativa. votazione l'articolo 2, L apertura della votazione. Prego i consiglieri di prendere posto in aula e di votare. Vi prego di non abbandonare il vostro posto. Siamo in sede di dichiarazione di voto e di voto. Chiusura della votazione. Favorevoli? 16. Contrari 7. Eh, era in aula, no? Allora il voto diventa 17 perché c'è il consigliere Borroni che era in aula, quindi favorevoli 17. Contrari 1, eh, contrari 7, astenuti 1. L'articolo è approvato. Prego verbalizzare il voto favorevole di Borroni. Adesso passiamo all'articolo 3, progetti sperimentali di incendivazione della residenzialità, c'è cioè un emendamento, il 3 bis Decauto barra 1, fi, è anche decaduto anche questo? Sì, era della, dell ah, dunque, legato all'emendamento Ruggeri. Sì, ah, è legato all'emendamento, dell'emendamento Ruggeri che era legato all'emendamento 1 barra 3 e che, di, che lo trascinava l'emendamento stesso. Su... Anche, adesso c'è da, da discutere. Ah? Sì, 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 certo. Adesso andiamo sulla discussione dell'articolo 3. Quindi prego, sull'articolo 3. L'emendamento 3 bis barra 1 eh, a firma di Romano Carancini c'è dentro l'articolo 3. Va bene? No, vediamo un attimo, scusi un attimo. Ah sì sì, allora succede questo, si sì, mi ricordo. Allora, l'emendamento 3 1 della eh, consigliera Marta Ruggeri è, è decaduto con eh, le, il fatto che non è passato l'emendamento, adesso glielo dico, un attimo solo. Uno dei, primi, uno dei primi emendamenti... Ecco, non è stato accolto le, le, il suo emendamento 131 che ha trascinato la decadenza di alcuni altri emendamenti, fra cui quella della Marta Ruggeri, che scusi. era il 3-1. Scusi Presidente, scusi. Beh, no, mi faccio concludere Ah, chiedo scusa. Non ho nessun problema. No, no, eh, il, il suo emendamento, il 3bis-1, era collegato all'emendamento 3-1. Non essendo però stato approvato l'emendamento, anzi è stato dichiarato decaduto l'emendamento 3-1. Il suo non viene messo in discussione. Correggo? Scusi, io faccio un emendamento all'articolo 3, che è un emendamento... cioè Io vi chiedo, a me sembrate... Scusate, eh, segretario. Io faccio... No, 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 correggo. Eh. Cancelliamo tutto. Eh è Quello che dicevo prima, cancello mia, questo mio intervento. Ah, va bene. Benissimo. Allora, ricapitolo, l'articolo 3 comprende in questo momento solo l'emendamento 3 bis barra 1 dei consiglieri Garcini e altri. Chiedo Trugio. Trugio. scusa perché Ma abbiamo se, fatto confusione nella decadenza se, di alcuni... Se figurine, a lei, a lei la parola. No, presevo, scusa. scusa un secondo, il 3 bis aggiunge un articolo. Ah, discutiamo l'articolo 3, bro. ha ragione. Articolo 3. No, no, no. Siamo no, no. sull'articolo 3, va bene? Poi discuteremo il 3 bis barra 1 perché il okay. 3 bis barra 1 introduce un altro articolo. va bene. Grazie alle co co colleghe che sono ai tavoli che ci aiutano. Consigliere Carancini, prego. Allora, guardi Presidente, questo, questo articolo in realtà, eh, diciamo credo che noi lo possiamo anche votare favorevolmente. Con quale spirito? È lo spirito che tende a dire evidentemente che l'erogazione di contributi di questa indennità, questa è una delle varie azioni che vengono previste nella legge non è affatto come dire, eh, incompatibile, quindi è un, è un articolo che può essere votato, non scalfisce ovviamente eh, tutte diciamo, le, le grandi lacune, i grandi errori di una legge ingiusta, disuguale e con tutta una serie di problemi che abbiamo detto, quindi per quanto ci riguarda non so chi lo voterà comunque penso tutti quanti questo articolo lo possiamo votare peraltro lo anticipo già ci aspettiamo che da questo punto di vista vi sia una reciproca disponibilità ad integrare questo articolo 3 l'articolo 3 non è altro che un pezzo delle azioni che voi immaginate da eh, mettere in campo per per integrare, per integrare eh, le variazioni. Quindi eh, per quanto mi riguarda voterò favorevolmente eh, senza alcun pregiudizio. Grazie consigliere, grazie ancora per aver compreso il momento di confusione sull'emendamento 3bis-1. Apprezzo diciamo, l'idea, l'input di Romano, ma io devo votare contro per coerenza. E appunto perché c'è un pretrattino giudizio il pre-giudizio negativo. Perché questo qui si dà da attuazione ai progetti sperimentali. I progetti sperimentali di incentivazione delle prevedono in particolare un contributo di 12.000 euro e poi c'è il recupero di immobili a destra. Prego, la chiedo di sospendere, non c'è la presenza di, di un componente della Giunta, credo che l'assessore sia uscito per un motivo impellente, se per favore lo potete richiamare o qualche altro della Giunta. Prego, continui. Dicevo Presidente, sono costretto a votare contro perché si, dà, si prevede questo contributo di 12.000 euro. Poi si dice che il recupero di immobili a destinare alle residenze di personale dipendente del servizio sanitario. Gli interventi cade le 3B del Comma 1 sono addirittura accumulabili, ma noi abbiamo detto, abbiamo detto che questi contributi possono essere dati indistintamente a tutto il personale dipendente del servizio sanitario. E quindi eh, se io voto a favore a questo articolo ovviamente cado in contraddizione con quello che ho detto. Anzi, che secondo me questa è una veramente è una bizz è una bizzarria è una bizzarria di, 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 di proporzioni cosmiche che qualcuno addirittura non solo eh, qui succede non solo possono prendere il contributo possono pure recuperare gli immobili e certo io ho un immobile di uno zio di uno zio che me l'ha lasciato al comune di, di Fabriano presto attività a Iesi, vivo a confine vivo a confine vivo a confine a confine di Fabriano, ma non dentro Fabriano ci porto la residenza perché sono dipendente del servizio sanitario regionale vado lì, mi prendo il contributo di 12.000 euro è cumulabile con il recupero mi recupero la casa dello zio perché altrimenti come faccio a andare lì se la casa, ad esempio, è dissestata me la recupero mi prendo il contributo e poi tutte le mattine parto e vado continuo a lavorare Iesi e anziché tornare a dormire in territorio confinante con Fabriano, barco, barco il solco, il rubicone dei confini e vado nel, nell'immobile dello zio e mi prendo i contributi e a posto e magari, e magari la persona anziana che sta lì a Fabriano fa affidamento su di me che vado a svernare magari con la fidanzata nella casa dello zio, no? Nella casa dello zio, e, e quello magari spera che c'è il medico vicino a casa. Ma è una roba, La prego è, di una roba che non si, è una roba che non si guarda. Voto contro. Grazie. Allora, non ci sono altre dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione l'articolo 3, apertura della votazione. Nessuno l'articolo 3 approvato. Adesso torniamo a questo. 3 bis barra 1, emendamento del consigliere Romano Carancini e gli altri componenti del gruppo PD per l'inserimento dell'articolo 3 bis, Università degli Studi di Camerino e Urbino. Prego la parola al consigliere Romano Carancini. Sì, presidente, che cosa aveva in sé questo emendamento? Aveva la volontà di contribuire a questa proposta di legge. Cercando di coinvolgere quelli che sono due strutture sanitarie fondamentali, eh, come quella di Urbino e quella di Camerino. Naturalmente, naturalmente, eh, naturalmente è un riconoscimento fondamentale rispetto alle persone che come dire, nelle condizioni della previsione eh, della legge, eh, possono però, dentro quei territori, effettuare tutta una serie di attività incentivanti, cioè non si incentiva ad andare in quei territori o, in questo caso, nelle aree del cratere, se è sufficiente dare i 12.000 euro per un insediamento. Noi chiediamo che la Regione Marche stipuli con le Università di Camerino e Urbino un protocollo d'intesa proprio diretto a promuovere in materia sanitaria corsi di formazione, progetti di ricerca, stage di aggiornamento, corsi di docenza. E comunque ogni attività funzionale è diretta ad incentivare il trasferimento del personale medico stesso. Il senso di questo emendamento dove sta? Sta nel fatto che non sempre la, il personale sanitario come dire, ha esclusivamente nel profilo economico, trova esclusivamente nel profilo economico l'incentivo ad spostarsi. C'è certamente l'anima eh, del sanitario che ama migliorarsi, che intende aggiornarsi, che vuole sottolineare alcuni progetti e partecipare ad alcuni progetti. Chi meglio delle università di Camerino e Urbino può farlo. Credo che sia anche un atto di grande riconoscimento, eh, per quanto riguarda eh, quelle strutture. Lo dico in particolare ovviamente ai, eh, eh, ai presentatori della legge perché è naturale che in particolare avendo deciso che questa legge sarà destinata solo ai cittadini del cratere, l'ospedale di Camerino sta perfettamente dentro quella ipotesi. Grazie, non ci sono altri interventi. Andiamo per la dichiarazione di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione l'emendamento 3 bis barra 1. Apertura della votazione, di votare, di rimanere nei vostri posti. Tanto adesso siamo in sede di votazione, quindi non possiamo che fare questo e rimanere momento per, per votare nel momento opportuno. Allora, Chiusura della votazione, favorevoli 6, contrari 18, astenuti nessuno, l'emendamento 3 bis barra 1 non è accolto. Andiamo sull'articolo 4, disposizioni finanziarie. Vi è un primo emendamento, il 41 barra 1. Abbiamo l'emendamento appunto come dicevo 41 1 a firma dei consiglieri Carancini e gli altri componenti del gruppo PD e il 41 2 sempre a firma di eh, Carancini Cesetti Biancani che però hanno ricevuto, hanno ricevuto entrambi il parere contrario della prima commissione, quindi non possono essere messi al voto. Quindi passiamo all'emendamento 41 3 che è a Romano Carancini, Casini Biancani, Bora, Cesetti, Mastro Vincenzo e Vitri. E poi c'è l'emendamento 4-1 a Carlo Ciccioli. Quindi discutiamo sia dell'articolo 4 che dei due emendamenti ammessi. Chiede di intervenire il consigliere Romano Carancini, alle la parola. Sì, mi lasci fare un commento sul voto negativo precedente. Mi rivolgo in particolare al presentatore Pasqui e al consigliere Marinelli che prima si sono riempiti la bocca irridendoci rispetto alle esigenze del territorio e poi votano un emendamento contro, contro un accordo con l'Università di Camerino io vi chiedo se questo è coerenza rispetto a quello che avete fatto prima, prima consigliere Marinelli presentatore Pasqui avete il riso il riso, il tema relativo alla questione relativa e avete, come dire, enfatizzato il tema relativo ai territori alle aree colpite e poi quando c'è da votare un emendamento che riconosce all'Università di Camerino la necessità di un collegamento rispetto a questo lo ricettate. Non ci sono parole, guardate. Poi andateci a dire che noi abbiamo voluto, eh, eh, Ciccioli ha raccontato, domani andremo a dire che voi avete votato contro, contro le risorse nel, nel Cratere. Guardate, veramente è uno schiaffo alla vostra terra, è uno schiaffo alla vostra università, è uno schiaffo alla professionalità di Unicam che ha al proprio interno una serie di facoltà direttamente riconducibili all'aspetto sanitario. Questo emendamento, come dire, supera come dire, il volere di chi comanda e scomanda la vostra maggioranza, perché Ciccioli è venuto a raccontare in commissione che più di 200.000 euro non c'era. Addirittura hanno tagliato le risorse che erano previste dalla legge Pasqui in origine, che erano trecentomila. Come dire, si è indignato, ma non per quello. Però, che gli fa? Poi dice, Ma no, io non è un interesse personale. Ecco, sì, è la realtà, è questa. E adesso, e adesso noi mettiamo cinquecento mila euro. Alla luce di quello che abbiamo discusso, questi 500 mila euro sarebbero destinati per la vostra legge, per la, come dire, tutti i contenuti della legge così come è prevista. Io credo che, indipendentemente dall'aver approvato o meno gli emendamenti che avrebbero riguardato tutta la Regione Marche, un atto di serietà e di coerenza imporrebbe di votare questo emendamento. Grazie. Grazie consigliere Ciccioli. Vuole intervenire sull'emendamento 4 1? Sì, per dire eh, semplicemente che eh, le leggi per essere solide devono avere un, un, una risorsa finanziaria certa. Allora, l'imputazione precedente era stata data al, in parte al fondo di riserva e il servizio ha sottolineato che l'imputazione al fondo di riserva era ai limiti della legittimità, per cui abbiamo ritenuto opportuno di non rischiare di imputare il capitolo di spesa sul fondo di riserva, ma abbiamo reperito altri fondi. Come tutti sanno, il, questo bilancio, il bilancio attualmente in corso, è stato oggetto di rastrellamento di tutti i fondi possibili per i danni dell'alluvione. L'alluvione è stata un'emergenza di grande rilievo, tutti sanno i danni agli edifici, la morte delle persone e via di seguito, tutto ciò che era possibile reperire, che non era eh, essenziale, è stato tolto dal bilancio. Per cui abbiamo un bilancio molto dimagrito ed è difficile andare a prendere soldi in capitoli che sono già ridotti all'osso. Per cui è stato rintracciati dei capitoli la cui spesa non è immediata ed è stato dotato di fondi certi la legge 200 mila euro per, anno, per tre anni che sono ovviamente come tutti i capitoli rivedibili nell'arco di provvedimenti di assestamento di bilancio o di variazione di bilancio. Quindi l'importante è far partire con questi 200.000 euro certi la spesa. Quindi ci sono quei soldi e sono lì. Speriamo di utilizzarli tutti nell'arco dell'anno perché ci bisogna fare in giunta i criteri che sono essenziali, che ridefiniscono se ci fossero delle incertezze eh, il, il titolo a cui ver diritto per eh, usufruire di questa legge. Poi, una volta fatto il regolamento devono essere fatti dei bandi. I bandi devono essere esaminati. Quindi andiamo col tempo di là da alcuni mesi e non so se sarà possibile spendere in quest'anno tutti i 200.000 euro. Io mi auguro che sia possibile spendere tutti i 200.000 euro. Significa che ci sono dei soggetti che vengono a prendere servizi in quest'area. Bisogna essere dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. A questo punto faccio una postilla. Se all'Università di Camerino ci sono dipendenti che fanno parte del servizio, che hanno convenzioni, perché poi si tratta di convenzioni del Servizio Sanitario Nazionale, va benissimo. Significa che sono convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale. Altrimenti questa legge è finalizzata all'assistenza sanitaria. Non a chiunque, ci sono mille altre attività pubbliche che possono essere sostenuti. Noi que con questa legge miriamo a quelli che svolgono, dipendenti che svolgono attività sanitaria in quel territorio, quello del cratere, non fuori dal cratere. Eventuali incertezze o dubbi interpretativi saranno dissolti dal bando che dai criteri e dal bando che sarà emesso ovviamente dalla giunta regionale quindi scombrerà il campo di qualsiasi equivoco si potesse verificare questi soldi sono certi poi se noi magari riuscissimo immediatamente a metterli a utilizzarli nelle variazioni di bilancio significa che la legge ha avuto successo e implementeremo la legge e il problema principale sarà di trovare personale del Servizio Sanitario Nazionale disponibile, quindi o medici di medicina generale o infermieri o quant'altro disponibili a eh, venire a stabilirsi in quest'area e a lavorare in quest'area. Cosa che in questo momento, ma non per colpa nostra, o non è oggettivamente così, oggettivamente il reclutamento di personale sanitario in tutte le aree della regione, l'area montana, è particolarmente difficile ancora più complicato nelle zone che sono, si sono spopolate per via del terremoto del 2016. Grazie il consigliere Fabrizio Cesetti, prego. Sì, grazie Presidente, ma io non ripeterò ovviamente cose dette perché... però siccome Salta Martini opportunamente cita sempre la Costituzione, gli ricordo, ma lui lo sa però, lo ricordo a me stesso e agli altri. E l'articolo 81,3 ci dice, leggo testualmente, che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. E questa disposizione costituzionale sappiamo bene che, combinata con le altre disposizioni della Costituzione, impone da una parte anche per le regioni l'obbligo di dare copertura finanziaria alle leggi che la regione adotta e che importino un impegno di spesa e quasi tutte le leggi comportano un impegno, un impegno di spesa e, e bisogna garantire tra l'altro insieme a quello la garanzia del cosiddetto equilibrio di bilancio perché le due questioni si collegano tra di loro eh, eh, Saltamartini annuisce perché conosce, conosce la materia, conosce il gioco però bisogna essere conseguenti allora qual è il tema? questa legge non ha la copertura finanziaria e vedi dico sempre a Saltamartini è vero che il governo non ha impugnato la legge 19, ma il governo, il Ministero della Salute, sulla legge 19 vi ha detto testualmente che quella legge non poteva essere fatta di invarianza finanziaria ed era le stesse cose che dicevamo noi con quell'ordine del giorno. Salta Martini annuisce perché è così. Allora ha quindi anche questa legge, e qui mi rivolgo sempre a Salta Martini e poi. Indirettamente rispondo a Ciccioli, dice sia Saltamartini adesso anche Ciccioli che questa è una norma con il carattere della straordinarietà per garantire servizi sanitari in luoghi tra virgolette compromessi per ragioni di eventi di eventi di catastrofi e anche per questioni, se vogliamo, no, oreografiche. Bene, ma se una legge col carattere di straordinarietà, per garantire servizi sanitari, diceva adesso Ciccioli, perché Mangialardi eh, non si attingono le risorse dalle risorse del servizio sanitario regionale? Pasqui, è così. Perché si vanno a prendere i soldi dall'alluvione o, o le risorse dai dubbi crediti, di dubbi di disciplina? Se, se, se è una legge sta, con le caratteristiche della per garantire i servizi sanitari deve essere finanziata con il fondo sanitario, deve essere finanziata con il fondo sanitario, perché altrimenti è una legge Marcozzi ridicola perché va in contraddizione con se stessa va in contraddizione con questo, ma questo è un dato oggettivo Pasqui, è così. E lì ci sono un mare di risorse, insufficienti sicuro, ma sono oltre 3 miliardi e mezzi. Perché si prendono sull'alluvione? Se sono fondi destinati alla sanità. Ma l'avete detto voi. Quindi c'è anche un, pro... un problema di Mangialardi, dopo che tu fai la legazione finale, c'è anche un problema delle... di invarianza delle disposizioni finanziarie, della finalizzazione delle risorse. E tu mica puoi dare, l'avete detto voi, norma, caratteristica della stranierità per dare risposta ai servizi sanitari e che la finanziamo. E le finanziamo con, con, con altre, che c'entra? Allora le, le devi finanziare lì, le finanzi lì, ma lì ci sono altre risorse, non è che ci si può mettere soltanto 100.000 euro o 200.000 euro. E adesso capisco, e termino Pasqui, per questo motivo, la dottoressa Storti e il dottor Gozzini. Hanno detto che questa, che questa legge andava bene, certo perché poi ci ha pensato il Dipartimento Bilancio a stopparla. Eh, loro lo sapevano. Loro hanno detto: sì, va bene purché, va bene, purché non, non interferisca con le risorse del Servizio Sanitario Regionale. Tant'è vero che poi appunto, appunto il Dipartimento Bilancio l'ha stoppata e l'ha stoppata a Ciccioli che non riusciva a trovare i soldi, l'ha detto lui. La stoppata in parte non ci è riuscita fino in fondo perché Carancini è, è abbastanza seguoso quando ci si mette, no? E quindi, quindi quel, nel caso di specie, diciamo, è stato più, nonostante fosse l'opposizione evidentemente più penetrante di, di, di Ciccioli, è però la stoppata di fatto. Perché tu una legge di questa, per renderla credibile, non aspetti l'imbarianza finanziaria. Anche perché, chiudo Presidente, dopo non così non intervengo più, se l'obiettivo di questa legge tra inconseguibile perché non lo si può fare con i regolamenti. Quello che non pre... Se l'obiettivo è di consentire che risiedano all'interno di una realtà coloro che lì prestano attività, ma Mangialardi non è che possiamo risolvere il problema con una o due persone, no? Se all'ospedale di Camerino l'obiettivo è garantire che le persone vengano a lavorare all'ospedale di Camerino e quindi favorire lo insediamento. Dagli il contributo, ma l'ospedale di Camerino non è che ce la possiamo cavare con diciamo, l'insediamento di una persona o due, ma ce ne vuole di più. Allora sì che si fa un progetto coordinato, che, organizzativo, che guarda l'obiettivo. Serve tanto personale, io vi garantisco con un contributo in conto capitale ed un contributo in conto corrente, vi garantisco che se voi venite a lavorare qui, in modo permanente, io vi do questo contributo. Ma non uno. Perché se ci viene, viene l'anestesista e poi non ci viene l'infermiere, se ci viene il chirurgo, non ci viene il responsabile degli infermieri del blocco operatorio, eh, non ho capito, il problema non si risolve. Bene. Allora non possono essere sufficienti 100.000 euro Bene. o 200.000. Grazie, Assessore Filippo Saltamartini. Presidente, io volevo semplicemente sottolineare come eh, questa misura abbia, eh, diciamo così, un carattere non solo temporaneo, ma anche tra virgolette sperimentale. Quindi, attraverso l'avvio di questo percorso con il bando che verrà fatto secondo i criteri stabiliti dalla legge e, e dalle direttive di giunta, dagli atti amministrativi seguenti, noi sempre, avremo sempre la possibilità di intervenire per aumentare eventualmente il finanziamento nell'assestamento e così via. Quindi diciamo che è necessario, dopo uno stanzionamento di questa legge in commissione di più di un anno e mezzo, partire con questa progettualità. Devo anche aggiungere che altre regioni stanno seguendo questa, questo percorso, quindi probabilmente bisognerà esplorare fino in fondo la possibilità di far sì che in queste, diciamo così, in queste condizioni particolari che derivano dalla mancanza di medici, dalla possibilità che molti medici possano scegliere serie più uh, ritenute, più idonee eh, alle loro condizioni di vita, alle loro condizioni familiari, ecco, questo percorso possa portare a dei risultati eh, concreti. L'obiettivo che noi intendiamo perseguire è, come abbiamo già più volte detto, è quello di garantire la funzionalità del sistema. Segnatamente al, al discorso che ogni legge deve avere la copertura finanziaria, questo mi sembra assolutamente ovvio perché i legislatori che cosa devono fare? Devono garantire l'equilibrio del bilancio, devono garantire l'equilibrio tra le entrate e le uscite. Quindi siccome le uscite evidentemente possono essere di gran lunga superiori alle entrate, il richiamo a quella disposizione è proprio quello appunto di garantire il pareggio di bilancio, il pareggio tendenziale del bilancio. Questa è la riforma che è stata fatta dell'articolo 81-97 della Carta. Grazie, allora mettiamo in votazione la eh, dichiarazione di voto. Scusate, il eh, suo emendamento 41-3 a firma del consigliere Garancini ed altri. Prego, per dichiarazione di voto il consigliere Garancini. Sì, Presidente, questo mi rivolgo all'assessore Brandoni e anche a lei. Non posso non segnalare eh, un'assurdità. Un Il servizio bilancio, a guida Maria di Bonaventura, interpellata direttamente da Ciccioli personalmente in commissione, ha ritenuto non ammissibile un emendamento che andava ad attingere le risorse sul fondo credito di dubbia esigibilità. E fin qui, astrattamente, tutto normale. Sta di fatto però lo dico anche al segretario che invece un attingimento su quel fondo è avvenuto in sede di bilancio, cioè l'autorizzazione, l'ammissibilità attenzione, non parlo di approvazione. Io credo che questo sia un fatto molto grave e molto scorretto perché non siamo nella regione delle banane. Un servizio, tecnica, un servizio tecnico e in particolare una figura competente come Maria di Bonaventura non può cambiare a distanza di quattro mesi un'opinione che è un diritto dei consiglieri. È una cosa grave e non è ammissibile. Seconda questione ovviamente la dichiarazione di voto è favorevole. Io mi chiedo. Questo è un subemendamento che è ovviamente am reso ammissibile. Quindi le risorse dei 500.000 euro sono risorse esistenti nel bilancio, nessuno se le inventa. Tra l'altro queste sono risorse che sono state indicate dalla stessa ragioneria, dall'ufficio bilancio, dal Dipartimento. Quindi il votare contro significa non volere quelle risorse per... La legge affirma Pasqui e io credo che sia un fatto grave. È quello che ci apprestiamo a votare una fiera dell'inverosimile, dell'assurdo. Abbiamo deciso di fare una legge per un pezzo delle marche rendendo disuguali le aree interne degli altri territori. Abbiamo reso possibile una legge in cui includiamo dentro al, al, a, ai soggetti destinatari tutto il personale onnisciente, ovviamente quindi rendendo meno efficace la legge per i, per i medici e per gli infermieri. Non solo. Abbiamo, abbiamo, ci siamo riempiti la bocca, per quanto riguarda i problemi della, del territorio, delle aree del sisma e votiamo un emendamento contro l'inserimento, il coinvolgimento dell'Università di Camerino, che sta dentro al territorio, su questa legge. Io credo. E poi ci facciamo grandi ho finito e poi ci facciamo grandi votando negativamente su un emendamento che mette più soldi sulla legge. Ma siete. In grado di avere una dignità politica di rispetto a una legge come questa, dite tutto il contrario di tutto. Non sapete che cosa state approvando e domani mattina ci avete detto farete un'altra legge per dire le stesse cose. Grazie. Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Apertura della votazione sul subemendamento 41-3. Chiusura. Chiusura della votazione. Favorevoli 6, contrari 20, astenuti 1. Il sub-emendamento non è passato. Adesso mettiamo in votazione l'emendamento 4.1, firma Carlo Ciccioli. Dichiarazione di voto. Nessuna dichiarazione di voto. Apertura della votazione dell'emendamento 4.1. Apertura della votazione. Chiusura della votazione. Favorevoli 18, contrari 5, astenuti 1, l'emendamento è approvato. Mettiamo adesso in dichiarazione di voto l'articolo 4, disposizione finanziaria. Non ci sono dichiarazioni di voto, apertura della votazione dell'articolo 4. Prego votare, chiusura della votazione. Favorevoli 19, contrari 6, astenuti 1. L'articolo eh, 4 è approvato. Adesso mettiamo in votazione il coordinamento tecnico. Apertura della votazione. Chiusura della votazione. Favorevoli 19, contrari 5, astenuti 1 il coordinamento tecnico approvato. Adesso mettiamo in votazione l'intero articolato della proposta di legge numero 71, iniziativa dei consiglieri Pasco, Marcozzi e Santorelli, Incentivi all'insediamento nei piccoli comuni dell'entroterra marchigiano di personale dipendente del servizio sanitario, poi denominata Incentivi all'insediamento nel comune del Cratere Marchigiano di personale dipendente del servizio sanitario. Questa dichiarazione di voto deve essere fatta uno per ciascun gruppo o solo per chi è dissidente dal gruppo può fare la dichiarazione contraria. Per il gruppo Lega la consigliera Anna Menghi, prego. Grazie Presidente, grazie al capogruppo Marinelli che mi ha delegato per esprimere il voto favorevole a questa legge. E, mi è... Colgo l'occasione per fare alcune considerazioni generali sul dibattito che c'è stato eh, su questa legge. Innanzitutto voglio ricordare che il dibattito in Commissione Sanità è stato lungo, eh, approfondito e le parole che ho sentito qui questa sera non ho. E credo tutti i componenti della Commissione qui presenti eh, potranno confermare quello che sto dicendo, non ho sentito da parte degli esponenti, in particolare del Partito Democratico, che siedono in Commissione Sanità, parole così forti come le ho sentite in questa occasione. Allora, qui la prima valutazione, eh, colleghi consiglieri. Credo che il lavoro in Commissione sia necessario, fondamentale, per arrivare a un confronto e per avere un confronto vero ed evitare inutili siparietti e dibattiti sterili, perdite di tempo in Consiglio, come è avvenuto questa sera con questo tipo di discussione, perché credo che un po' e su questo faccio una considerazione generale di carattere politico, credo che su questo tutti, maggioranza e opposizione, dovremmo apprendere una eh, correttezza e un rispetto del nostro ruolo sia di maggioranza ma altrettanto delicato di opposizione nelle sedi opportune e se, sempre che vogliamo avere un confronto serio sulle questioni che dibattiamo e non vogliamo invece usare i ruoli in maniera teatrale e assolutamente priva di un confronto arricchente che vada nell'interesse specifico dei cittadini. E allora le altre considerazioni che voglio fare rispetto a termini pesanti, ridicoli, bizzarri, ho sentito goffa, assurde, eccetera, eh, a mio avviso sono offese. Innanzitutto rivolte non tanto e non solo ai rappresentanti diciamo, di carattere sanitario che hanno partecipato nelle numerose audizioni che abbiamo fatto, ma anche agli uffici, agli uffici che abbiamo a supporto dell'attività legislativa eh, come Consiglio, essendo la nostra un'attività sia pure nel rispetto dell'articolo 117, ma un'attività legislativa che è supportata da un personale appositamente diciamo formato per questo, quindi gli insulti semmai sono rivolti a quel personale che ha sostenuto non solo l'attività nostra di maggioranza, ma anche quella di opposizione. E allora questo non mi pare un modo corretto di procedere attraverso diciamo, il rispetto delle professionalità che eh, lavorano in questo mh, Consiglio, non solo per l'attività consigliare, in particolare quelle del Consiglio, che sostengono il nostro lavoro nelle commissioni con grande impegno e che invece colgo l'occasione per ringraziare. Da ultimo, quindi, voglio anche fare un'altra osservazione di carattere espressamente politico. Beh, i numerosi richiami che sono stati fatti al consigliere, al mio collega consigliere cancellieri, avevano un po' il tema del dividi e timpera e cioè di far fronte ad, una, ehm, ad un richiamo insomma un emendamento che lo stesso cancellieri aveva presentato e poi correttamente ha deciso di eh, ritirare ma per una considerazione politica che voglio fare qui davanti a tutti perché è stato un po' eh, diciamo, sottolineato il ruolo dell'assessore che da un punto di vista prettamente tecnico politico ha sottolineato forse con termini non corretti per gli esponenti del Partito Democratico, in particolare per il relatore di minoranza, ma ha cercato di dire quello che Chiunque lettore e, e diciamo osservatore in buona fede di questa legge osserva. Che è una sorta che il relatore di maggioranza Pasqui ha tentato di dire nella sua relazione introduttiva, e cioè che trattasi di una norma. Usiamo il termine sperimentale, peraltro, è anche il titolo dell'articolo 3 della legge che vuole come il buon padre di famiglia in un momento delicato dove questa maggioranza è qui colgo l'occasione per ringraziare il lavoro dell'assessore in particolare ma di tutta l'amministrazione Acquaroli per il grande impegno diciamo di ehm, presidente prendo qualche secondo in più non essendo mai intervenuta ehm, il grande impegno, siamo in un momento estremamente delicato di cambio di sistema, ci siamo assunti questa responsabilità, abbiamo eh, con risorse proprie fatto quell'azione di programmazione che purtroppo è mancata negli ultimi anni e che invece molte regioni hanno eh, giustamente avviato quando c'era da avviare. E quindi che cosa dico? Che eh, i richiami alla divisione, questa legge è un inizio che parte da chi ha più bisogno nell'ambito di eh, le zone interne o montane o terre alte, come a me piace chiamare, eh, perché? perché il buon padre di famiglia comincia a lavorare su chi ha più bisogno per poi capire se quella sperimentazione funziona, se questa attività che, che si è mossa in un ambito di costituzionalità, perché abbiamo anche approfondito questi aspetti, poi, con grande responsabilità, replicherà anche nel resto del territorio che ha eh, esigenze simili. Chiudo che sicuramente la Giunta Acquaroli non può essere accusata di aver lasciato indietro le terre alte o le terre montane, perché ha costruito il, il brand della sua. Eh, amministrazione, la mission dell'amministrazione Acquaroli che dedicherà ben 2 miliardi sui borghi. Che cosa sono i borghi se non le realtà dell'entroterra sulla quale sfida noi poniamo tutta la nostra attenzione insieme anche al nuovo eh, commissario per il terremoto che ha in numerose interviste dichiaratamente espresso la sfida che abbiamo di fronte. Noi la sfida la raccogliamo, siamo un centrodestra unito purtroppo per chi gufa, al contrario perché sappiamo che abbiamo una responsabilità grande, che i nostri elettori e soprattutto un appuntamento con la storia che abbiamo, abbiamo un governo impegnato su questo, abbiamo una regione Prendi e abbiamo riguardo. soprattutto le condizioni migliori e sappiamo se falliremo è solo colpa nostra. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto dei gruppi consigliari. Consigliere Gianluca Capaschi per Forza Italia, prego. Grazie, grazie Presidente. Eh, nella dichiarazione di voto eh, ovviamente esprimo eh, quello che sarà il nostro voto, il voto del nostro gruppo che è favorevole. Nel dire questo però. Vorrei ringraziare la giunta eh, preseduta dal, dal nostro Presidente Acquaroli, l'assessore Salta Martini per quanto fa quotidianamente per la sanità delle marche ed ho visto e sto toccando con mano, caro Vicepresidente, eh, quanto di buono tutti i giorni stai facendo, soprattutto per determinati anche, non soprattutto, perché già qui ci sono le disparità quindi non vorrei essere tacciato di ulteriore disparità, anche per quei territori sempre dimenticati. Ecco, forse questa proposta di legge serve anche, che si, spero che si appresti a diventare legge, a dimostrare la vicinanza, come diceva la, la collega Anna Menghi giustamente, ad alcuni territori che. Eh, da troppo tempo sono stati lasciati a, a, a se stessi e eh, in uno stato di abbandono. Io vorrei ricordare eh, al, agli illustri relatori eh, eh, che negli interventi hanno parlato di eh, proposta di legge ridicola, proposta di legge goffa, ecco che eh, la dottoressa Storti, vediamo chi ha detto sì a questa proposta di legge, perché tutti quelli che hanno detto sì e attenzione a chi derrà sì in questo momento fanno parte e si assumono la responsabilità di una proposta pericolosa che ha anche del ridicolo e una goffaggine significativa. Quindi il dottor Gozzini, la dottoressa Nadia Storti, l'Associazione nazionale Piccoli Comuni d'Italia. Il Consiglio delle Autonomie Locali, cioè il CAL, e il Consiglio regionale dell'economia del lavoro, ossia il CREL. Ecco tutte eh, queste istituzioni, insieme, insieme a chi si appresterà a dare un voto, che è un voto libero ed è questo il bello. Non c'è nessun tipo di accordo e di dover sostenere niente di particolare per qualcuno se non per il fine ultimo ossia per il bene dei cittadini. Quindi questo sarà un voto che, ripeto, non amicale, sarà un voto non di partito e di coalizione, sarà un voto che va verso la forte volontà di migliorare situazioni drammaticamente poste oggi sotto gli occhi di tutti. Ad un, in un eh, discorso di grandissima eh, difficoltà. Quindi il gruppo di Forza Italia esprime il voto favorevole ad una proposta di legge che eh, spero a breve eh, diventerà legge per il bene del popolo marchigiano perché se anche riguarda una parte che è quella del cratere, sempre di popolo marchigiano si tratta e mi meraviglio molto quando si vuole invece considerare forse quella parte eh, come un qualcosa di a sé stante e, e, e quasi eh, doverla lasciare lì nelle condizioni in cui si trova. Grazie. Grazie per il gruppo Fratelli d'Italia e il capogruppo il consigliere Carlo Ciccioli. Prego. Durante il dibattito intorno a questa proposta di legge mi sono chiesto perché di un atteggiamento così aspro da parte del Partito Democratico eh, che si discuta sul testo ci sta che. Vi prego di fare voglia... silenzio in, in aula. Per favore. Eh, non consentiamo le dichiarazioni di voto. Prego fare sì. Dicevo se, che ci sia opposizione nel testo, che ci siano eh, richieste di a, emendamenti aggiuntivi o che perfezionano, ci sta. Ma questa è una proposta di legge. Io voglio, mi sento di ringraziare Pasqui che è il proponente, quello che di più ovviamente vivendo in quel territorio, se, conoscendo e. e, e in, 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 essendo investito anche della rappresentanza in quell'area di questi problemi se ne è fatto portavoce ma questa proposta è stata in commissione più volte e più volte abbiamo avuto modo di esaminarla di discuterla di vedere quali fossero le parti carenti o che non eh, fossero sintoniche con le altre legislazioni più volte rinviata, più volte trattenuta per la vicenda delle questioni finanziarie che ovviamente devono essere solide, eh, i fondi devono essere imputati su capitoli certi e recepibili cioè, e quindi in tutto questo accade che poi a distanza di quasi un anno, io adesso non ho la data precisa che è stata presentata ma è da tempo che è all'esame anzi. Me la vado a guardare così non sbaglio, eh, no, qui non c'è scritto. Comunque il proposto di legge 71, siccome siamo arrivati nelle successive a 124 ed altre, quindi è molto che è giacente nei percorsi legislativi. Perché tutto questo accanimento? Non me lo spiego, non me lo spiego anche perché sarà sottoposto a un regolamento con i criteri che la Giunta potrà esprimere e quindi potrà sanare eventualmente. Eh, se, ci so, se, emergono, se emergessero delle criticità tutto questo è una grande battaglia che non va nella direzione dei cittadini perché se andasse nella direzione dei cittadini dice beh eh, è stato tirato fuori l'uovo di Colombo che risolve tutto il problema ben venga ma già siamo in un vi viottolo stretto cioè dobbiamo rispettare norme e contratti di lavoro nazionale non possiamo l'assessore Saltamartini l'ha spiegato bene quali sono i limiti di questa legislazione di questo provvedimento e allora tutta questa confusione io non, non ha spiegazioni non, secondo me probabilmente viene da uno stato d'animo ostile però poi alla fine non è ostile nei confronti della maggioranza ma è ostile nei confronti dei soggetti che abitano nel coeditorio che hanno già tanti problemi questa è l'unica cosa che potevo rilevare che questa legge è stata ferma troppo tempo io avrei protestato dicendo perché non l'avete fatta prima questo eh, allora aveva un senso no, cerchiamo di mettere in discussione i contenuti perché eh, affinché poi mi po', un, ricordo uno dei primi interventi ritiratela cioè ritiratela non è, eh, su questo non ci possiamo allineare noi dobbiamo andare avanti con, molta, con molto equilibrio, con molta serenità, dico noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo andare avanti in questa e in tante altre leggi. E quindi su questo noi ci confrontiamo. Eh, se poi questa legge deve essere migliorata perché alla sua applicazione ci sono, ho detto, delle criticità, lo faremo immediatamente. Se deve essere ulteriormente finanziata, noi abbiamo in... in eh, nel nostro futuro prossimo due assestamenti di bilancio uno il 30 giugno e uno il 30 novembre metteremo altri soldi immediatamente se poi invece come purtroppo probabilmente sarà non riusciremo a spendere tutti i 200 euro di quest'anno li riaccrediteremo nell'anno successivo ma questo è un minimo di sereno buonsenso Su que, que, mi convince questa lettera ho detto pur io non sono stato relatore e l'ho seguita in commissione eh, eh, diciamo parallelamente se ero relatore forse mi sarei eh, eh, avrei approfondito alcuni temi su una cosa ho approfondito molto l'aspetto finanziario su quello non si poteva derogare su quello correttamente sono andato in eh, al servizio bilancio per avere i fondamentali e sui fondamentali, su quell'emendamento che ho preso sottoscritto, ci siamo ovviamente determinati. Il voto del gruppo dei Fratelli d'Italia è assolutamente e serenamente favorevole. Grazie. Consigliere per il gruppo Partito Democratico e il capogruppo, il consigliere Maurizio Mangialardi. Sì, grazie Presidente. Noi siamo assolutamente tranquilli e, ne, e nemmeno, nemmeno così agitati eh, come, come, eh, come ci viene descritto. Io sto, sto ripensando a Carancini in commissione e oh, per tutti i consiglieri che non, non hanno partecipato ai lavori. Vi assicuro che se la, la, la legge la PDL è stata ferma un anno e mezzo non è sicuramente responsabilità nostra. Anzi, noi abbiamo andato con, con, eh, con grande tranquillità, con grande lucidità e con, con l'obiettivo di metterci e mettervi nelle condizioni di uscire con una proposta adeguata eh, fin dal primo momento, guarda l'assessore. Se la PDL è stata ferma, la PDL è stata ferma eh, bisogna chiedere alla Presidente che non c'è, Leonardi, rispetto alla quale non, non era per niente convinta, no Carancini? E, e, e ogni volta c'era la reprimenda del consigliere, eh, nonché relatore Pasqui, eh, con minacce eh, del tipo la portate così com'è e ve la votate, io mi, perché se no io comunque non la modifico. Eh, eh no, quindi un atteggiamento adeguato. Io eh, questa sera, eh, come dire eh, Gianluca, che ho, ho, come dire, ho apprezzato la buona volontà fin dall'inizio, perché questo te l'ho sempre detto: c'era cioè un obiettivo comune e che andava nella direzione eh, di, di, di sostegno per quel tipo di obiettivo poi. Uh, uh, abbiamo scritto, avete scritto? Uh, come non volete sentire ridicola, dico, uh, uh, almeno per alcuni aspetti imbarazzante. Uh, la questione che: direi, il perspicace e attento, uh, collega Cesetti, uh, che l'ha uh, vista ieri e oggi già ha, ha tirato fuori tutto l'elenco dei temi che con Carancini in commissione avevamo già sottolineati. Che Carancini, in maniera dirigente e attenta, l'ha tradotti in emendamenti ma che contengono quel, quelle criticità che non sono state risolte. Perché noi quando vi chiedevamo uh, semplicemente metteteci a disposizione i numeri e fotografiamo il tema in funzione di quelli e poi uh, ricalibriamo gli obiettivi. Quella, quel passaggio non c'è stato. Lupini, guardo Lupini, perché è qui. Che, la, che è eh, psicologa che lavora a Fabriano che è residente a Fabriano e che potrebbe lavorare a Iesi potrebbe con questa norma eh, fruire dei 12.000 euro così è è così ve l'avevamo detto fin dall'inizio non, non prendo e, e ringrazio per la disponibilità eh, della collega eh, eh, in quell'occasione eh, eh, avete eh, argomentato che sarebbe stata corretta per evitare storture, così non è, viene fuori un, 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 una PDL e guardo no, no, non per, ovviamente per renderlo connivente, ma eh, io ricordo gli interventi di cancellieri in commissione fin dal primo giorno, da settembre del 2000. E, e, undici, quando ponevamo questi temi non sono stati risolti se ancora una volta siamo solo ospedali centrici, perché abbiamo abbandonato completamente anche in questa scelta il territorio, perché quando noi non mettiamo i, 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 i medici di medicina generale come possibili soggetti, non, non, non mettiamo eh, i pediatri di libera scelta, continuiamo nella, nel, in quel percorso. Ecco, un, un, uh, un, uh, una legge che uh, non ha le coperture uh, adeguate e non è stata come dire, il, uh, la mancanza di risorse, perché è passata attraverso Due, le, due bilanci, e quindi si poteva eh, fare quel tipo di scelta, non tiene conto di pezzi del territorio, perché noi, e guardo sempre a cancellieri perché la proposta era stata la sua, non di Carancini. La proposta era di, 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 di Cancellieri cioè, ...ma allora non ci limitiamo semplicemente al, uh, uh, alle aree del cratere... ...ma allarghiamolo a tutte le aree interne come, come la SNAI prevede. Non era, com non era complicato. E beh, ma perché la prendete sempre come se... ...vi risottolineiamo come dire, eh, elementi che sono stati posti in commissione? Io penso... A Carancini, quando lo ricito oggi, rispetto all'Università di Camerino, era stato un tema che aveva messo a disposizione, non era anche lì, forse a iso risorse e poteva essere eh, accolto come, come contributo. Voi, eh, voi eh, siccome eh, lo avete fatto con la modifica della 13, eh, lui lo, lo avete fatto con tante norme che sono leggi, come dice il buon Cesetti, leggi manifesto vuote nel contenuto e soprattutto prive eh, di obiettivo se non quello eh, che, eh, eh, di una propaganda ancora strisciante. Eh, non potete pretendere che eh, il contributo nostro, che diamo nel, nelle sedi eh, adeguate, che sono. Eh, quelle istituzionali eh, delle eh, co della commissione e del Consiglio eh, non si possono tradurre con eh, voti eh, negativi, quindi da parte del nostro gruppo convintamente c'è un voto contrario a questa norma imbarazzante. grazie l'assessore Filippo Saltamartini per la posizione della giunta, prego Assessore, dichiarazione di voto sì Presidente, per ringraziare a nome della Giunta. Regionale, il Presidente Acquaroli e dei, dei colleghi assessori, la maggioranza che si appresta a votare questo importante provvedimento. Non è una legge eh, manifesto, semmai è una legge provvedimento. Presidente Mangialardi, eh, detto questo, tutte le paure che sono state qui esplicitate non credo che si possano integrare perché la legge troverà applicazione tramite atti amministrativi e gli atti amministrativi hanno. Una componente essenziale che si chiama causa, cioè lo scopo economico e sociale che l'atto deve raggiungere. L'atto deve raggiungere l'obiettivo di eh, prevedere la funzionalità del sistema sanitario regionale attraverso uh, la condizione che posta nell'articolo 1 della legge, e cioè l'emanazione di concorsi pubblici senza che, senza che i posti siano assegnati dobbiamo anche fugare tutta una serie di preoccupazioni che sono state esplicitate qui. Per i posti per tutte le, classi, per tutte le qualificazioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro c'è una grande partecipazione dei concorrenti. La carenza si registra prevalentemente nelle qualità di medico, di dirigente medico e di alcune specializzazioni. Quindi la legge trova i suoi confini naturali appunto nel mercato del lavoro delle professioni sanitarie che che vedono una carenza prevalente nelle professioni dei medici. L'altra condizione che deve essere sempre qui sottolineata è il finanziamento. Eh, la giunta regionale e la maggioranza alla tutti i mezzi eh, finanziari necessari per garantire la copertura di questa legge c'è da auspicare che questa legge possa raggiungere i suoi obiettivi perché alcune zone del cratere, soprattutto zone che hanno patito negli ultimi anni sia per il covid-19 sia per eventi sismici vedono in questa legge l'attenzione che la giunta regionale, l'attenzione che la maggioranza di questa regione pone ai bisogni delle comunità più colpite e credo che sia una, un pieno traguardo per l'attuazione appunto eh, dei, della piena esigibilità e della piena fruibilità dei servizi sanitari della nostra regione. Grazie anche all'opposizione, ai contributi sempre vivaci, pugnaci, dei colleghi, quindi dobbiamo essere eh, onorati di far parte di questo Consiglio regionale. Eh, naturalmente i punti di vista sono diversi, il ruolo dell'opposizione evidentemente è un ruolo di critica e questo, di questo la maggioranza deve prendere atto e mh, al di là dei toni che sono esplicitati negli interventi qui in aula, credo che il ringraziamento debba essere indirizzato anche al loro ruolo, alla loro funzione e allo sforzo che hanno fatto anche nello scrivere gli emendamenti, perché anche questo sforzo è uno sforzo che deve essere rimeritato, ancorché eh, non, eh, questo sforzo non sia stato condiviso. In occasione della di discussione del bilancio, che ovviamente io dall'inizio del 2023 non avrei lasciato cadere nulla, sempre al limiti di quest'Aula, però non lascio cadere nulla, quindi neanche diciamo, l'intervento che voglio ribadire. Ciccioli si lamenta del tono aspro, non è un tono aspro, può essere un tono duro. L'asprezza non mi appartiene perché. Non... Di solito è un sentimento indotto che non ci si riesce con me, diciamo, no? È un tono duro perché con questa PDL prendete in giro le nostre comunità. Prendete in giro le nostre comunità, prendete in giro i loro bisogni e le loro esigenze. Perché non dà risposte, ma si dà invece messaggi sbagliati, come ho detto prima. E non capisco per quale motivo che una legge qualcuno l'ha definita per partire e invece dovrebbe disporre per l'avvenire. Qualcun altro ha detto è provvisoria. Adesso Saltamartini ci dice che è una legge provvedimento. È una legge provvedimento e noi sappiamo che sulle leggi provvedimento c'è qualche problema, perché ad esempio eh, la legge provvedimento è quella legge appunto che può essere impugnata anche da dinanzi al giudice amministrativo. Lo dice Santamartini con la legge provvedimento. Allora magari quando domani la giunta andrà a correggere che la detto Ciccioli, una legge che deve essere corretta, ammesso che lo potrà fare, questa legge potrà essere impugnata da chi vi ha interesse e poi da una parte si dice, salta Martini, che è una legge che dà risposte straordinarie a caratteristiche della straordinarità per dare risposte al sistema sanitario che ha bisogno di interventi straordinari e poi, nel contempo, qualcuno nella dichiarazione di voto dice che è una legge provvisoria. Ma si può dare con un provvedimento provvisorio Risposta di una situazione emergenziale e straordinaria. E allora, se una legge può essere definita così, Ciccioli ci dice che deve essere corretta, io posso ben definire una legge che è bizzarra, goffa e assurda. È così. E queste non sono asprezze, non sono insulti, ma sono critiche doverose. Legittime, appropriati, continenti dinanzi ad un testo legislativo che, rispetto all'obiettivo assolutamente condivisibile, l'ho detto all'inizio, che si prefigge non coglie e non può cogliere nel segno, come abbiamo detto poc'anzi. Critiche che potevano anche non essere continenti, perché per fortuna in quest'Aula abbiamo il diritto di parole e di critica illimitato. No, purché non scada nell'insulto personale, ci mancherebbe altro, ma credo che non sia un insulto definire una legge, non chi l'ha fatta, una legge che è oggettivamente bizzarra. E ho detto perché, ne ho parlato tutto di oggi. E non è questa una critica neanche ai funzionari, anche perché, tra l'altro, se anche fosse una critica ai funzionari, non è che c'è una lesa maestà, eh, perché... I nostri dirigenti vengono profondamente pagati come giusto più di noi e quindi, se è del caso, io li critico. no? Ma questa non è una critica a loro. Perché, se a qualcuno al dirigente gli dice se va bene che si preveda in una legge, si prevede in una legge che la regione promuove l'insediamento nei piccoli comuni dell'entroterra marchigiano di personale dipendente del servizio sanitario, se uno dice che vuole questo. Il dirigente dice che va bene, perché è steso a tutto il personale sanitario. Se invece si vuole intendere che dovrebbe essere steso al personale sanitario che svolge attività in quei comuni, bisognava scriverlo. Bisognava scriverlo. E perché non l'avete scritto in un anno e mezzo? Ci avete messo? Perché vi è sfuggito quello che mi pare condividete questo aspetto? Non ho compreso io no, ieri Mangialardi. Io stamattina sono venuto qua dovevo fare altre cose e qui siccome io sto già in due commissioni vi risparmio anche la terza però trattandosi di sanità l'ho guardata, come spesso capita no? l'ho guardata e mi sono accorto subito mi meraviglio che nessuno si sia accorto di questo perché non ve ne siete accorti? perché non avete la mia stessa perspicacia? no, non ve ne siete accorti perché voi volevate estendere questa, questa misura a tutto il personale dipendente del servizio sanitario, di modo che potevate dire che non è soltanto per alcuni, ma per tutti e quindi potevate meglio espletare la propaganda, la propaganda che è, diciamo, contenuta in sé in questa legge manifesto. Questo è il punto. Quindi non è una critica ai funzionari, perché bastava scrivere personale dipendente del servizio sanitario che svolge attività nei comuni marchigiani, bastava mettere due parole, presidente Acquaroli che svolge attività, tre parole, un piccolo emendamento Ovviamente io sono sincero, me ne sono guardato bene eh, diciamo da suggerirlo prima. A parte non ero più in tempo, è eh, perché eh, so, il Presidente eh, eh, A la, la prego di sì, sì. Eh, non sempre. Poi dopo non può essere, essere improverato che aggiusto i provvedimenti. No, non lo faccio più, non lo faccio certo, più. Beh. Non lo faccio più. Quindi Acconoli, eh, eh, eh. allora ecco questo è il punto. Quindi nessuna, La mia è semplicemente una critica oh. ad una legge bizzarra. Benissimo adesso vedremo gli effetti che produrrà e li verificheremo sul campo. Grazie, grazie Quindi io esco ovviamente in dissenso, sì, 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 Presidente allora... Acquaroli. Mi dispiace, ma. Vedo allora, che il Presidente comprende. Marche, il consigliere capogruppo Luca Santarelli, prego. Sì, grazie Presidente. Recupererò i due minuti presi da Cesetti parlando due minuti in meno e però concludendo, come successe nel bilancio di tardanotte, anzi nel bilancio dell'alba eh, dopo Cesetti, questo mi piace l'idea di parlare in questa maniera e dire che, essendo firmatario della legge, di ringraziare eh, il redattore di maggioranza Pasqui e quello di minoranza Carancini e due firmatari della legge, la Presidente Marcozzi perché in questa legge è presente cito alcune parole chiave una agevolazione per l'assistenza dove fisiologicamente si rende difficile praticarla. Sono presenti piccoli miglioramenti della vita di quei cittadini che stanno in zone depresse, c'è una piccola copertura territoriale sanitaria, c'è un'incentivazione al personale sanitario con dei compensi che possono stimolare anche l'idea di... Eh, investire e andare a vivere in un contesto eh, depresso, c'è una soddisfazione dei bisogni di salute della nostra popolazione che ha come unica colpa quella di risiedere nei piccoli centri, come sottolineava il vicepresidente Pasqui, che invece di subire l'abbandono potrebbero addirittura rinascere. C'è l'abbattimento di alcune distanze, c'è la vicinanza di alcuni centri marchigiani isolati senza lasciarli. C'è il sostegno degli anziani, disabili, dei più deboli, che non possono più aspettare false promesse. Eh, con questa dignità e con questa concretezza eh, il nostro gruppo voterà favorevole. Grazie, non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi mettiamo in votazione la proposta di legge numero 71. Con la denominazione dei proponenti Pasqua e Marcozzi Santarelli, che ho detto prima. Apertura della votazione. Vi prego di votare, vi prego di prendere posto e di votare. Escluso il consigliere, il consigliere Cesetti che ha abbandonato l'aula. Votato tutti, chiusura della votazione: favorevoli 20, contrari 5, astenuti 1. Vi prego di rimanere in aula perché abbiamo una votazione importante da svolgere che è stata anche. È oggetto di discussione o meglio di valutazione da parte dei presidenti dei gruppi la volta scorsa, il precedente Consiglio, ed è la mozione 311 dei consiglieri ausili ed altri sul sostegno al sistema di credito cooperativo, le cui federazioni si riuniscono domani in seduta plenaria a Roma e quindi tutte le regioni o quasi tutte hanno deliberato nel senso della mozione che ci presenterà il consigliere ausili. Chiedo innanzitutto quindi di anticipare il punto 6 al punto 3bis, se non ci sono interventi contrari lo mettiamo in votazione, quindi prego di mettere in votazione l'anticipazione dell'appunto punto 6. Al punto 3 bis il consigliere Maurizio Mangialardi, prima prego consigliere. Come adesso forse la mente mi confonde, ma avevamo direi, convenuto in occasione dell'ultima, la penultima, quella della settimana scorsa, conferenza dei Presidenti, che eh, la mozione di Osili, che ringrazio per averla messa a disposizione, diventava la, 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 la mozione di tutti eh, con il primo firmatario, il Presidente, quindi però siamo d'accordo, ma solo per ricordarci quel, quel percorso e, e non, non era più, l'avevamo, come dire, a, assecondata nell'inserimento anche con, con questa modalità, quindi eh, se così fosse eh, la, la richiamo solo per, per questo passaggio siamo d'accordo comunque con l'inserimento e anche con eh, il voto favorevole alla proposta d'accordo perché diciamo, no, il tema che ha proposto è di estrema importanza. Quindi, eh, se lei intanto vuole esporre la mozione, perché è lei che la propone insieme agli altri firmatari: che sono Cicciola, Senti, Rive, Borroni, Baiocchi, Cancellieri, Russi, Pasqua, Latini, Marcozzi, Marinangeli, Marinelli, Bilò, Binghi, Elesi, Serfilippi, Puzzo e Acciarri. Facciamo, proporrei una eh, proposta di risoluzione firmata da tutti, come era il tema della conferenza dei presidenti di gruppo l'ultima volta, e poi andiamo alla discussione e votazione. Prego. Grazie Presidente, grazie a tutto il Consiglio per l'inserimento di questa mozione nei lavori di oggi. Vale la pena ricordare a premessa di questa mozione il ruolo fondamentale che viene svolto dalle BCC anche sul nostro territorio per la loro presenza capillare anche nei piccoli comuni e nell'entroterra, per il sostegno all'economia reale in quanto banche di comunità e per il fatto che sappiano e riescono a promuovere la crescita e lo sviluppo sociale. Ed economico del nostro territorio. Peraltro, si segnala come nel periodo compreso tra 2008 e 2020 il numero di filiali BCC in Italia sia aumentato del 2,1% a fronte di una contrazione del meno 35,7% registrata per l'industria bancaria nella sua, nella sua interezza. Eh, a riguardo del nostro territorio, dati del marzo 2022 ci ricordano come nelle Marche siano presenti 14 BCC per un totale di 191 sportelli e una presenza in 105 comuni marchigiani di cui 13 con esclusiva presenza di sportelli BCC rispetto ad altri istituti bancari. Ebbene, eh, ultimamente sono occorsi dei, delle modificazioni alla regolamentazione bancaria europea, una serie di modifiche che hanno portato in buona sostanza ad una omologazione nel trattamento tra grandi gruppi e piccole BCC. Questo comporta tutta una serie di adempimenti attualmente in capo alle BCC che sono sovradimensionati rispetto alla reale natura di questi istituti e questo rappresenta il rischio di un freno alla capacità di servizio delle BCC stesse. In particolare è L'articolo 40 del regolamento 468 del 2014 ad essere oggetto eh, di questa mozione, un articolo che eh, comporta la classificazione a banche significative di quelle banche che pur essendo eh, classificate come less significant fanno parte di un gruppo bancario significante. Da qui appunto pesanti conseguenze di natura normativa, informativa e di requisiti patrimoniali per le BCC. La mozione ha questo dispositivo. Mm, si impegna la Giunta regionale per quanto di competenza affinché anche nell'ottica di combattere lo spopolamento dei territori più fragili, favorendo la presenza di servizi bancari, in particolare nelle aree interne di montagna, valuti l'opportunità di sollecitare un intervento unitario della Conferenza delle Regioni, del Comitato europeo delle Regioni e del Governo italiano allo scopo di cogliere l'occasione della revisione in atto del quadro normativo europeo per il recepimento, nell'Unione bancaria, degli accordi finali di Basilea Plus per evidenziare l'opportunità di rivedere, a favore del sistema del credito cooperativo italiano, il quadro regolamentare bancario europeo in particolare quanto previsto dal citato regolamento 468/2014 al fine di prendere in considerazione la possibilità di riconoscere forme di proporzionalità che sostengano adeguatamente la natura mutualistica derivante dall'articolo 45 della Costituzione italiana oltre che le peculiarità che qualificano le BCC quali banche cooperative di comunità io ringrazio l'opera di eh, impulso e di sollecito svolta dalla, dalle federazioni Marchigiana dalle BCC, da Federcassi. Ringrazio eh, l'assessore eh, Brandoni per eh, il coordinamento dei lavori intorno a questa mozione e come ringrazio ovviamente tutti voi per eh, l'inserimento di questa mozione oggi e per eh, l'appoggio che mh, avete già manifestato. Grazie. Bene, apriamo il dibattito. Chi è che vuole intervenire in attesa che ci sia la sottoscrizione di, della risoluzione? Il testo eh, di, dispositivo della mozione, quindi della risoluzione, è stato letteralmente, oltre che spiegato, letteralmente precisato da parte del consigliere Osili. Quindi adesso raccogliamo le firme e poi procediamo alla votazione. L'assessore Goffredo Brandori, prego. Le banche di credito cooperativo sono delle piccole banche radicate nel nostro territorio che chiedono un trattamento differenziato e regole meno rigide rispetto a, alle banche più grandi. Eh, come assessore al bilancio mi farò portavoce in giunta per trovare una soluzione promuovendo un ordine del giorno presso la Conferenza delle regioni, da qui anche a livello europeo attraverso il Comitato delle Regioni. e Per quanto riguarda il Comitato delle regioni, ricordo che noi siamo presidente delle commissioni attività produttive delle Conferen nella Conferenza delle regioni. Tutto questo al fine di una nuova risoluzione a Basilea che contempli non solo criteri di rigida efficienza dei sistemi creditizi ma anche la capacità di risposta alle esigenze del mondo produttivo, anche quello rappresentato dai piccoli operatori economici nei diversi territori e nonché dalle famiglie. Grazie Assessore. Non ci sono altri consiglieri che si sono prenotati per l'intervento, quindi vi prego di attendere soltanto qualche secondo. Sì, si è prenotato il consigliere Carlo Ciccioli, ha la parola. Sì, eh, io eh, sono estremamente favorevole all'approvazione di questo documento perché noi abbiamo assistito negli ultimi anni a un sistema di aggregazione delle banche eh, da eh, decine di banche a poche banche e adesso siamo solo 2-3 istituti nazionali eh, di nazionali grandissimi elefantiaci giganteschi che ovviamente come servizio la banca non nasce per fare utile ma nasce come servizio L'unico contrasto con eh, la presenza di sedi ospedali e di sped, sedi diciamo che sono sul territorio legate a è quella delle banche di credito cooperativo e pochi altri istituti, alcuni privati ma pochissimi in tutta Italia eh, noi che dobbiamo difendere le eh, garanzie del pubblico, del pubblico intendo dire della popolazione, degli utenti, non eh, dei grandi gruppi, eh, dobbiamo sostenere questo sistema, perché il ritiro dalle delle piccole banche, delle banche di dimensione medio-piccole dal territorio lascia scoperta una fascia fortissima di fruitori. Tutte le piccole e medie imprese che, eh, vengono trattate, eh, ma così come le famiglie, così come i, privati, i singoli cittadini vengono trattate dalle grandi banche alla stregua di un uh, utente qualsiasi che deve entrare dentro delle griglie predisposte dai servizi centralizzati. E questo è inaccettabile, cioè che rimanga un servizio periferico e un servizio anche dettagliato. Eh, la parola al dettaglio può sembrare del piccolo commercio, però qui il dettaglio significa il servizio alle esigenze della persona e non solo le grandi operazioni finanziarie, le grandi realtà economiche e via di seguito. Quindi, se di fronte all'aggregazione delle banche medie e grandi a pochissimi istituti lascia ovviamente spazio a un'area che rimane totalmente scoperta, di cittadini di piccole aziende, di micro aziende di anche aziende di medio, media, eh, media capacità le famiglie soprattutto le famiglie riteniamo che questo debba essere un ritorno essenziale garantito proprio dalla, dallo Stato dal pubblico quindi credo che questa eh, mozione che è presentata da tutta la maggioranza spero che si aggreghi anche su questo l'opposizione, che di principio e che credo sia fondamentalmente giusta, è una cosa eh, cui ecco sempre il riconoscimento a chi ha preso l'iniziativa tecnica che è il consigliere Ausili, che necessariamente merita attenzione in questa assemblea. Fin da adesso eh, esprimo il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia e eh, credo che è recepito dall'intera maggioranza che ha firmato il documento. Bene, manca pochissimo e poi dopo andiamo... A... Allora... Il testo che mettiamo in votazione è quello che ha detto appunto il consigliere Asili che rilego la giunta regionale per quanto di competenza finché anche nell'ottica di combattere lo spopolamento dei territori più fragili favorendo la presenza di servizi bancari in particolare nelle aree interne di montagna valuti l'opportunità di sollecitare un intervento unitario della conferenza delle regioni del comitato europeo delle regioni del governo italiano allo scopo di cogliere l'occasione della revisione in atto del quadro normativo europeo per il ricevimento dell'unione bancaria degli accordi finali di Basilea Plus per evidenziare l'opportunità di rivedere a favore del sistema del credito cooperativo italiano il quadro regolamentare bancario europeo, in particolare quanto previsto dal regolamento 468 2014, al fine di prendere in considerazione successivamente la possibilità di riconoscere forme di proporzionalità che sostengono adeguatamente la natura mutualistica derivante dall'articolo 45 della Costituzione italiana, oltre che le peculiarità che qualificano le banche di credito cooperativo con le banche cooperative di comunità. Se siamo pronti mettiamo al voto. Attendo un sì, siamo pronti? Perfetto. Allora mettiamo in votazione il punto 3bis che è la risoluzione della mozione numero 311 dei consiglieri Osina e altri. Apertura della votazione. Chiusura della votazione favorevoli 24, contrari nessuno, astenuti nessuno, la risoluzione è approvata. Con questa votazione si concludono i lavori odierni della seduta numero 99 del Consiglio regionale. Grazie a tutti per la vostra collaborazione, passione e eh, capacità di interventi sui eh, punti all'ordine del giorno che sono stati discussi e votati.